того, что Buongiorno a tutti, vi invitiamo ad accomodarvi che tra poco iniziamo. Grazie. Ragazzi, vorremmo iniziare, quindi se prendete posto... Allora, buongiorno a voi presenti. Sono Ilaria Giglioli, presidente del comitato organizzatore del congresso studentesco MOREMED e sono felice e onorata di darvi il benvenuto alla nona edizione del congresso MOREMED. Ma che cosa significa Moremed? L'anno scorso abbiamo effettuato una serie di interviste al corpo studentesco e ai nostri professori e professoresse ed è risultato che per voi Moremed è unico, futuro, condivisione, ricerca, unione, confronto, intraprendenza, collaborazione, attuale, crescita, emozione, passione, innovativo. Ho trovato queste risposte molto interessanti e vorrei aggiungere che per me la parola che meglio definisce Moremed è stimolo. Stimolo perché l'obiettivo primario di questo progetto è cercare di riaccendere la passione e l'interesse verso il nostro percorso di studi e la nostra futura carriera. A mio parere, infatti, troppo spesso questo stimolo viene perso, poiché sommerso dal carico di lavoro che giustamente la nostra formazione richiede. Quindi tramite l'ascolto di professori illustri, i workshop e l'intervento di studenti che si sono messi in gioco nel condividere i loro progetti di ricerca, speriamo di coinvolgervi e incuriosirvi e di farvi godere al massimo questa edizione. A questo punto possiamo iniziare con i saluti istituzionali e di conseguenza invito a raggiungere il podio il magnifico rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il professore Carlo Adolfo Porro, che siamo grati sia qui con noi ogni edizione. Grazie, grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti, saluto il Sindaco, il Direttore Generale, tutti gli altri colleghi presenti, eh, voi tutti in presenza e collegati. Io sono molto felice di essere qua, sono molto felice perché eh, come è stato già ricordato io ho visto nascere... Questo, questo congresso, questo straordinario congresso studentesco Moremed, eh, l'ho seguito da varie angolazioni, diciamo, e attualmente come, come legale rappresentante de, dell'Ateneo, ma eh, laureato in medicina e chirurgia, ex direttore del Dipartimento Medico, eh, posso dire che è veramente un successo che si rinnova di anno in anno. Quindi mh, riprendo un attimo le parole della, della Presidente, e cioè... Mh, ci possiamo chiedere, fra l'altro, qui vedo il, uno dei, del, del, dei presidenti, il vicepresidente della, della prima edizione, e, e quindi mh, diciamo che è stata veramente un punto di rottura in positivo nel senso delle eh, attività. Posta in campo dagli studenti eh, con una organizzazione sostanzialmente autonoma, sia pure supportata da, da docenti e dall'organizzazione. Bene, allora quali, quali sono eh, i fattori che hanno portato ad un successo sempre crescente eh, di MoreMed? Eh, però le parole chiave sono già state riportate e secondo me sono molto appropriate. Allora io cercherò di, di riassumere in, in due o tre categorie. Allora Sicuramente una, una categoria fondamentale è la motivazione. La motivazione a creare qualcosa di innovativo, di partecipato. E la motivazione eh, a sua volta comprende diversi aspetti, eh, comprende la passione. La voglia di mettersi in gioco direttamente, quindi l'impegno e, e anche eh, eh, direi la, ehm, come dire, la, la curiosità eh, verso quello che magari non, non è rutinario, appunto, non, è, eh, non fa parte del percorso formativo normale eh, e la, la possibilità di eh, entrare in contatto con temi. E sviluppare temi che normalmente non si ha il tempo forse di approfondire durante il normale corso di studi. Un secondo aspetto fondamentale è quello organizzativo e questo è un aspetto che a mio avviso spiega molto eh, diciamo, il successo eh, di queste iniziative in ambito eh, medico-sanitario. Eh, Organizzativo perché? Perché è un'iniziativa di studenti, come ben sappiamo, studenti e studentesse, anzi direi studentesse in maggioranza ultimamente, e, e però è, è svolto quindi raggruppa una, un insieme di, di persone che eh, frequentano i corsi laurea di medicina o corsi laurea infermeristica o altri corsi laurea di professioni sanitarie, ma che sono accomunati appunto da un ideale comune. Ma nel contempo non è un congresso studentesco chiuso, è un congresso studentesco che eh, si avvale del confronto, della collaborazione con la componente docente che fornisce stimoli, suggerimenti, supporto e questa diciamo, rappresenta una modalità di collaborazione che se vogliamo, innovativa e eh, diversa rispetto a quella consueta eh, del rapporto fra docenti e studenti e studentesse. Questo è un aspetto eh, estremamente interessante. Il terzo aspetto inter estremamente interessante è quello che fin dall'inizio eh, questo congresso si è rivolto eh, anche, eh, cioè non solo all'interno del mondo accademico studentesco, ma anche all'esterno e qui ci riallacciamo poi al, al, terzo, al terzo punto, e cioè alle istituzioni. Qui sono presenti il sindaco della città di Modena, il direttore generale dell'azienda eh, ospedaliera universitaria e questa è stata una presenza costante che ha accompagnato lo sviluppo di, di, di questo congresso. Quindi eh, questo fa, fa già intravedere come eh, mettendo insieme tutte queste competenze eh, questa volontà di andare insieme verso nuovi orizzonti si raggiungono grandi risultati. Il terzo aspetto a mio avviso è quello però fondamentale ed è l'aspetto culturale. Aspetto culturale che si può declinare in diversi ambiti. Naturalmente c'è una componente molto importante che è quella legata alla possibilità da parte di studenti e studentesse di eh, approfondire alcuni temi, non solo, ma eh, di esporli e di mettersi quindi a confronto con altri studenti e studentesse, con, con, altri, eh, con altre personalità. Questo è fondamentale perché eh, sarà utilissimo ed è una componente essenziale di quello che è il lavoro del medico o del professionista sanitario per i prossimi anni. Cioè il confronto, ma il confronto su temi anche di frontiera, cioè su temi di, su dibattiti eh, che sono al centro di quello che sarà l'evoluzione del mondo medico-sanitario. Quindi questo è estremamente importante. Ma eh, di nuovo eh, questa possibilità di eh, approfondire e di confrontarsi eh, si allarga a temi non strettamente professionali ma più. Mh, largamente diciamo di interesse della società, temi molto cruciali, ne abbiamo un esempio in questa edizione, il fine vita, no? la, la tavola rotonda che si svolgerà eh, oggi pomeriggio. Quindi eh, si eh, affacciano diciamo, mondi diversi, interverrà il nostro arcivescovo, no? se, se, se non ho visto male da, dal programma, quindi si affacciano mondi diversi, culture diverse, temi diversi. E questo è un altro aspetto veramente fondamentale. E terzo, questo diciamo, quest aspetto di mettersi in gioco, di comunicare, di allargarsi ad altre città, ad altre facoltà, ad altre università, continua una tradizione che nel nostro ateneo, nella nostra facoltà, devo dire è estremamente ricca. Estremamente ricca perché eh, noi abbiamo una storia eh, anche dal punto di vista degli studi medici plurisecolare e, eh, limitandoci alle persone che io ho avuto il piacere di conoscere o come docenti o comunque di incontrare, io posso dire che, eh, so, e, e quindi. Che hanno lasciato un segno veramente nella medicina e nella chirurgia eh, moderna, contemporanea e attuale. Beh, io posso dire che, eh, come sono orgoglioso io di essere qui eh, a dare questi miei saluti iniziali, io sono sicuro che ne sarebbero orgogliosi loro, e questo, a mio avviso, è il più grande complimento. Grazie. Grazie mille per le belle parole. Invito ora il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, da sempre sostenitore del nostro progetto, a raggiungere il podio. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutte voi. Intanto, complimenti. Questa mattina sono rimasto un po' in fila insieme a voi ed è stato piacevole perché. Sono riuscito a vedere un sacco di entusiasmo e soprattutto ad ascoltare l'agitazione per qualche esame, ma anche la cosa bella, che, che è quella delle vostre relazioni. Mi ha fatto molto piacere, quindi vi, vi ringrazio. E naturalmente ringrazio tutti coloro che nel tempo hanno consentito che quella idea, che nove anni fa è stata valutata con l'università, nel mio ufficio, è diventato qualcosa di forte, di strutturato, di continuativo. Abbiamo bisogno che ci sia un protagonismo soprattutto di voi, perché? Perché il futuro è nelle vostre mani e quindi abbiamo bisogno di capire per tempo cosa sta accadendo per cercare di girare il verso, di trovare le condizioni. Di sviluppare nuovi progetti e nuove azioni e cercherò, come faccio ogni anno, non solo di fare un saluto, ma di provare a mettere le mani nel piatto, a dire le cose come stanno, cosa sta avvenendo nella nostra sanità e per capire anche se tra di noi ci sono le condizioni per mantenere gli impegni come abbiamo dall'inizio deciso con gli investimenti, con le strategie. E allora la cosa bella è che eh, i. Protagonisti di allora oggi sono protagonisti della sanità pubblica. Io li voglio ringraziare perché quei ragazzi oggi sono stimati medici della nostra sanità o eh, di, eh, del territorio. Quindi davvero grazie, questo è il primo messaggio. Secondo, il programma è un programma bello, di qualità. Eh, parlerete in modo puntuale di neurochirurgia, di chirurgia plastica e soprattutto, come diceva il magnifico... Questo incontro col Vescovo e l'associazione Coscioni. Vedete, io credo che sia importante ragionare nel merito delle idee del Paese per provare a trovare delle sintesi più avanzate rispetto a problemi delicati come la vita e la morte. E quindi è un messaggio molto forte quello di quell'incontro e credo che occorre, per chi c'è passato lo sa, occorre. Mettere la testa in quelle dinamiche, il primo obiettivo naturalmente è quello di non fare soffrire, è quello di dare dignità fino all'ultimo. E naturalmente dobbiamo andare nella direzione giusta e sono convinto che il confronto sarà un confronto che aiuterà tutti a crescere e a portare un pensiero più innovativo rispetto al percorso. La seconda considerazione è teniamo la testa dentro la scienza, rispettiamola e valorizziamola. Quello che abbiamo passato col Covid è un passaggio strettissimo, complicatissimo, drammatico. Per fortuna che c'è stata la scienza che ha dato una mano, per fortuna che i professionisti hanno retto, quindi io vorrei sempre ringraziare la sanità e tutti gli operatori della sanità per quello che hanno fatto in quel momento, perché è stato un momento delicatissimo della vita e stato, abbiamo tenuto botta, come diciamo, nel nostro territorio dopo il terremoto, quindi si è tenuto botta. E per me questo è estremamente importante, quindi diamo, diamo senso e valore al percorso della scienza. L'altro elemento, il terzo punto è legato alle risorse. Non solo naturalmente le risorse economiche che sono fondamentali e dobbiamo fare di tutto per ottenere le risorse che servono per difendere il servizio sanitario pubblico integrato ma anche le risorse umane e quindi dobbiamo sviluppare almeno due percorsi che sono fondamentali, uno che sta portando avanti l'università con i temi della formazione, l'altro dove il sistema sanitario deve valorizzare di più le condizioni dei percorsi sanitari e dei processi di valorizzazione, se no tutto diventa più difficile. Non solo perché il rischio è quello della fuga, non solo perché come veniva ricordato all'inizio che me lo sono segnato perché stimolo per riaccendere la passione. Ilaria ha detto questo. Stimolo per riaccendere la passione. E credo che questo sia il punto più alto che dobbiamo riattivare, dobbiamo riallacciare i fili perché tanti di voi probabilmente hanno totalmente la passione ancora di esprimersi per gli altri, per i valori profondi che la medicina rappresenta, ma poi abbiamo bisogno anche di dare valore al merito, di riuscire a concretizzare le passioni. L'altro punto è legato agli investimenti. Noi avevamo preso degli impegni sugli investimenti e quegli investimenti stanno andando avanti. Stanno andando avanti, anche in queste settimane avete visto investimenti importanti sul territorio, eravamo qua per il CAO, qualche giorno fa eravamo a Baggiovara per l'impianto, il nuovo laboratorio blu di diagnostica e credo che sia un segnale molto importante che l'azienda territoriale e l'azienda ospedaliera universitaria insieme abbiano potenziato quel, quell'impianto che può dare 30.000 analisi al giorno e che può realizzare fino a 14 milioni di analisi all'anno. Credo che sia un messaggio di sicurezza, un messaggio di rapidità che eh, dobbiamo continuare, continuare a dare. Come dobbiamo continuare a garantire la relazione tra gli ospedali e il territorio, per cui tutte le risorse del PNRR qui sono tutte in fase di realizzazione. Anche questo lo dico con orgoglio, perché non è mica così dappertutto. Qui tutti gli investimenti, dalle case alla comunità, all'Osco, all'Hospice, sono tutti in fase di realizzazione. E io sono molto contento che, nell'arco degli anni, le cose che diciamo poi diventano cantieri, diventano nuove risposte per la nostra sanità. Ecco quindi che concludo la valorizzazione del personale, dare gambe alle relazioni tra territorio e ospedali. Cercare di rafforzare il campo della ricerca e della formazione. Lavorare perché ci siano le condizioni perché, guardate, oggi ci giochiamo una partita grande con le tecnologie. Le tecnologie faranno sempre di più la differenza e penso che sia fondamentale ragionare delle tecnologie. Per il semplice fatto che dalle stampanti 3D... Alla realtà virtuale aumentata, la robotica, le nanotecnologie, eccetera, eccetera. Questo sarà il vero campo che dimostrerà quanto la nostra medicina dovrà integrarsi per lavorare in modo più completo e in modo multidisciplinare. E quindi io vi ringrazio perché questi approfondimenti serviranno per dare senso e futuro al servizio sanitario pubblico. Per creare ancora una volta questa buona relazione con l'università. Naturalmente ognuno deve fare il suo pezzo, perché insieme siamo sistema e dobbiamo continuare a rafforzare quel percorso di dignità e di valorizzazione che per noi è fondamentale. Quindi, se riusciamo davvero a utilizzare questi momenti, come ha detto Ari, e la riprendo perché stimolo. E soprattutto riaccendere la passione. Vi ringrazio di cuore perché, se facciamo questo, allora possiamo dire che abbiamo un futuro buono della nostra sanità pubblica. Grazie a lei, Sindaco, per il suo intervento. Infine invito sul podio il dottor Claudio Vagnini, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. Grazie, grazie mille dell'invito, grazie soprattutto perché ho visto che avrete un programma molto fitto e molto interessante. Io in realtà mh, riprendo due cose molto, molto importanti che sono state dette fino adesso, cioè il valore culturale di quella che è la nostra attività, il nostro lavoro. Io sono un medico ormai da, da 40 anni e continuo ad avere una, una curiosità che mi morde dentro. Io se non, eh, non continuo a studiare, se non continuo a informarmi, se non, non continuo a arricchire il mio piano culturale, non sono contento. Questo è il motivo per cui io vi invito a un'iniziativa che faremo sabato mattina, e che non ha niente a che fare con la tecnologia, ma ha a che fare soprattutto con l'umanizzazione dei percorsi sanitari, che è il pezzo di cosa su cui sto lavorando maggiormente negli ultimi mesi, forse negli ultimi due anni. E cioè tutta quella parte che noi tendenzialmente, visto che il, il percorso di tutti è verso una tecnologia sempre più spinta, sempre più forte e sempre più performante, c'è quella parte culturale e umanizzante che dobbiamo tenere assolutamente presente e dobbiamo far emergere. Quindi presenteremo dei progetti, sette per esattezza, che vanno dal materno infantile alla terapia intensiva. <coughs> che si aggiungono agli otto che avevamo presentato già il 20 gennaio e che sono a disposizione di tutti, nel senso che possono essere eh, valutati, visti e eh, conosciuti. In tutto questo c'è una collaborazione vera tra i professionisti e il volontariato. Questo è un altro degli aspetti su cui noi dobbiamo lavorare e, do e dobbiamo implementare quella che è la nostra attività qua dentro. Perché è vero che noi avremo una cultura, abbiamo tutti una cultura scientifica, però è anche vero che la necessità che abbiamo di confrontarci con i nostri pazienti, con i nostri cittadini, che significa confrontarsi con i pazienti ma significa anche confrontarsi con i loro caregivers, avere un quadro e una visione un po' diversa da quella che abbiamo normalmente. Se vi devo dire la verità, quello che continua a essere un problema e che viene segnalato nella maggior parte delle, delle segnalazioni che mi arrivano attraverso l'URP sono i problemi che abbiamo noi di colloquio, di scambio non riusciamo ancora a entrare in quello che è una dinamica di scambio e di verbalizzazione adeguata a quello che è il nostro ruolo. Noi su questo dobbiamo fare sicuramente degli sforzi aggiuntivi, lo faremo, li faremo anche insieme all'università, ma il piano della comunicazione dovrà diventare uno dei piani su cui impegnare maggiormente tutto il sistema, che è un sistema pubblico e che è un sistema prezioso per questo Paese. Grazie, buon lavoro. Ringrazio il dottor Claudio Vagnini per il suo tempo e il suo intervento. Prima di iniziare con gli interventi, ci tengo a ringraziare e nominare i nostri sponsor: senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. CTO, Avis, COP, Sergio Lab, Accurate Solution, Casa di cura Madre Fortunata Tognolo. Inoltre ci hanno sostenuto anche molteplici organizzazioni e amministrazioni con i loro patrocini. Il Comune di Modena. L'Istituto Superiore di Sanità, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurgi e Odontoiatri di Modena, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna. Quest'anno siamo contenti di aver intrapreso una strada verso una maggiore internazionalità, quindi, oltre a ospiti che parleranno in inglese, abbiamo iniziato molte collaborazioni con congressi esteri: the First Medical Student World Congress of Neurosurgery, CROSS, IMSC. SSSC, LIMSC e MOSA. Infine un ringraziamento parti particolare al dottor Claudio Morandi che contribuirà col premio Francesco Morandi Morro a premiare il migliore elaborato della sessione poster. Ci tengo anche a ringraziare la nostra segreteria organizzativa, Planning Congressi, per il, su il supporto durante l'organizzazione del congresso. Un grazie anche a chi ci sta seguendo online tramite la nostra diretta YouTube. A metà mattina e a fine giornata proietteremo il QR code per la rivelazione delle presenze. Lascerò la parola alla Vicepresidente Presidente Gilda Cavicchi. Grazie per l'attenzione e buon Moremed. Buongiorno a tutte e tutti e ringrazio Lara per l'introduzione. È un onore per me essere qui a presentarvi il primo ospite della non edizione. Come ho anticipato il congresso quest'anno punta all'internazionalità, so I have to switch language. The world of research speaks English, so we want to speak the language of research. This will be a surgery morning. For the first lecture we are honored to have with us uh, professor Salim Abdurraouf. Uh, professor Salim Abdurraouf serve as a, Clinical professor at neurosurgery at uh, George Washington University in Washington, D.C., and holds the distinction of being uh, the neurosurgeon in chief at the Abdurrahraf Institute of Neurosurgery. Recognized for his pioneering contribution, he established the Department of Neurosurgery in, at uh, St. Louis uh, University in St. Louis, Missouri, where he held the position of founding chairman. He's a globally respected figure in uh, neurosurgery. He has been invited as visiting professor as today to over uh, 100 uh, universities worldwide. His significant uh, literary contribution to the field includes authoring uh, the seminar textbook cerebral revascularization focusing on extracranial to uh, intracranial bypass surgery. Notably, he has developed a novel procedure in brain bypass surgery that bears his name. Dr. Abdurrauf's leaderships extend to numerous neurosurgical societies. He has been the birth of uh, Congress of Neurosurgical Surgeons, the North American skull Base Society, and the World Federation of skull Base Societies. He is president of the uh, Society for Brain Mapping and Therapeutics, uh, and the Walter Eden and the Neurosurgical Society stand out as notable achievements. Today, Professor Salim Abdurrauf will show us uh, how to clip an aneurysm. So let's do surgery together clipping of an aneurysm led by Professor Salim Abdurraouf. We are pleased to have you here, and uh, I shall now give you the floor. Thank you very much. It's my honor to be here. It's uh, my honor to be in Italy. Of all places in the world I get invited to, Italy is my favorite country. It's an amazing country. It's an amazing country with amazing history, amazing people. Uh, and, uh, it's my honor to be invited to your Congress. I'm especially interested in mentoring the next generation of neurosurgeons around the world. So I spend a lot of time with the next generation so that my professors who taught me and mentored me, I can pass that on to the next uh, generation. The, um, the title of the talk uh, is The Art of Micro Neurosurgery. The, uh, and it, this is uh, just the right place to talk about that. You are a people who've known for your art. You're the land of Michelangelo and Leonardo da Vinci and so many things throughout history that is defined by art and by evolution. And I'm going to share that with you today. Um, the, uh, the reason I call it art, you will know as I give you this presentation. In, in complex neurosurgery, there is science and there is art. And both go together. You cannot separate one from the other. If you are a very good scientist, but you're not a very good technical surgeon, you will fail your patients. If you are a very good technical surgeon, but you do not understand the literature, judgment, decision making, you will fail your patients. So it is that combination that will make you an exceptional physician, surgeon, uh, whatever specialty you will go into. No specialty that is more relevant to more than neurosurgery. Because fine small movements in neurosurgery, the wrong movement can damage the patient the rest of their life. There's essentially no other part of the human body where that is the case. So, this is why we want you to be at the top, top level that you can be in. So, uh, for example, Yes, we're talking about art. Oh, so essentially, even, even how you hold instruments in the operating room tells me a lot about you. you come to the operating room, and these are the sectors, if you're holding it like this, where you have minimal control, versus if you're holding it like this, like a fine pen, that like an artist pen. Tells me that you have the finesse, you understand how you're holding this instrument. Subtle things like that, it's what this is about. Okay? And I'm going to share that with you here. So let's go ahead. Uh, I'm going to use in here as an example of uh, what we're going to do here today. So. Many of you here may not have been exposed to neurosurgery before. So, I'm going to explain to you first what an aneurysm is and what it is we're going to do here today together. Okay? So, imagine this is a carotid artery going to the brain with blood, and this is an artery right here, in this case, on the carotid artery. Obviously, an aneurysm can rupture, the patient can have a stroke or die from it. So, our objective is is to put a titanium clip across the neck of this aneurysm here completely close it off once you close it off there is no blood going to the aneurysm is going to the brain the patient is cured okay so the idea is to exclude this little ball from the circulation so the blood can go to the brain the blood when it's not closed going here 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 under high speed it keeps stretching the wall becomes thinner and thinner one day it can bleed okay so the concept is to closing this but there are a few things in doing this that what i'm going to show you here that make the difference for this patient of course closing the aneurysm is number one uh, thing but let's say you're operating deep in the brain as you will see it's not so easy to see and let's say your clip is curving like this like this like this here so what you're doing you're obstructing blood flow to the brain there's not enough space here to blood go to the brain so the patient can have a stroke so although you cured the aneurysm the patient is paralyzed uh, you know obviously we don't want that secondly there are tiny little vessels around us here we call perforators tiny vessels that supply important areas of the brain with blood so if you're clip goes here and closes one of these tiny vessels that you cannot see you will have just the same stroke from a tiny vessel that supplies an important part of the brain so your clip application has to be perfect cannot close off the main vessel cannot close off one of the tiny little vessels that are going to the brain to get a perfect result which is the goal okay the problem is when you're doing this surgery under general anesthesia we have what's called intraoperative neuromonitoring, EEG, SSEP, but that is not 100%. So if you're occluding the, one of these vessels, the, the monitoring you're doing is, has 20% false positive or negative. So the monitoring may be perfect, but you have a problem. And the problem is if you have a problem like this, if you don't know within the nurse, Next 60 seconds to two minutes, it's too late to adjust a clip. That stroke has occurred. So you have to know within seconds if you're gonna know. So I'm gonna show you, if you have time, how we avoid that situation to avoid that kind of stuff from happening. Okay. Aneurysms of the brain occur at branch points. The two carotid arteries up front here. The two middle cerebral arteries here. Today, I'm going to show you an aneurysm sitting right here, right there. Okay, but aneurysms occur at branch points. Okay, so the intracranial circulation of the brain, and this is what you're going to see today. Essentially, historically, there was very difficult ways to get to aneurysms, uh, but uh, now, what we go is through this space called here the sylvian fissure, which I'm going to show you. I go through this, and there's, we're going to show you an aneurysm sitting here, and I'll go here to try to treat that aneurysm. Now, this aneurysm could be here, could be here, at any of the branch points, and this space allows me to go to deep areas of the brain without injuring the brain. So I'm not ever going through the brain, I'm going around. Ways without touching the brain, without injuring the brain. So, although it's called brain surgery, we're not going inside the brain to operate in this area of the brain. I'm a skull base and a vascular surgeon. Skull base are tumors that occur here, and aneurysms that occur here. This is the most difficult part of the brain to operate in because it's underneath the brain, it's around the blood vessels, so it's technically perhaps the most challenging from that standpoint if i'm going too fast slow me i just need to stick to the time allocated okay uh, so the aneurysms occur at the base of the brain under, underneath here so what, first what i'm going to show you is this i'm going to show you first a, live, uh, a patient i operated on inside the sylvian fissure where the aneurysm has already ruptured luckily the patient didn't die Still alive, has a bad headache, comes to the hospital, the aneurysm has bled. I have to go inside the sylvan fissure to operate in this aneurysm. So I'm going to show you some of the points I talked about. You see, I'm coming in here, this is the aneurysm here. You see all the blood here, the aneurysm is already ruptured. What is the problem here? A few problems. This is the aneurysm. The problem is this tiny baby artery is one of those perforators I talked to you about, it is attached to the aneurysm. Now, I have two choices. Either I just put my clip and just close off this perforator and say, listen, I want to be safe. I don't want to have a disaster. The problem in the aneurysm surgery, if this ruptures while you manipulate this, it'll be massive bleeding. So you could say, okay, you know what? I'm just going to close this aneurysm with this perforator attached to it and just buy a little stroke and save the patient's life. Or I say, no. This is somebody's mother. I don't want her to be paralyzed the rest of her life. I'm gonna separate this perforator attached to the dome of the aneurysm and then clip the aneurysm. And I wanna be, I'm good enough, strong enough, confident enough that I can do both. So, the concept I'm talking to you about today is exceptionalism. You cannot accept mediocrity. You have to make it a goal for yourself to be exceptional. That is perhaps true in every field of medicine, but perhaps no more true than in neurosurgery. Mediocrity is not an option. Okay? Uh, those of you who played sports, I come from a sports background. Mediocrity is not an option, you will never win. You have to believe you can be exceptional. That is how you have to think that have to you have to train and that's one day when you are taking somebody's life in your hands who you have to be okay and this is a, probably all the things i'm going to tell you today perhaps this is the most important message i will share with you today is that you cannot accept average average doesn't work okay and you are better than that you did not get here because you're average so this cannot be the rest of your life okay so, you have to believe you can do it. All right? So, what am I going to do here? I'm going to take sharply dissect this perforator. Now, of course, the danger is if I tear the aneurysm, it could be a big problem, but I should be able to handle it. Okay? You see how I'm dissecting this perforator? You know, a lot of places around the world I go and see people will just put the clip. They will not take the chance to separate this perforator. Okay? So this patient actually has multiple aneurysms, but I'm showing you one. That's another aneurysm this patient has. You see how I dissecting sharply? This is very thin wall. You see the blood here, okay? Very sharply. This is under the microscope, and I'm dissecting sharply, sharply, sharply. This little baby vessel. This vessel supplies the internal capsule, which controls the left side of the body, okay? Although it's tiny. Its damage would be horrendous for the patient. See, now I feel so much better. Within 60 seconds, I've changed the outcome of this operation. Completely. Now it's very easy. Okay? Now putting the clip on this aneurysm is not a problem. Okay? So this is one aneurysm I clipped. This is the aneurysm I just showed you. That's how the clip goes on the neck of the aneurysm so that we could completely close it off and uh, exclude it from the circulation. Once I do this, the clip, uh, the aneurysm is cured. This is normal vessel, normal vessel. The parent vessels are open. You see, I open a hole in the aneurysm, prove it's cured. Okay? We're done. All right? Decisions made within two or three minutes change this patient's life forever. Okay, very few things that will change a human's life than you doing this kind of work. I do hope today, that a lot of young medical students here, you haven't decided what you're going to do. Uh, I may inspire some of you to go into neurosurgery. Okay, um, it, you know it, it, it is one of the youngest specialties in medicine. It has a lot, a lot to be done in it. So uh, I think. Uh, I'm here for the two days. I hope to meet you all. And any advice I can give you, I'll be here for you. Uh, so, can, so, we're going to go ahead. We have a simulation model. I'm going to show you um, exactly this middle cerebral artery. Now, let me switch over. If those of you in the back cannot hear me, please do come closer, okay? This is our unique chance to get to meet each other and get to know each other, so don't be shy. You know, come closer and that way we can interact. All right. Uh, let me show the images first, please. Oh, that's in, uh, in, uh, on this one, symbol one. I'd like to thank Surgeon's Lab for making this simulation system available to us. I'm going to do a little surgery here, so uh, everybody, the team, Lara, Gilda, everybody, the team worked so hard to make this happen. Unfortunately, we could not get a, uh, a neurosurgery microscope. This is a plastic surgery microscope. doesn't have that zooming ability, but I'll do the best I can for you here to help do that. Sorry, I'll take my tie off because it's hard to do surgery while you're, when you're not in scrubs. Uh, but, um, uh, but what I'm gonna talk to you about here this is a patient who has an aneurysm um, of the middle cerebral artery. is that bubble on the artery and uh, that's an aneurysm with two lobes in it right there you see that's the aneurysm right there okay and i'm going to be operating on that aneurysm on this uh, simulator here you see there are two main vessels there are three vessels the main vessels supplying the aneurysm with blood two vessels coming out of it we have to save all these three vessels in real surgery there will be tiny little perforators that we have to save as well so, when you're doing, oh, great. Okay, so, so this is the main vessel coming to the aneurysm. This is what we call the M1, whatever. These are two M2s inside the sylvan fissure. That's the aneurysm. I have to put a clip across it here. If there are tiny vessels here, like I showed you, I have to save them. Okay, so in real surgery, sometimes when there's a thin walled aneurysm, and it's ruptured. We put what's called a temporary clip. We put a clip on this vessel just for a minute or two to decrease the blood flow into the aneurysm. So when you're putting the clip on, it, it doesn't tear. Otherwise, it could tear when you're trying to close the clip. Okay. So temporary clipping is an idea that I want to talk to you about in a minute as well. But the idea is to come in here and to clip this aneurysm like that. Okay. So that's what we'll do. Alright. So we're looking down the Sylvian fissure here like what I showed you in the video. <laughs> So, this is your temporal lobe. This is your frontal lobe. This is a sylvan fissure, the space I showed you in the video of the actual patient. So, normally we open the sylvan fissure, there's arachnoidal layers here, and we're coming down this way. And we're already seeing the aneurysm here, okay? You see it's pulsating. These are the distal two big branches that are coming out of the aneurysm. So, before I touch the aneurysm, I have to see the main artery coming into the aneurysm. Because if it ruptures, I have to control that artery. So, I have to know where that is before I actually mess with the aneurysm. Remember, the aneurysm is very thin walled. So, if you do something bad, it could be a disaster very quickly. So, I'm going to come around. This is a frontal lobe. This is what's called the insula inside the sylvan fissure. Now, those of you who signed up with me to do the special sessions this afternoon and tomorrow, you'll get to do this. And I get to judge you and make fun of you. OK? All right. So, so I'm coming around this uh, a relatively large aneurysm. And I'm seeing this is one vessel coming out, this is another. The main artery coming into the aneurysm is actually down here, deep. Can they see it? Is it focused enough or not really? Can you see that? Let's see. No, the focus yeah so that's the whole aneurysm dome there this is one of the arteries coming out This is another artery coming out. I just don't know if you'll be able to see this artery down here. That is a main artery down there, deep, maybe hard to see, that's supplying the aneurysm with blood. So now I'm going to slowly look down here behind the aneurysm. You have some of that irrigation so this, this thing doesn't tear? Tear it is Professor. Yeah. Yes, yes. Please switch off the lights. Nobody falls asleep. So, just want to show you the potential techniques for clipping the aneurysm, and we will discuss this more uh, a bit later in the lecture here. But I'll show you. So, for example, I have already identified the main vessels that I'm concerned about, so I have to open this clip widely. I'm closing the clip slowly. Okay, now let me inspect it more. The, the, what this needs is a longer clip than we have here, what's called fenestrated clips, but that's okay. So now I'm seeing that this vessel is nice and open. This vessel is open. I'm trying to identify the vessel, the proximal vessel. Which is a main middle cerebral artery vessel down here, just right here. Let me just see if I can focus this a little better. So it's partially occluding this vessel. I have to pull that clip back before i do that i'm going to put another clip on well, this is uh, temporary do you have a long permit or yeah. So I'm going to readjust this clip a little bit, putting this temporary clip on. Yeah, so we're able to get the neck with two cross clips and keeping the main branches open. That's the main artery, that's the bottom division, that's the top division. And uh, if we have a fenestrated clip, we would go across this way and close that portion of the aneurysm. So that's the idea. Sometimes you have to reconstruct multiple clips uh, to do that when you're doing surgery. And uh, let's have the lights back on, please. Now, I'm going to show you a couple things. You guys will get to practice this yourself later, so it's not a problem. Okay, so you see the aneurysm we were treating was somewhat like this. This one has a very wide neck. So, I'm going to show you. The advances in technique and how we have developed this over time. You see, this is the aneurysm right here. Just like I was looking into it, that's the aneurysm right here. And those are the two main branches c coming out of the aneurysm, like I showed you there. This is a main artery, the middle cerebral artery, going into the aneurysm. Now, uh, what we wanted to show you in these thick aneurysms, if you try to put clips here, you can tear the aneurysm. So, over time, we have developed techniques to avoid that situation to make the operation less risky. So, you will see what I'll do here. Uh, so, this is uh, one artery, that's the other artery. Can you turn down the lights, please? You see, I'm dissecting this branch off the aneurysm right there. See, now there's this one and this one is attached to the aneurysm. The, the concern is if I do what I was doing there, start putting clips here, the aneurysm can tear. So, this is a, a technique that I have developed that I will show you uh, that will change this aneurysm configuration. And then I am reconstructing this aneurysm. You see, this is my bipolar tips. And I'm changing the shape and the size of this aneurysm before I clip it. Okay, so this is a technique that should only be done by very highly experienced uh, vascular neurosurgeons because you could really tear the aneurysm. But you see what I'm doing here? I'm changing the aneurysm completely, making it so much easier to clip within two minutes. You see how the aneurysm completely changing. Now I don't need these four or five six clips. It would be so simple to put the clip on right there, okay? So this is the idea of how we, um, uh, you know, can advance, we're advancing the field of microvascular surgery to, to be able to, you know, do this better and to be able to, uh, you know, reconstruct these aneurysms here. And you will see here, See, this is now a baby aneurysm compared to what we started with. Okay? So now, instead of doing all those clips I showed you around the aneurysm, I will just, you see, that's the aneurysm now. Now, it's so much easier and safer because I could see the arteries, I could see the perforators. Now, I'm putting this right angle clip on the neck of the aneurysm and cure it without the risk of tearing the aneurysm and having a disaster. By putting multiple clips and tearing the aneurysm, okay? So, um, uh, this is the evolution, the art of neurosurgery that as we have, you know, over time try to do this. Uh, as we're talking about simulation, and your generation is very important here for that, I wanna show you something else. This is a patient who has multiple aneurysms, okay? One here, and uh, I'll show you this one here and this here. You see what I'm doing now? First, we 3D print the patient's vascular system. So, this is the exact vessel of this patient with the exact aneurysm, 3D printed. Uh, and I'm doing this with my residents the day before surgery. So, we could look at it, not the first time in surgery, but we look at it the day before and know exactly the geometry of this aneurysm, flip it over and look at it from every direction which you cannot do in real surgery okay so it's allowing me to really understand it secondly we 3d print the patient's brain with the vessel with the aneurysm so every little vessel here capillary is 100% that patient's brain okay so here the day before with my residents i'm simulating clipping this aneurysm which is behind me with this Fenestrated clip and see exactly what size where we will put it. Okay, so this is uh, the the, uh, the the clipping and uh, under the 3d uh, uh, Model of the patient and this is the next day in surgery exactly the same thing Putting the clip around it around this vessel knowing exactly where it is Making it so much better for training and so much better for the surgeon you know History of surgery is very interesting. Uh, you know, my teachers used to say, You see one, you do one, you teach one. That is the old age, guys. You cannot see one, do one, and teach one. Okay, I mean, these are real human beings. So we need to advance the technology to increase the safety of the patients. And this is one of those ways. Okay, um, uh, medicine is, you know, behind my friends who are fighter pilots. They simulate everything before they do it. They don't get in a fighter jet and do something for the first time, okay? But in surgery, that's been the case for decades, right? So I think it's time to advance the training uh, to, to catch up with that, right? So that's the idea. This patient had multiple aneurysms doing that. So, as you saw, the problem is. When we're putting these clips on these aneurysms, if I'm occluding the vessel, one of those vessels, and my monitoring EEG SSCP is normal, I think it's okay. But as you saw in that model, part of that vessel in my first clip was kinked. And let's say I didn't see that, and let's say my e, the patient is general anesthesia, EEG SSCP is normal. I close. The patient wakes up with paralysis. It's too late. That vessel will not tolerate more than 60 seconds, 90 seconds of closure. You cannot go back to the operating room and fix a clip again. Okay? So, this is the, the thing that uh, my, myself and other vascular neurosurgeons have noted for years that there is a subgroup of patients, everything goes perfect. Monitoring is perfect, the patient has a deficit. What is causing that? This became a big journey for me in my career to really try to figure out the situation to avoid those few patients who have a problem so when i was in my training in neurosurgery we did a lot of these awake surgeries for simple tumors of the surface of the brain i started to think if we could do the aneurysm surgery awake that means if i have a clip not at the right place anything i know right away from the patient examination that way i know within 60 seconds and i can reconstruct the clip so this idea came to me so, you have to then develop a whole protocol and everything else. And I just want to show, share with you uh, why that makes a difference. So, you see, I'll show you why this makes a difference. This is again one of these middle cerebral artery aneurysms, okay, that we just showed you. All right, this is a patient with ruptured aneurysm. <laughs> this is the first. So, it was a part, part of a study, okay? So, neurosurgeons from around the world would come and watch and see how we do this, all right? Like it's very he seems comfortable, even though on the EEG, he's yeah, very comfortable. This patient is asleep, but he's not under general anesthesia. He doesn't have endotracheal, tube. He's got a mask on, and he's under sedation for the opening. Uh, as you know, the brain is very smart. It feels pain for everything except for itself. So once you go through the muscle, skin, and bone, the brain doesn't feel pain. So once you're in the brain, you're fine. Okay. So for the opening part, we sedate them. All right. Very comfortable. You see. That's great. So this is. So this is a controlled study. So we are doing the monitoring, EEG, SSEP, and we're going to do the, the awake exam as well. Okay. So here I am. So this is inside the sylvan fissure again, okay? This is our friend, the aneurysm, okay, right here. It has what we call those perforators attached to it. There are three vessels coming out of it, and there is a main vessel going into the aneurysm, all right? So I'm gonna tell you why this makes a difference in a second you see i'm working around the aneurysm i'm dissecting the aneurysm okay uh, right there this is behind the aneurysm you see there's one division um, uh, middle super artery there another one and third one down here is the main artery going into the aneurysm okay so in this aneurysm a structure that's wide neck that's very thin walled it's better to put that temporary clip on because any manipulation of this aneurysm can tear this aneurysm. So, I'm gonna put a temporary clip in a minute, I'll show you, on the main MCA. So, when I put the temporary clip on the male middle cerebral artery, how do I know the patient's getting enough blood flow to the brain that they're not developing a problem? Every patient is different. Some people will tolerate it, some people won't. I cannot keep a temporary clip in the middle cerebral artery if the patient is not getting enough blood flow, becoming weak, that means they'll have a stroke. Under the standard today, under general anesthesia, we're checking, e.g., sscp. If that's okay, we think it's okay. If it's not okay, we think it's a problem. But here today, I'm gonna to see the EEG and sscp, but I'm also gonna test the patient, which is the gold standard test because we know 100%. You will see what happens. So here I am. You see, there's blood here because this was a ruptured aneurysm. Okay. By this time, the patient is awake, okay? Because now we're in the brain, I'm talking to him and so forth, that kind of thing, all right? So let's go to the. Okay. I just. I'm just putting that temporary clip on the middle cerebral artery to decrease the blood flow to the aneurysm. Okay, that's me putting the temporary clip right there. Right there. Squeeze my fingers, Carrie. Excellent. The minute I put a temporary clip, we're checking. This is the hand motor area for the right side. He's moving his hand. I'm happy. He's got good blood flow. No problem. My monitoring people, EEG, SSTP, totally normal. Fine. We're good. Let's keep working. Well, great, See how I'm talking to him. See, I'm doing my technique of reconstructing this aneurysm. It goes all the way back. We're all happy. Uh, everything is going good. Uh, you, know, we're, uh, you know, we're talking about movies, that kind of thing i speak to my patients about. Uh, now, as i'm reconstructing this aneurysm, fingers here, you move these fingers. the patient says, i cannot feel my arm, i cannot move my hand, i cannot feel it at all. he tells me right away, i say to the, to the monitoring people, i said everything is normal. that is a problem the real test is him not being able to move his hand the monitoring is false positive right now okay false positive false negative all right so if i don't remove that clip right away then he won't have enough blood flow going to the brain okay do these fingers carry are, so i immediately you see he cannot move his hand so i immediately remove are, okay i immediately removed the temporary clip and in this case i'm going to have to finish it without the temporary clip okay but this showed you that the false negative of monitoring it fooled ready? us completely you Excellent. see the minute I removed the, I removed the temporary clip he's moving his hand again all right within seconds so it shows you that the current technology under general anesthesia is not good enough you miss this kind of situations now with him awake i know 100% had I been under general anesthesia, I would have left that clip on because they're telling me everything's normal. He would have woke up with a stroke. This was the phase one study that we did looking at these patients, okay? Now I'm clipping the aneurysm and everything, fine. I'm happy. I mean, I'm okay with it. I'm not going to take the risk of putting the temporary clip. Uh, and that's, it required two clips back to back, everything like we showed you now on multiple things here okay. so these are the ideas i want you to think about. You know, this is what we call ic angiogram. all three vessels are open. Uh, aneurysm is gone. this is the main middle cerebral artery that we had the temporary clip on and so forth. so the part of the study was, first, the committee allowed us to, to, to give them a report of first 30 patients. we did a week compared to general anesthesia literature in the United States and major academic centers in the country. So this was my first 30 patients awake compared to thousands of patients in academic centers in the United States. In every category, the uh, awake patients did better. In every single category. Stroke, death, modified ranking scale, everything. Those, so they allowed us to move to phase two study at that point, okay? Uh, this is uh, initial data of Phase two study, okay, uh, that involved a few hundred patients now. Uh, one of the students here is actually uh, on this. There are a number of medical students, residents, and neurosurgeons around the world in this study. We have a number of medical students in Europe actually also are involved with this, okay? So if you look at uh, risk of stroke in the literature, in academic centers, this is now for very complex aneurysms. This is not simple aneurysms. And I can explain to you what that means, but these are high risk aneurysms. In the general anesthesia, the risk of stroke is 12.6%. In our study, we had two arms: we had general anesthesia arm and awake arm. Uh, the risk of stroke was 10%. In the awake arm, was 4.3%. In the uh, more, uh, death, 6% in the neurosurgical literature, 2.5% in our awake arm, and 1.8% so this was a significant difference in outcomes. there's not many technologies or techniques who can have that kind of impact on outcome of patients. so this is an ongoing study. now it's in phase three, which is a multi-center trial. these are many of the centers are, uh, that are involved in this study. i'm very proud of the uh, students, residents, neurosurgeons from the united states and around the world who are involved in this. okay. okay. So, okay, I'm sticking to my time, Gilda, right? I still have 15, 15 minutes. <laughs> we bargained beforehand, I asked her, are we going by Italian time or American time? She said, today is Swiss time. We have to stick to time. All right. So sometimes you get this really big giant aneurysms that you cannot do this clipping. And you cannot do endovascular. So for that, you see this is a massive aneurysm. If you start Closing this aneurysm with clips, you're gonna occlude the main vessel and the perforators. For that, we do uh, a bypass surgery, which is taking a radial artery from the arm, attach it lower down, then attach it away from the aneurysm, replacing the blood flow to the brain, and close off the whole artery with the aneurysm on it. This is called high flow bypass. Uh, uh, I, I popularize the use of the radial artery uh, there were three senior surgeons before my time who were starting to do this kind of work. They were using the saphenous vein. I converted over to the radial artery. And this is one of our first cases of the radial artery for that aneurysm. Uh, so this is how we do it. This is anastomosis. This is how we attach a vessel. This is a radial artery being attached to the middle cerebral artery in the brain, okay? Uh, this is why I challenge you, the young people here, to think about this kind of work. Nothing will push you, push you to your edge than doing this kind of work in the brain, attaching vessels to each other. There's nothing in medicine that will push you to this limit, okay? You see how I'm attaching this vessel to that vessel with tiny suture here, okay? So that's extracranial to intracranial bypass um, uh, and so forth. This is a bypass that I developed that uh, GILDA, talked about. Okay. Uh, I have ten minutes, so I'm gonna finish with one case. There's always patients that you will remember the rest of your life, and this is one of those patients. And I'm gonna share this with you. It's a very personal story for me personally as well. This is a little baby. I was called about her from one of the major pediatric hospitals in the United States when she was nine months old. Okay. She had a seizure and she was discovered to have an aneurysm here. I said, She's too young. We usually don't operate in kids that are nine months old. Let's repeat imaging in six months. This was a six months doubled in size. That means this is a very high risk of bleeding in a 15 month old baby. Okay, baby girl. So uh, after many conversations, we uh, I want to show you what the problem here is. This is not one of those clipping aneurysms that I showed you. Uh, this is an dominant hemisphere the left side of the brain and unfortunately it's the area that's supplying the whole left side of the brain with blood let me show you what the problem is okay all right so we're looking from top down this is a front this is a back okay so, on the normal side, okay, you see the middle cerebral artery comes up here, normal, goes to the brain, no problem, everything else. On the abnormal side, you see the middle cerebral artery is coming up here, it's becoming this aneurysm, and the two main divisions supplying the run blood is coming out of the Sorry, this is like this, okay. So, if you go in and put a clip here, you close off all vessels, all blood flow to the brain. If you go in and put coils inside this aneurysm, you close off all the blood flow to the brain. If you go on into vascular, you put stents here, there's no stents small enough to enter this and go all the way here. There's no such technology that exists. So, I'm stuck with a 15 month old baby, aneurysm is growing. And there's really no clear cut option, okay? So the neurosurgeons who center to me know that I do bypass surgery. They ask me what can be done. And this was a very difficult thing. So I called the three neurosurgeons who are more senior to me, who are older than me, one generation, to see who do bypass if they ever had a situation like this. All three of them said, I've never operated in somebody who's 15 months old with a bypass we've never done that before so i started thinking so this was a plan at least she has the artery the procedure i, I developed called the maxillary artery i was going to bring that here attached to the side of this artery and then attach to the end of this artery meaning now the blood will go from here to this to this to the brain and then go this way, this way, this way to the brain through this to anastomosis. Then I can go in and close off this whole thing, the whole middle cerebral artery of this 15 month old. Easier said than done, but that's the only option I could think about at that point because this baby would die from this aneurysm as fast as growing. So I had to take a lot of risk, okay? So let me show you what we did here. So this is that maxillary artery in the little baby. This is the two arteries that I'm doing side to side anastomosis in the brain. This is inside the sylvan fissure. Okay. So I have to attach one artery to another here. Okay. And you will see I'm attaching one artery to another. This is 11O suture that is not visible by the naked eye. Okay? So you cannot even see it. And except under the microscope. So I'm attaching one vessel to another, and that's side to side anastomosis. Okay? And then I'm gonna take the end of that vessel and attach it to the top branch up there. So I attach to both major divisions. This is that aneurysm. First time in my life I'm closing off the main middle cerebral artery of a human being, okay? Because I've attached to both of these vessels. And this little baby, okay? Uh, it's high stress because this is, was uh, their first baby. The mother was six months pregnant for her second baby when I operated on this little child was, uh, here. So, attaching two vessels to the brain, creating new blood flow to the brain and closing off the main blood flow. This is her two, three days later after surgery. She became friends with my Romeo, my baby. That's my baby, okay? Uh, I've stayed in touch with them. Uh, this is her little sister who was born. She is, uh, wants to become a doctor. She has a Romeo doll. Uh, and I uh, went and visited them uh, a few months ago. And uh, she made this thing for me here. She's top in her class. We have completely redeveloped her blunt flow to whole whole brain new blood flow to the brain parent artery is taken out and it's the top of our class so what we do pushes us to the edge but you have to say i can do it i will train hard enough i will take the life of a person in my hand believing i can do it you, if i say no nothing can be done i'm saying this patient should go home and die okay at the same time, if I can't do it, I should be honest with myself, all right? So these are the things that I want you to think about, think about your future. If any of you start thinking about neurosurgery after I spoke to you today, please do talk to me during the next few days. We have a very special Congress in Florence in September this year. It's the fourth World Congress for medical students going into neurosurgery. It's students, medical students from all over the world will be coming. Uh, neurosurgeons from the United States, from Europe, will be teaching from Italy, from around the world. I'm bringing a lot of my colleagues from the US. I do hope those of you who have sparked a little bit of interest in neurosurgery would come. If any of you here are from Florence, do talk to me. We're trying to work with the various committees and teams to arrange a lot of things. So if anybody's here from Florence, I do want to hear from you about that. So that's four to seven this year in Florence, Italy. I hope to see all of you there this year. Um, I wish you the best in your career. Uh, you know, if you want to communicate with me, the easiest way is through Instagram. Email is very formal. Please feel free to contact me. I want you to dream big, I want you to believe in yourself, okay? And the one thing I want to say that uh, may be a bit sensitive. And I see this around the world. A lot of the uh, traditional neurosurgeons tell female students that they do not belong in neurosurgery. Do not listen to that kind of language. You are who you are, and you can become exceptional despite your religion, race, uh, creed, uh, gender, whatever. Don't let anybody bring you down and tell you you're not good enough. Only you can decide that. I wish you the best. Thank you very much. Thank you so much, Professor. Thank you so much. Thank you so much. I just want you to stay here so we can make a decision. Thank you so, so much. It was very... Oh. Let's go, let's go. <laughs> Um, it was very inspiring and engaging. It's really exciting for me to realize that uh, we really managed to have you here today, despite the vicissitudes. I wasn't sure we would make it, but we make it. So uh, when I met you in Hamburg, um, it's amazing for me. Thank you for always being available on our side. Thank you so much. So it doesn't, it doesn't end here. Now it's your turn, students. Uh, for good days of the congress uh, of the conference, you can try to clip an aneurysm too, under the guidance of the professor in the room um, 0 0.4. And uh, now we will have a little coffee break upstairs. So if you are, have uh, any question, you can uh, ask him. And uh, see you at 11 o'clock. Thank you. E ultimo annuncio. Scusate. Per chi ha acquistato nei giorni scorsi Gadget Moremed può andare in portineria a prenderli e invece per chi non li avesse ancora acquistati e fosse intenzionato a farlo potete ordinarli all'ingresso in un tavolo apposito. Grazie, e a dopo. Vi invitiamo a tornare in aula magna, che ricominciamo. Il congresso sta per... Okay, welcome back. This morning's session goes on with a lecture about uh, super microsurgery in treatment of uh, lymphedema with Professor Jaume Mazia from Universitat Autonoma de, Bo de Barcelona. And now I'd like to invite uh, Professor Giorgio De Santis. Full professor of reconstructive plastic surgery and director of the Leeds School of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Federated University of Modena, Bologna, and Ancona. He has been the director of the maternal and child health department for six years, from 2014 to 2020, and he was the president of the Faculty of Medicine until Montagu. He is the current uh, director of uh, the general and specialist surgery integrated department of uh, Modena Polyclinic, and uh, in these months uh, uh, you have been a, a very big help. So <laughs> we are very thankful. Mohamed Committee will uh, be forever grateful. Thank you. Thank you, Gilda, for these kind words to me. It's been a pleasure to work with you. And uh, good morning to everyone, and also to the authorities that left a few minutes before, the rector, which honored is present to this important meeting, the major of the city of Modena, the General Director of the Hospital. It's a great privilege for me to introduce Professor Jaume Mazia, which I know for more than 20 years, and he's from Barcelona. He's professor of surgery, professor of plastic surgery, is director of the training school of uh, plastic surgery, one of the most important in Barcelona, and of course, is a, a true innovator in the field of uh, uh, microsurgery. By the way, is also director of the European Accredited School of Microsurgery. As a past president of the Faculty of Medicine, which I left uh, about one month ago. I was asked by the committee, the organizing committee of MoreMed, to try to find some good uh, uh, clinician, scientist, innovator uh, with new technology to present to this uh, young and distinguished uh, atmosphere of students. And without any doubt, my mind went directly to Jaume Mazia because in the field of the microsurgery, which is my favorite field of the plastic and reconstructive surgery, also being a, a true innovator, it just opened new roads, new way, new field of action of this beautiful discipline, the super microsurgery of the lymphatics. Many of you may not know that the primary and secondary lymphedema, for example, after mastectomy and radiotherapy, is an annoying problem. It was called no man land. No one knew what to do with this big arm, big legs after radiotherapy of the nodes of the groin of the axilla and, and this became a chronic problem for this patient without mainly no solution the solution came through a very specific way of approach in which mazia has been a, re a real pioneer actually together some japanese uh, uh, professors as well and they started to explore the possibility to shunt, to shunt the, remaining, the remaining channels of the lymphedema uh, limbs by passing them to small venulas. This operation, which in words seems simple, but in, in the reality is not, uh, bring the lymph to move the lymph from the compartment to another one going back through the vein. And this with a good improvement of the limbs' symptoms, slow but always present, and the patient are happy. And finally, we find a kind of solution. We see a possible solution to this medical problem which. Had no solution till now. And of course, together with this uh, uh, new technology, also the microscope technology had to change. So, this new microscope that we use now, they reach 70 80 magnification, which means very talented and experienced microsurgeon. This is called super microsurgery. I don't want to take much time to to Professor. What I want to say is that the super supermicrosurgery will open a very very large possible clinical field, also in the in the field of node, lymph node transfer, which is another another chapter of oncology that can have a very good. Uh, um, Improvement in the following years. So, we are talking about a new technology, a true innovation, and have with us a true innovator, and will explain how he reached through the microsurgery to this new frontier. So, it's a pleasure to present him a friend, a scientist, a very good surgeon, Jaume Mazia. Please. Thank you, thank you very much, Gerace. It's a pleasure to be here. Thanks for your nice work, and I must tell you that this is one of my probably most challenging, you know, uh, talks. Why? Because you know I am talking mainly with uh, in front of uh, medical students, and that talk it should be in one way a little bit inspiring, and in the other way it should be something new that you can learn from my experience. And I, make, I should do all of this attractive because on the other hand you are going to be sleeping or watching the mobile phones. But anyway, let's go to try to do this um, kind of things. Uh, yes, like this. You know, uh I am going to try to to give I don't know advice, but something like it it was to my young self. And the first thing is that you know. I always say that it's better don't give any advice to anybody. But what I can do is to show the way that I learn and I am arrived until here. And uh, why? Because sometimes it's good just to know what the previous people have done in uh, in order to build your own career and to know a little bit uh, or learn from the mistakes of the other people. In life and especially in medicine. It should be everything starting as a dream, and this is very important. As a young people, you need to be, you know, big, big dreamers, and you need to. Once you have the dream, you need to believe in yourself, and obviously, you need to work, uh, work hard to achieve your dream. When I was a medical student, like you, I I wanted to be a plastic surgeon, and. Um, everything started obviously in a place like this, in a medical school. I did in a uh, medical school in University of Barcelona. In a moment that there was no Erasmus program, there was no internet, obviously there was not uh, Instagram and social media. Uh, and and uh, at that moment, it was not easy to travel around the world to learn something uh, outside, but I did it, you know? Learn, you know, writing letters and sending uh, finally a contact you know, with the University of Copenhagen, and I went there. I spent like four months in Copenhagen, and then uh, my second travel as a student was in in Oxford University, and that place for me was the key point, was the spiring point, and I met this guy Mike Pool, Professor Mike Pool. He was the chief in in Oxford University, and and because from his work, I. I decided to be a plastic surgeon. And just by chance, 40 years later, that it was uh, two years ago, I met him in London in the Royal College of Physicians. And, and it was very nice when you meet somebody that obviously he didn't remember me, uh, uh, and, but for me, it was uh, like the, the, the reference for your life and this is what you need to find you need to have a dream you need to get inspiration and start working because at the end the key of the success is like an iceberg some people said oh look at like giorgio professor giorgio de santi how, how good he is he was lucky it's nothing about lucky everything is about that it's about dedication hard work discipline you know failure because you need to, to fail to, to learn from your mistakes and obviously, you know, uh, a lot of sacrifice. But if you do well, little by little you can, you can create your success. And what is important is try always to be you. You cannot be Professor DeSantis. You are you, and everybody has their own way to greater success. When I started my training in Barcelona, it was like a, in many other places in Europe, especially in Southern Europe, you know, there was minimal support for innovation. It was minimal support for young people. The professors in that time they wanted to do every day the same. And when you wanted to do something new, you never had any kind of support. Even sometimes they put, you know, some, you know, walls in your career. And then obviously when you are in the in that kind of way, there is one possibility is just give up, say, okay, I'm going to do the same. Or the other possibility is say, no, I don't want to do the same. I need to get more training. And again, I can move even if I don't have money and facilities. Uh, and I was lucky because I went at that time to Glasgow, to the Cannesburg, and I met people like Martin Webster, that it was in '94, '95. It was the real beginning of the Perfecto Flaps. And that concept that this is the, the perforator flap you know scheme in Europe know many people knew and then I become completely excited. and then I learned myself, you know little by little working with rats and, and, and taking notes of everything. And when I went back to Barcelona, even I was still in training, I found the possibility in a little hospital south of Barcelona, uh, because I met a uh, gynecologist uh, and, and, and I said, If you want, I can do a, a breast reconstruction, something new. And the guy said, Yes, why not? And that was my first patient, 1998, in a very little place. And I did the first DAP flap. It took me like 12 or 14 hours because I was completely alone. And this is when I finished at 2 o'clock, you know, and this was my friend who gave me the possibility to do that. And then, Obviously when you have you put um, the first step you need to what you need to do is to share your enthusiasm and your passion to get more patients, even if it's for free and, uh, and, and especially when you do your work alone it's not easy you know to work alone is not easy because it's hard work but why because obviously you have no experience you do mistakes you have problems and then when you have problems what happens normally is the people who don't believe in your work. Mainly the senior people say, Look at that, the super microsurgeon. And everybody likes to see, like, this guy hanging from the, heart, from the neck, and everybody's dancing around you say, Look at microsurgery shit, it's better to put an expander or to, put a, to do a latissimo dorsi. Because when you do something new and you do a revolution, there are many people against you. But you need to be strong and believe in yourself and then look for more help. And if you need to go to another place, always in the world there are nice people that they like to share. And then I went back to Queen Victoria Hospital and I learned more about microsurgery, more about the AP flaps. And little by little I was getting, you know, uh, some kind of experience. And when you have experience, you need to publish from the humility. You cannot be professor when you have done only 15 cases. You can be professor when you have, you know... 25 years of career and you have thousands of patients. And for humility, you can present like what was my first presentation, my first 16 DAP flaps, and the way that I learned. And then little by little you are getting all, and then is when you can you can even, you know, get more experience. But the experience normally is from your mistakes. Look at that that DIP flap that I make in in 1999. And at that time, because I was young and I was not strong, you know, one of the mistakes that when you are, when you are young and, and, and weak, is you are contemplating your mistakes. And, and the mistakes, they then never accept contemplation. You need action. And look at happen, what happened when it's contemplating a problem, that the, the, the problem become bigger. But at the end from this bad case, I learned, that i need to fix my drains, you know, because sometimes the drains, they are going to suck this little vessel that you are using. and then still now i have always double fixation of my drains. and this is why you need to learn from your failures, because fail is good. don't be afraid to fail. and never relax too soon, because this is a picture from 2001, when everybody was happy, and suddenly the flap was on the chest of the women, and whoop, the flap went down to the floor. And obviously, then you broke the, the micro, microsurgical suture, and then you need to do, you know, a kind of uh, of um, graft and make more difficult. At the end, it's and nightmare. When you are young, they are good. Why? Because nobody is perfect. The only people who has no complications is the people who do nothing. When you have Surgery, you have complications. And this is what also I learned from another big guy, Luis Vascones from Alabama, Atlanta. He always said that look at the free flaps, they die in the operating room. But I like to say that no, they don't lie in the operating room. They die the day before. Because it's when you don't have your brain in the surgery in the thing that you're going to do. This is the first mistake. You need to be concentrated. You need to prepare your brain, you know, to understand uh, what focus needs to be. And then look at this is another mistake. One day I was doing that perfect flap, beautiful, easy. But when I was shaping the flap, I cut, you know, by mistake the main pedicle. Then again, and a stupid mistake that at the end it takes a lot of uh, effort to, to solve. And then at the end, who is suffering is the patient. Like this, I lost 50% of the flap, and then you need to put a lot of effort doing fat grafting. And what is important is never stop to give support your patients. For your complications, nobody complains if you are close to your patients. This is, you know, the worst mistake that you need to avoid to do. If you are a big name, very huge experience, that believe that all the possible mistakes are already behind you. And this is why I learned from people like this. Professor Fu Changwei from Taiwan. At that time, I was very young, and he said, no, the only important thing is reconstructive, you know, cosmetic surgery, be stupidity. No, this is another mistake. You can learn from everywhere and everybody. And, and I learned from him that you should do, you know, the reconstructive work uh, in the best way as the most demanding cosmetic surgery. And, and from all this, one day when you have enough, you know, experiences, when you can start, you know, promoting some teaching, opening your, your doors for the new people. And this is one. In 2002, we start with this Barcelona press meeting with not many people. And, and after 20, you know, one years, every year we have more than 400 people coming to Barcelona to see what we are doing. And this is what we are doing. We do everything because the important point is again, even something you believe that you are doing the best, always have your you know, windows open to see what is new and what is coming, and you need to try the things to say something is good or not. it's like food. you never know if it's good until you try and you put it in your mouth. and then when you do these kind of things in the right direction, you can achieve nice results. the excellence, that is something. That we want to do, and when you become that, wow, I am doing the best, doing breast reconstruction, nobody can achieve the result. You need to open your eyes and see your patients. And then you realize that still we have you know, things to do in our in our patients. That we have, for example, this big sequela of the breast cancer. And this is why in 2005, you know, I started to work in, in, in this difficult field that is the lymphatic field that not many people believe. And after, you know, nearly 20 years more, you know, I can share with you the right approach to the lymphedema surgery. This is the book that uh, we wrote a few years ago. But going back to the lymphedema, that even know you as a students, many of my colleagues, they say, no, lymphedema is not important, There is not. When you see the lymphedema, lymphedema is one of the biggest problems in the world. Three hundred millions of patients have lymphedema, three hundred millions and in Italy, you know how many people you have with lymphatic disorder in Italy? No, but I am going to tell you more than two million people. you know this is amazing. why? Because you have many patients that you can help, and also this is an amazing field that you can grow up and you can do research and you can get this excellence and then you can open your a fantastic, you know, own practice more than that. And believe me, this is for especially new generations, this is one of the most exciting and fascinating fields because there are many patients from breast cancer, from prostate cancer, from ovarian cancer, from melanoma, from primary disorders, it's full of patients around that nobody is doing anything. No one is doing. Why? Because still now, when you say no, because now with the sentinel biopsy, we only have, you know, 5%, five, 6%. Five percent, percent. This is not true. In everywhere, you have the same. After three or four years, you have, you know, at least 30% of lymphedema only, you know, from breast cancer axillary clearance. If you put some of them like ovarian, you have 50% after, you know, um, parailiac axilla uh, clearance and radiotherapy. And this is why in 2005, I invite this little guy that is here in the middle, Professor Koshima, one of the most clever people that I had never met in my life, and I was assisting him in the surgery, and we make the first case of lymphedema south of Europe, you know, and, and I look for him, a very difficult case, primary lymphedema, lower limb lymphedema, Antonio from Malaga, and, and he did an anastomosis, and that was the result. And honestly, I was a little bit, you know, I cannot say deceptionate, but nearly said there is nothing. But the patient was extremely happy. Why? Because after 20 years, it was the only, the only time that he reduced a little bit the size of this leg. It means something that for you, is nothing for the patients can be a big change. This is also what you need to open as a potential new doctor. Listen to your patients. Because the problem now is that the, the doctors we don't listen anymore, the patients, because we are something between the human and God, are the doctors, and more if you are a surgeon. And then is what I did in that time, 2005, when I after to do this first case in Barcelona. And then I said, I need to see what the other people is doing in the world. Again, when you have something, you need to check what is running behind you. And there was these five faces that it was, you know, uh, Corinne Becker in Paris, Conradino Campisi here in Italy, in Genoa, uh, Baumeister in Germany, uh, Hagen Bronson in Sweden, and Professor Koshima in Japan. And then what you need to be is be critic and assess. You need to read all the papers, you need to go to see visit them and then from your side you need to take decisions. Obviously after to read all the papers and visit all of them I realized that at least for me the only right approach is was the Corinne Baker and the Professor Koshima, what Campisi did I didn't like it, what Baumeister did didn't like it because for me it was not logic and life is logic and then it's why I choose these uh, three names because Hakam uh, um, Bronson is just doing this kind of liposuction. But the funny thing at that time is these three or five guys. There was like Taliban's. There was like only believing in one technique. And when you were talking with them, say no. The only approach is mine. No, my only approach is mine. And when you have people like this, this is not good because no one has the truth in medicine. You need to listen to each other, and you need to start building. What we did in Barcelona at that time, it was a very old technique. You know, it was the Charles procedure. What was that? It was like kind of the bulking. You will see now. Look at one lady like this. What we did we prepare first. We took out all the skin, like you know, the prosciutto di Parma. Keep cutting very thin, keeping keeping the. The skin, and after that, we make this kind of very aggressive dermolipectomy, taking all the subcutaneous tissue. And then you can see this huge, you know, this is the cover of the leg. And then what we make, we graft the leg, and that, you know, that was the, the immediate result. Look at that. And then it's what we could offer to the patient. You can imagine? This is like a, a pirate, no? It's like a Una pata de palo, no? I won't say it. Una pata de, de madera, wood leg. This is a disaster, and this is why I when I when I start just again traveling around the world, visiting Koshima, uh, visiting Corinne Baker in Paris, inviting them in Barcelona, and then the funny thing it was when I invite them to Barcelona to do surgery. I never get, I never got the results that they said. And do you know why? Because sometimes when, when, when one surgeon or one doctor describe a technique, it's like when you have a children, you know? When you have a child. For, for, your, for your parents, you are the best, the most beautiful girl, the most beautiful man, the most clever, but this is the same. When you have, and you have, have done, create a technique, this is the best because it's your idea, it's your, it's your baby. But you need to be critical and sometimes you know, you have a, a girl or a boy that is not the most beautiful or not the most clever. you love them, but it's not the best. and this is why all my life, at the beginning, i was, you know, playing, you know, between corinne becker and, and Isao koshima. this is in the world um, congress of the, in finland. And, and then little by little, i was opening my career because you need to listen, but you need to be critical. and when you see the two techniques, the one that it was Corinne Becker and, and Koshima. you see that is, it was nothing new. In fact, Sir Harold Gillis, in 1935 described the same procedure like Corinne Becker and, and Yamada did the same in the, in the end of the '60s, what Koshima was doing now. And why? If that techniques in a moment didn't work, why now we can re recover these techniques? because technology is changing It's what well, like professor you know the said now we have this kind of ultra fine micro instruments we have you know needles and sutures of 12 holes, something that is 30 micros that you cannot see if you are not under the microscope and, and look at that this is the tip and for you it's very difficult to see the needle and you have these high-definition, you know, microscopes like the Mitaka or the new device, um, things from Zeiss. But the most important thing has been new, completely new technology. This is the ICG technology. This is something that I learned in Japan, and I took the first one in Europe in 2008. And this is a simple technology, but allow to see and to study, you know the lymphatic system is the eye that not only find the, the lymphatics is the eye who make unstable these lymphatic disorders and i am sure that that you in the anatomy you know uh, lessons nobody explain you this how the lymphatic system is working the lymphatic system is a very fragile and a system that they have capillary lymphatics that they cage catch the lympha, and now from this capillary lymphatics the lymph go to lymphatic system and then is, is, is the lymph is going to be transported from one lymph node to the other with these contraction movements because you know it's not like the vascular system that you have a pump and then little by little all this lymph move from one on to the other side and finally arrive to the, the, the thoracic duct and arrive to the venous system and this is something that at least when I was in medical school, nobody explained me, and I am sure that not many has changes has happened after you know 40 years that when I finished. And this is important. Why? Because you need to understand how we create the lymphedema. When we do an axillary clearance, what we do is we remove the axillary nodes from the axilla, but these axillary nodes are like a roundabout. You know, they they took the lymph from the breast that potentially it can be, you know, with a oncological metastasis and also have the lymph from the arm. and if you remove this, what you are going to create is an interruption. and the other important point is what happens when you have an interruption. Is the, the, the thing is there are many things are happening in the arm. it's not like only like a sponge that is becoming big, full of fluid is because the lymphatic system is going to be sclerotic little by little from proximal to distal and also there are going to be many histological changes on the fat of the arm and this is why you know the lymphatic system it should be you know solve the problem as soon as possible because if you live long time what you are going to have is a complete sclerosis of the system and this is what in two thousand eight we start to propose this Barcelona cocktail and saying, okay, what we need to do is not to do what the people in Paris are doing, not what the people are doing in in Japan. You need to do the right approach and you need to understand and many times you need to combine the techniques. And then it's when we create this algorithm that is more or less what everybody's doing in the world. And with a little variation, but the key point of this algorithm is not to put under this mitaka that professor Desantis has now in here in Modena. The key point is to find the healthy lymphatics, and this is what the people they know how to find. This is a healthy lymphatic. You see how the lymphatic is moving, is is contracting. This transparent tube that is very fragile and very thin is the most important thing that you need to find. And after that, obviously, when you know that the lymphatic system is functional or non-functional, you can take decision. When the lymphatic system is non-functional, it means that I cannot do anything because everything is, is like wood, is when the only thing that you can do is, you know, a liposuction. This is the way that we do this ICG assessment. You see how the lymph is moving? It's like a, something, Fluorescent is moving. And then we also use this lympho MRI, something that not many people are using. And then with all these two techniques, we can assess perfectly every lymphedema. And then it's when we can take the right decision. And then it's when in a patient like this, like this um, lady, that this is an ICG, you see that only the hand and everything is black it doesn't mean that in this arm there is no lymphatic system working and then it's when you are going to do a liposuction something that is extremely boring because liposuction is the most boring technique even some people do because they give money taking the fat out of the people but look at this is one leg from a lymphedema patient one leg from like the same arm from the same patient, obviously the lady died. I didn't cut the, the arm to show you, and, but you can see that in a lymphedema patient, you have like three times more fat because the lymph, when the lymph spent a lot of time with the subcutaneous tissue, what is provoking is a kind of, you know, lipogenesis and is stimulating this fat. And this is the boring liposuction, and then with this kind of boring liposuction obviously you can improve the results and you can take all this fat and the patient is not going to be completely normal but at, the, at least you can reduce a lot the, the problem when you have lymphatic system like this lady you see this is not completely black you see that there is lines going up this is a lymphatic system is when you can do what we say LBAs lymphatic venous anastomosis is a kind of you know, bypass between the lymphatic system and the venous superficial system. And you will see here, this is the mapping of the, of the patient with all these lines. And we know exactly the, the points that still there are lymphatic channels working. And then is when we can do, you know, um, this kind of anastomosis, you know, end-to-end, end-to-side. And then you can, you, can, um, you can check with the ICG and then is when you can get this kind of, of results. This is the lymphoma, But you can see here after, you know, three anastomosis in a very short time, only two months, how is the reduction? Here you have another example. You see the green line is the what we are marking the ICG. And then when we make the incision, just down the skin, you know, about about two millimeters down you can see these beautiful lymphatic channels transferring tubes and then you have a nice mitaka and nice music especially from the rolling stones you can you can do this kind of anastomosis and then you can see here this is anastomosis is working yeah i spoke in the video you see that this is a, an incision of only one centimeter we put a little bit of dye Blue dye to see better. Now we open, we open the, the dermis. This is the dermis. We dissect a little bit the fat, and then you see this tube. This is the vein. And a little bit deeper, this is the vein that we are putting a clip. Check, check, check. And then a little bit deeper, you are going to see, like now in blue color, the lymphatic. And then you clean the lymphatic. And then this is the bit of lymphatic. And then you can do the anastomosis and then this is a very it looks simple but it's uh, quite trivial because, because these vessels are 0.45 millimeters and then you can get this kind of result you see with one side is the lymphatic the other side is the vein and then you can see how this lady improved in a very short time from 25 to 19 and then you can see this lady two years later completely you know normalized why because we make the right technique in the right moment and then the people they can do this is our first line of working lba something that is very technical but everybody can do if you invest time you know training yourself when the patient they have some kind of a problem with a scarring tissue with kind uh, of radiotherapy we can add this lymph node transfer lymph node transfer this is the concept of corinne becker or sir harold gillis take Lymphatic tissue from one place that we miss, and we put and then wait for this neolymphangiogenesis. That was our first patient that we did, you know, um, uh, before the lady had the AP flap. That was the, the, the picture before. And then the concept was taking these superficial lymph nodes from the pegastric system and putting in the axilla. And then you see this is the lymph nodes with the vessel we put on the axilla and just close and wait. This is the technique from Corinne Becker. And my main worry, it was not the improvement because when you see the result, can you see big difference? Can you see the big difference? Say no, because there is not any big difference. You know, because, but my main worry, it was not the big that there was not a big improvement. My main worry was what is going to happen with the donor site? And this is what always you need to avoid. When you do anything in medicine, help the people, but don't put you know, in more problems in the life of the people. And do you know what happened in medicine? That nobody likes to publish the bad results, nobody likes to publish the, the complications, because everybody wants to be a super surgeon, a super doctor. Nobody wants to show how bad they are. and But then when you look, always there is somebody who is at least publishing the bad results of the other people. This is one of the publications from the French vascular group in Paris that the public complications from Corinne Becker. Or, you know, there are some other publications in, in Chicago. And, you know, this is only the tip of the iceberg. This is that technique. It means that potentially it's risky if you don't know how to do well and this is my revision of 400 patients that I did in 2005-2018 and this it was my first publication on lymphatic it was one of my donor side lymphedema i have only one and it was published because you know you must show to the people the people that you never must be afraid to publish complications because from the complication the people can learn more than uh, that from the good results, and then is why we develop a system to try to avoid that. We develop this CT Angio, you know, um, assessment of the lymphatic system. You see that the lymphatic system is extremely variable. You have different distribution of the lymph nodes. You can see that in one side you have two, and the other, the other side you have like nine. Uh, lymph nodes, and then is when you can choose the, the good area. And then also, we do this kind of intraoperative mapping of the um, of the site. We put ICG distally, and that just before to take the lymph nodes from the, from the inguinal area, we check that they don't have receiving lympha from the leg, and then you can reduce the, the risk to develop lymphedema. And this was published in the PRS, and you can see. You know, this is the tissue that we are taking, and then is where we are checking before. And then, you know, that is another case that we did with this new concept, not the Corinne Becker, because, you know, we took now the lymph nodes plus a huge piece of tissue, and then you can see that when you do improvement in the techniques, you can see better result. You can see that the result improve a lot. It's not perfect, why? Because the lady had some fat hypertrophy and this is why the essence of all surgery is anatomy. and this is why we need to understand the lymphatic system is not only about lymph nodes, it's not only about channels, it's also about capillaries. and this is very important to keep the concept of this afferentization of the lymph nodes. this is a lymph node. but if the lymph node don't receive lympha, it's going to become dead very soon. and this is what there are many people in europe now doing lymph node transplant to be just dead lymph node transplant and non functional ones but this is why you need to be critic with all kind of publications and don't be afraid to make your own you know uh, research and to learn and this is why the concept of the lymph node transfer is a wrong concept and the right concept is the concept of vascularized functional tissue tissue transfer and this is why we are doing this is a you know that see this is the corin becker concept this is the right concept when you need to put lymph nodes some tissue around with the nice axiality and this is again and, 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 and why, how important it is to understand what you are doing and why? Because nowadays in the world you will see that happening all the specialities when, so when something is very new. Everybody has the want to have their own technique and their own approach. But unfortunately, some of the approaches are wrong, and this is what happened. And this is why, for me, this kind of the submental lymph node transfer or the supraclavicular is bullshit because never can work because you cannot add tissue to keep these lymph nodes afferented. And this is why, you know, in, in all the, the, the real, you know, high-level lymphatic meetings, we have big discussion. But little by little, everybody is going in that direction. Another, another important concept is just see what the people did before. Look at this is one concept that, that this guy Kalima in, in, um, in 1996 described. And he described that only cleaning the, the axillary vein, reducing the, the venous pressure, you can improve the lymphatic, uh, the lymphedema. And this is what, how important is just to clean all this vein and to take this tissue. And this is the, you see the vein, the axillary vein, and you need to be a brave, you know, surgeon. And clean and remove all the all the scarring tissue. And obviously, you have risk to make a hole, but this is part of the, of the game. And this is why you need to have you know, the, the you need to have the knowledge to repair something. And then you can get very nice results and you can improve quality of life of the patients. And you can see here how this very quick is working. It means that the lympha you can see how it, through these channels they are working to the trunk. At the end. You see this is a very complex and still many different approaches, many different views, but this is why it 's good because there is a lot of work that you can do, and this is a lot of things that you can you can improve. That is the first publication in one thousand nine hundred and thirty five from Harold Gilis and for thirty five to now we are in continuing evolution, and this is why. At that time, what Carlos did, did Gillis did, it was not working. But now we can improve in one shot. For example, this kind of patients: she has amastia, young patient, and she has lymphedema. And in one surgery, you can do breast reconstruction with the AP flap. But you know, with, with, with this lympho tissue transfer, you can improve and you can create a new breast and you can get. You know the solution of the breast. Or oh, look at this lady after one Ewing sarcoma resection. You know they break the lymphatic system on the on the, um, on the thigh, and then what we make we make this kind of you know uh, tissue transfer plus LBA, and then we recover totally the transfer from the lympha from this leg to the trunk, and you can see that you know in only six months. How the lady improved. This is before and after, and you can see that the, the knee was full of fluid and the knee now is perfect, and the same with the ankle. And then why? Because we create you know, new pathways to remove the lympha outside of this interrupted lymphatic system from, from the leg. So, this is in fact what we can do. But the most important for your students, you need to be critical. With your work, and don't be afraid sometimes to questioning what the professor said. If professor Desantis is wrong, you can just raise the hand and say, "I believe that is not totally true what you said," because uh, it's the only way to move the knowledge down. And this is why from the beginning and you see the, the evolution of the publication, you see that in the, last, in, the, in the last ten years we have many publications, but when something is published it doesn't mean that it's true or it's right, because there are many publications that they are wrong. And this is especially what happened when it's a new emerging field like a lymphedema, that the, the many times the reviewers... They have nothing, no idea about the, the subject. And then you can see that sometimes that we create in the last 10 years, we have done a big, big academic library of bullshit behind lymphedema surgery. This is why you need to be very selective to choose the papers because 60% of the papers, they are completely wrong mistakes. But this is why, when you don't understand something, you need to go to the original source and see the people. This is 2010 in Barcelona. I invite Corinne Becker and Koshima, put face to face and say, why you say that your technique is the only one and, and I think we can combine. And then this we did later in 2012, 2016, and now everybody is combining the technique like we start to say. The important point also when you are working in this, you know, field that is a very difficult field is even if you are the most ambitious, the most clever surgeon student in the world, you need to consider that medicine now is too big and you need to work in a team work. This is why this super micro-surgeon solo never works and you need to have a, a lymphedema team approach. This is all the people who is working in our lymphedema unit. You know, specialized nurses, physiotherapists, rehabilitation doctors, dermatologists, vascular surgeons, and especially the radiologists, because the imaging is becoming essential for all kinds of surgeries, not only for lymphatic, for cardiac surgery, for general surgery. And then it's what is important, you need to create a nice, you know, team atmosphere. And, and, and then it's the only way that you can prepare and you can learn and you can get the data and you can be very critical assessing your results because at the end, you will see that many people say, "No, I don't have complications." and you go to visit them and in three cases they have two complications. They say, "My God, and this is the only complications is when I am visiting that professor. And be persistent, be persistent is don't worry. you know sometimes the, the, the things they are not, Perfect. They are not always well. And look at this lady. I did a lymphedema, primary, primary lymphedema in a lady 12 years old. I did LBAs, and she was very nice. You know, from the 12 years until 16, and this is you know you know four years later, and this is the six years later, eight years later, and then the thing is that you know uh, one day she arrived when she was 22. And she had nothing wrong on the leg, but she has vicinal lymphorea. Why? Because this kind of, you know, lymphatic malformation, they are completely crazy. And then you need to go back and you need to think how I can do. Nothing is described on the literature, but you need to think how I can do. I did kind of LBAs in the in the inguinal area just to try to move the lympha from all this pelvic area to the venous system. One year later. The lady came. Oh, I have again, you know, more vaginal lymphorea, and then what can I do? Because uh, I have no more. But you squeeze your brain, and I said, okay, I'm going to try to make a, this kind of interposition, you know, lymphatic tissue uh, from one, you know, skip you know, one one uh, epigastric area to the, this, this to the contralateral and then we took this flap with the axiality, and we put on, on the connecting this inguinal area with the trunk and finally the lady improved and after you know at least you know two years more the, the this you can see the lymph how is this fluid you know this transparent fluid going out and you can see that this is like a, the Niagara Falls is, uh, and the lady couldn't live, you know, 22 years lady she couldn't live. And then we make this difficult surgery, but at the end we create, you know, a system to evacuate the lymph from all this pelvic area to the trunk and the lady at least now, three years later is, is happy. But it's not enough when you do, I am treating, I am improving, yeah, but it's not enough. You need to go to the, the real key of the problem is when why we create the lymphedema because we destroy and if we destroy why we cannot repair at the same moment and this is why a few years ago we started to work again in a new field that one we cannot to do the you know uh, repair of the lymphatic system and 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 trying to avoid uh, and and that was also challenging and again, what you need to check the idea, who put this in idea, it was francesco bocardo here from genoa. he put a nice idea, but for me that the technique it was not the right one. and this is why when you don't agree in an idea, you need to improve. and then is why in, um, in 2009 we started to work with this total breast anatomy restoration. And more recently, we moved to this tiller approach. That was the original idea. Do the opposite, like that the oncology surgeon is doing. They take out the breast, they take out the leaf, they cut the connection with the lymph nodes and the arm. We are going to do the opposite. We put a breast, we put a lymph node, and we connect with the arm. And that is a fascinating surgery, very beautiful. You see the mastectomy. This is the mastectomy axillary clearance. You need to isolate the vessels, and then you need to to take and dissect the lymph nodes attached to the, to the tissue that are going to the breast. you need to dissect this transparent tube that is the afferent, and then you need to move all this tissue to the breast, to the chest, and to the axilla, and do this kind of you know, lympho-lymphatic anastomosis that they are very difficult, and at the end, in one surgery, you restore all what the oncology surgeon is going to destroy. but, you know, even this is a good idea. You need to be critical again with your, what you are doing. And that, that, it was a fascinating idea, but it was a, some drawbacks. The first, that that surgery was the mean, the average time it was 14 hours. And obviously you cannot do to everybody 14 hour surgery, but on top of that, you have a high risk to, to devascularize the lymph nodes when you are looking the afferent the, the vessel on the, on, the, on the lymph nodes. And then when you have a good idea, but it's not good enough, you need to be brave to say, No, I am not going to do it. I need to look for something else. And then you need to go back to the essence. Again, a study, we, we went back to the idea of Francesco Bocardo, and then he said, OK, the idea is good, but the technique is bad. And not this bad because I say it, because also some of the experimental work has proved. This is a work from, from Takumi Yamamoto from Japan. And obviously this kind of implantation of the lymphatic system in a, in a big vein is, is, a, is a technique that has a higher risk of thrombosis and also difference of, of, of vein pressures. And then what we propose to do, the same idea, but doing an intima to intima coaptation technique, that this is the right way to do microsurgery, and then not to do in all the patients, to do only in the patients that with they need it, and then is why we create this stiller. And even Bocardo and some of the other people, they publish acceptable results at the beginning. You need to read and be very critical because you will see that these papers have a very low you know, number of cases and a very, very short time of follow up. And you see the, the same numbers that it was 4 9, you know, there is a recent publication from the Slow Cutting Center that they, they proved that. After three years, all of these techniques they are dead. Why? Then we were right in the way that the idea was good but technique was bad, and then is why we propose this targeted axillary repair that is based on this, you know, modified axillary reverse mapping. I am going to show you what we do is we check the vessels, which is the direction, and then we remove the axillary nodes, and then we make the repair at the same moment we don't do this in all the patients. we do only in about 40% of the patients that they have, you know, the axillary glands because it's the only ones that they have a poor lymphatic system. and i am going to show these two little cases just before to finish. and this is the the way this is the, the axillary vein. and then is you see this is um, how we map and this is the way that we, we do this mapping before. We know where are the lymphatic channels going to the axilla, and then these channels is the ones that we are going to respect when we make the axillary clearance, and then is when we take the axillary clearance, but we keep this lymphatic from the arm, and then we do this kind of anastomosis, and then what we are going to create with this is we never, we are going to interrupt the lymphatic drainage of the arm. Why? Because this is working and then it's never stopped and then the risk to, to create the lymphedema is very low. You hear, you have a, a one year and a half post-operative plus radiotherapy and you see the ICG on the other side that is completely normal and the transport is completely normal like in, an, in a healthy patient. This is the technique. That uh, you want to see is uh, this is the the ICG lymphography just before the surgery. This is the mapping, and now and now you will see how is the dissection. We do all ax axillary clean. We put uh, the blue pattern five to see in a blue color the the lymphatics, and then we start the dissection in a normal way, a little bit more careful. We we like to use this kind of the big plasma blade because it's less aggressive and you will see now that we are just taking all this fat and the lymph nodes but little by little you can put down the lights because you are going to see much better and you see here and now you are going to see something in fluorescent you will see this is a transparent tube that we are dissecting i know that if you never have seen it's difficult because you believe that we are dissecting fat but you will see that when we put the ICG, you see? This is ICG, this is a lymphatic channel. And now, what we are going to do is to dissect these three channels that they are coming from the arm. We put a clip, little by little. And now we are looking for the veins, this is the axillary clearance out we look for the veins and then what you are going to do here is three anastomoses at the same moment it means we interrupt the lymphatic system but we have to repair at the same moment see this is the lymphatic channels and this is the veins you see the lymphatic channels in fluorescence this is the lymph that came from the hand and now under the microscope with this wonderful mitaka you can see we move out the, the blood from the vein and you see the, the lymph how it's going to the system. so this is what we are doing now in all our cases in barcelona, in all, all of our axillary clearance, we apply that. this is a little bit of a longer surgery than a conventional lymph node dissection, but you will see that the results are amazing. again, you, know, see, you see this is uh, the lymphatic channels and you see the anastomosis and the most important, which are the results. this is the kind of, of um, anastomosis that we do, side-to-end or end-to-end. End. and the, the good thing is like this, you know, we can reduce, you know, uh, the possibility to create, you know, this kind of, of, uh, of problem. even it's not an easy surgery, but nothing at the beginning is easy. if you look for easy things, you never, Will be a great surgeon, and you never will get the excellence. And the important point is now our numbers after five years of follow-up, not short time, five years. This is you need to wait and to publish. You have we move from 31 to 3.6 the lymphedema rate. This is what Barcelona has in our center. And you see, comparing with the other guys is a completely big difference. Why? Because we improve the, the technique and why because we have this kind of channel. Look at how beautiful the lymphatic channel is moving in the axilla just yes, before to be not side. And we are doing that, and I think that is going to be the next step in all the hospitals. If anyone anyone of you are going to be breast surgeon or plastic surgeon, you will see. And the important thing is that. When you do and you are working in a new field you need to escape from the stereotypes you need to be excited and never give up and always look for research and innovation this is what we are doing now with this you know Shimani this new microscope that is is uh, is uh, also you know uh, a fruit of this Italian talent because that was created in Pisa and now Unfortunately, is in American American hands. It's a pity, but this is the money. But the the two engineers that they developed that they are Italian engineers working in California, and then they moved to Pisa. And with this super microsurgery, you know, um, robot, you can do what you have normally with your hands, but with more precision. And then you can do all this super microsurgery in a much, you know easy and better way. This is the way that we prepare the vessels, but this is the way what how we work with the with the Shimani. And this is going to be the next step. I think that most of you as a students you are going to work in a routine with the robots because the robots they are going to be very close of us and 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 it's going to be like, uh, like now you use the social media and, and George and I, we are very bad doing that, but at least we try, no? The important thing is that, is to try. And this is why I think the robotics is coming also to help, and what is going to be in the future? We will see. There are many things that probably they will arrive, but the most important is when you know a little bit, you need to work in that direction. Look at, this is the, the first case that we did, Antonio from Malaga, and that was the result that we did with Professor Koshima, but because we never give up and we, we did more things with Antonio, this is Antonio in a beach of Malaga and you can see that the legs, they are pretty similar. Why? Because we never stop and we never say it's enough. And this is why also we are just sharing all of this with you, uh, with uh, doing courses, preparing uh, master classes and preparing many things because at the end University and teaching is the way to improve, you know, the, the medicine. And what is important is this is one some of our fellows that they came in Barcelona only for this lymphedema work. But the most important is whatever you do in medicine, it must be based in this, you know, goal of the excellence, but honesty with yourself, with your colleagues, and with your patients. And never forget to put. Brain and heart and build your practice from the passion that is for me the most important thing in life. Thank you very much. Are there any questions? Potete fare domande anche in italiano, poi traduciamo noi. Qualche minuto se volete. Okay. I, I, I understand eh? um, Italian. I can try to parlare eh, Italiano if you want. No, don't worry. Don't be shy. You can work in Italian, Chinese, Català. English, whatever. Català, està bé? Català també. Sí? Ah, Vinga. Aquí, eh, bueno, volia felicitar-lo pel seu treball i per la seva innovació i li faré la pregunta en anglès. Yes. Eh, what made you choose plastic surgery? What made you? You know, to be honest, uh, for me, plastic surgery, uh, when I was growing as a medical student like you, I was in love of all kinds of surgery, general surgery, urology, I like everything. I like to be uh, to manage anatomy and to improve. Uh, and little by little, I was knowing different. I was adapting between general surgery, urology, and then is what I show you. I went to Oxford and I met this guy, my pool. That guy, my pool was working mainly in craniofacial. He was working in the upper syndrome and cruzones. Uh, and then I said, my God, this is too much, you know. It's more, even more creative than the conventional my surgery. Probably as a student, you don't know. But who made the first transplant in the world? It was the first transplant was the kidney transplant. It was a neurologist. No, it was Murai, plastic surgeon. Plastic surgeon, we teach to all the other disciplines. What the previous speaker uh, showed about about this micro micron neurosurgery, who developed plastic surgeons. And this is why, for me, plastic surgery is the most complete specialty if you like surgery, because you can, you can move in all fields and you never will be bored in your life. And this is why I choose plastic surgery uh, okay so thank you so much professor mazia it was uh, uh, such a pleasure such a pleasure for us uh, to have you here so thank you thank you uh, for this illuminating presentation about uh, this uh, revolutionary surgery Ora torniamo in italiano <ride> e vorrei, tornare, eh, vorrei dare la parola a Claudia eh, che modererà la sessione plenaria di oggi. Buongiorno a tutti, sono Claudia e vi presenterò gli studenti espositori di questa prima giornata congressuale. Prima di iniziare vi ricordo che è ancora possibile iscriversi al workshop di CTO che sarà oggi e domani dalle 16 alle 17.30. Durante il workshop avete la possibilità di vincere una delle cinque borse di studio in Palio. Inoltre vi informo che quello che vedete lì in alto è il QR code che potete scannerizzare per vedere il formato digitale degli abstract book. Lo trovate anche nel link in bio della pagina Instagram. E, iniziamo con la presentazione. La prima studentessa sarà Chiara Di Ambri dell'Università di Modena e Reggio Emilia con il suo lavoro dal titolo Metodologie didattiche innovative uno studio quasi sperimentale a metodo misto sull'introduzione dell'ecografia al corso di studi di infermieristica. Buongiorno, sono Chiara Di Ambri. Oggi sono qua per presentarvi questa ricerca che nasce dall'introduzione di una metodologia didattica innovativa nel corso di laurea di infermieristica a sede di Modena. È uno studio quasi sperimentale a metodo misto sull'introduzione dell'ecografia nel nostro corso. L'ecografia è una metodologia di diagnostica per immagini che negli ultimi anni ha acquistato sempre più popolarità grazie alla sua rapidità di utilizzo, alla non invasività fisica e biologica, resa possibile anche dall'utilizzo di radiazioni non ionizzanti, e dalla possibilità di essere utilizzata in diversi setting assistenziali, che vanno dall'ospedaliero all'extra ospedaliero all fino ad arrivare al domicilio del paziente. L'ecografo ha preso sempre più spazio anche nella vita dell'infermiere, non a scopo diagnostico ma a scopo operativo assistenziale. I principali campi di utilizzo sono il posizionamento di accessi venosi arteriosi, la verifica del corretto posizionamento del sondino nasogastrico e del catetere vescicale, la valutazione polmonare, lo studio della vena cave inferiore e della vescica e la FAST, che è una tipologia di ecografia che viene utilizzata soprattutto nell'ambito dell'emergenza urgenza per andare a verificare la presenza. Di liquido libero in addome. Diversi studi hanno dimostrato come l'utilizzo dell'ecografo da parte dell'infermiere migliori gli outcome clinici per il paziente, diminuendo sia la sofferenza che i tempi di attesa. In particolare è stato riscontrato un miglioramento generale della qualità delle cure, con una diminuzione della, del rischio di infezioni delle viurinarie correlate a cateterismi prolungati e una diminuzione della necessità di ricorrere a cateteri venosi centrali. Proprio per questo motivo il corso di laurea in infermieristica ha sentito l'esigenza di fornire agli studenti eh, del corso di laurea delle basi teoriche e pratiche sull'utilizzo dell'ecografo. È stato quindi creato un laboratorio formativo, in cui, in una prima parte, venivano fornite le conoscenze sull'ecografia pelvica, penosa, arteriosa e sullo studio della cave inferiore, e in un secondo momento veniva data la possibilità agli studenti di esercitarsi con il dispositivo. Hanno partecipato 118 dei 124 studenti frequentanti il terzo anno di corso nell'anno 2022-2023 e, e lo scopo principale di questo studio è stato quello di valutare la qualità dell'offerta formativa proposta andando a indagare la variazione nelle conoscenze teoriche e nell'autoefficacia percepita dai partecipanti. Per fare ciò sono stati creati due questionari ad hoc, perché in letteratura non ne sono stati trovati che rispondessero allo scopo della nostra ricerca, che sono stati somministrati immediatamente prima e immediatamente dopo il laboratorio. Il primo questionario andava a indagare le conoscenze teoriche, era formato da cinque domande a cui lo... A cui lo studente doveva rispondere andando a identificare la risposta esatta. Il secondo invece era un questionario sulla self confidence, quindi sulla sicurezza eh, dello studente nello svolgere le diverse procedure. Anche questo era formato da 5 item in cui lo studente però doveva rispondere utilizzando la scala Likert da 1 a 5, dove 1 era non ne sono sicuro, mentre 5 era assolutamente sicuro per tutti i passaggi. Come possiamo vedere, per quanto riguarda le conoscenze teoriche, eh, si passa da un 48,1% di risposte esatte nel pretest fino ad arrivare a un 93,4% nel post test. Un aumento quindi del 45,3% che ci permette di capire come anche una formazione di breve durata come quella proposta possa dare degli ottimi risultati in, per quanto riguarda le conoscenze teoriche. Eh, anche, però, per quanto riguarda la self confidence vediamo un netto miglioramento: si passa infatti da un 6,6% di risposte positive nel pretest fino ad arrivare a un 65,8% nel post-test, con un aumento quindi del 59,2%. Quindi, non solo sono aumentate le conoscenze teoriche, ma è aumentata anche la sicurezza dei partecipanti. Per andare poi a verificare la bontà dei dati eh, ricavati dal questionario sulla self-confidence, abbiamo analizzato le medie dei pre e dei post test utilizzando il test di student per campioni appaiati. Nella prima colonna possiamo vedere le medie con le relative deviazioni standard dei pretest, che in un range che andava dall'1 al 5, oscillano sempre tra l'1,34 e 1,92%. Nella seconda colonna invece vediamo sempre le medie con le relative deviazioni standard, però questa volta dei post test, che oscillano sempre tra il 3,42 e il 4,08. L'ultima colonna invece rappresenta il p-value che ci permette di definire eh, la differenza tra le medie tra pretest e post test statisticamente significativa, infatti è sempre inferiore allo 0,001 ad eccezione dell'item 2 in cui comunque è 0,008. Nel post test del questionario sulla self confidence abbiamo aggiunto anche tre domande. La prima chiedeva agli studenti di andare a individuare il loro grado di soddisfazione utilizzando sempre la scala Likert. Un'altra chiedeva di lasciare semplicemente dei commenti e dei consigli liberi. E l'ultima chiedeva invece qual era secondo lo studente il valore aggiunto di aver partecipato a questo laboratorio. Come possiamo vedere l'86,5% degli studenti si è dichiarato completamente soddisfatto, il 10,2% quasi completamente soddisfatto ed è importante sottolineare che nessuno studente si è dichiarato per niente soddisfatto. Per quanto riguarda invece i commenti e consigli liberi più quotati c'è stato sicuramente quello di aumentare il tempo a disposizione per l'esercitazione pratica e quello di continuare questo tipo di formazione per i prossimi anni accademici. Come valore aggiunto invece è stata molto apprezzata la possibilità di imparare delle basi di ecografia già durante la eh, formazione di base così da arrivare in clinica con delle nozioni utili sull'utilizzo dell'ecografo. Concludendo quindi abbiamo notato un miglioramento delle conoscenze teoriche, un aumento della sicurezza dei partecipanti e non meno importante una grande soddisfazione da parte degli studenti. Sicuramente questa indagine presenta dei punti di debolezza che sono la monocentricità, eh, l'assenza di un gruppo di controllo e l'utilizzo di un campione di convenienza. Eh, però è importante sottolineare che a nostra conoscenza questo è il primo studio italiano che riguarda la formazione ecografica rivolta a studenti frequentanti la triennale di infermieristica. Infatti tutti gli studi che siamo riusciti a trovare in letteratura interessano degli infermieri già laureati che stanno svolgendo dei percorsi formativi post base eh, e non frequentanti ancora l'università. Eh, questi dati raccolti ci hanno permesso quindi di dichiarare eh, questo tipo di offerta formativa utile ed efficace sia per quanto riguarda le conoscenze teoriche che per quanto riguarda la self confidence dei partecipanti. Per questo motivo, il corso di laurea ha deciso di continuare questo tipo di formazione per i prossimi anni accademici, andandolo però a dividerne i tre anni così da avere più tempo a disposizione per l'esercitazione pratica. Per quanto riguarda invece eh, la ricerca futura sarebbe interessante andare a indagare quanti studenti effettivamente abbiano la possibilità di esercitarsi con l'ecografo durante i tirocini e quanti invece, una volta laureati, decidano di continuare questo tipo di formazione come percorso post-base. Prima di concludere, ci tengo a ringraziare la professoressa Morotti, il professor Bellifemmine, la professoressa Ferri e ovviamente tutto il comitato di Moremed. Grazie per l'attenzione. Grazie Chiara. Ci sono domande riguardo questa prima esposizione? Ok, ringraziamo ancora Chiara. risolviamo un piccolo problema tecnico. Parlerà ora del suo lavoro Paolo Pallavicini dell'Università Vita Salute San Raffaele. Il titolo dello studio è High flow central venous access in the pre hospital management of exsanguinating hemorrhagic shock due to major trauma. A few years' review. Lascio la parola a Paolo. Thank you so Thank you. Uh, uh, good morning, everyone, and thank you very much for the introduction to the organizing committee. Um, so, I'm going to talk about high flow central venous access, which, is, which are uh, a specific tool that we use in the trauma management of exsanguinating hemorrhagic patients. Uh, I'm going to call it Trauma Line uh, because it's easier and it's faster to, to say it. Uh, yes, I'm from uh, Sarafe University, which is this uh, green and uh, welcoming place just outside Milan. But I spent my last summer at the Royal London Hospital, which is a hospital uh, in East London. is a major trauma center, the busiest of the UK. And uh, it also hosts the London Air Ambulance. A London Air Ambulance is a charity, is a HEMS service, so an helicopter emergency medical service, which provides care for all the injured patients in London, uh, around the 12 million population. Uh, anyone has been in London before? Raise your hands. Okay, quite quite a, quite a lot. It's uh, worth a trip, but as you will see, a knife is a thing in, uh, in London. So I'm going to give a big shout to all my colleagues that work with me because in only two months we gather all this data, and uh, I'm really proud of the team we, we gather. We, I put this tweet online two, two, two years ago now, and uh, I wanted to ask and understand how they use the trauma line because, in the s a setting where I work, so in, in Milan, uh, we didn't use it so much. Uh, and which favorite vessel did they, did they use? So, I'm going to give you a bit of background. Um, Trauma is a thing; is a huge problem, unfortunately, uh, because 50,000 people die every year in the U.S. due to major trauma, due to exsanguinating hemorrhage, and this number that gets even bigger if we think about the world. So, 1.5 million people. Um, but let's suppose we are in London now, or we could be perhaps in every part of the world, like Bologna Hems, which is a fantastic service, and we are going to get a dispatch. Um, in the helicopter. So you're going to be a doctor or the paramedic dispatched to a job. As soon as you get to the scene, you have a patient in front of you which is uh, pale, is sweating, is, uh, is, is tachycardic, so his heart disease is on its 140 and uh, is bleeding to death. And that's what he's doing. He's bleeding to death, you have hemorrhagic, hemorrhagic uh, um, shock, and this patient has been stabbed at the abdomen and probably won't make it to the hospital unless. Some intervention are made. So what do you administer to a person who is bleeding to death? Do you have any clue? Just shout it out. It's easy. It's easy super easy. You give blood, you give blood. Um, and those are the two studies they, 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 they made, the prompt and the proper. There are two American studies which tell us that blood is the only thing you should administer to a patient if he's bleeding to death. And these are being done in major trauma patients. There is also this sentence which is quite, quite famous in the in trauma world blood is for bleeding, uh, and salty water is for cooking pasta. So no, don't use saline water next time you're going to uh, give see a patient who is bleeding to death. But how do you administer uh, blood? We do administer blood if we follow the ATLS, so the Advanced Trauma Life Support, by using two large bore IV. But, um, Peripheral shutdown is a thing. So most of the time, you see a shock patient in front of you. Probably won't have any peripheral vein. So what happens if you don't have a peripheral IV? Some, someone would use the IO, so the intraosseous access, which is a needle that is put in your in your bone, uh, the humerus or the tibia. But they have an issue because they are not. They don't have a flow that is quite good as the uh, IV. So you, have, you can administer with the 14 gauge, the large orange one we showed you before, four liters, uh, one liter in four minutes. But if you look at the 15 gauge of the Humeral IO, you go back to 13 minutes in one liter, uh, one liter in 13 minutes, and the patient in 30 minutes is dying, is, is dead. Uh, so in the, I, want to, I want to show you that these flows are only made by the use of saline water. And if we think at a Poiseuille law, we can see that the flow rate is invers inversely proportionate to the um, viscosity of the fluid. So if you think we are going to, get, to give this patient blood, uh, the viscosity is going to increase uh, and the flow rate is going to decrease. So in London, we thought about the use of a trauma line. We started to use it in 2019. Uh, and... Uh, even though the, the guidelines were not extremely optimistic about its use. Because they say, if circumstance prevent the use of peripheral vein, clinician may initiate large caliber central access. But they provide a good, uh, a good flow. Uh, they provide a one in what you can administer one liter uh, in just two minutes. But this study came out last year, so a re video review of all the trauma patients admitted to a major trauma patient. And they wanted to check to compare the peripheral IV access, the IO, and the CVC. And you can easily see that in order to, uh, in order to, uh, to put a CVC, it takes three minutes, IV and IO, it takes less than a minute. But at the same time, if you think about the chart I show you, if the flow chart I showed you before, in three minutes with an IO, you administer probably to under 30 no more, while in two minutes, you administer one liter of blood with, um, with a central venous axis but i'm always curious about learning, uh, reading comments and letters to the editor after they publish it and this is pre pretty interesting because they say that they conclude saying that the trauma line so a high flow central venous axis, uh, such as a vascular axis, should, um, should be considered a crucial weapon in the fight against exsanguination but Everything that is implemented that is new in the field of uh, medicine always comes with uncertainties and controversies. So, what we wanted to see and we wanted to answer was is it futile to do it in the pre hospital setting? And if it isn't futile, we should do it in the pre hospital setting, in ED, emergency department, or in theater, where everything is calm and the surgeon is already doing his stuff and also is it dangerous because uh, you, we all know that central lines come with a very high risk of sepsis and uh, adverse event that are mechanical adverse event so i wanted to give, uh, we try to answer all these questions and uh, i will try to answer today with this uh, retrospective view, uh, analysis with uh, retrospective analysis of the london air ambulance, 40 and a half, all the cases of attempted trauma line and the uh, main, uh, um, main focus was on the administration on, of blood. so in the patient that seemed so sick that he needed trauma line, did he got more blood if with a successful trauma line or, uh, or not? And the second point, of course, is an adverse event because every time you include something new, you should check for adverse event. I'm not going to bother you with a technique, but what we suggest using in the Air ambulance is an infraclavicular technique, cannulating the subclavian vessel uh, with a landmark technique, definitely. So the result: uh, in 45, they attended 8,100 patients. Only 4% got a CVC. Or we tried to, to put a CVC in and the success rate was uh, approximately 80%. the basic characteristics, so the patient is young, as you see, uh, is, is a male, and as you see, penetrating trauma like stabbing are the majority of the cases. and the patient is definitely shocked. he's in a class 4 of shock, is, uh, with a, a low SBA, uh, systolic blood pressure and high heart rate. This, is, this, this means also the shock index, so the, um, the proportion between the heart rate and the uh, blood pressure is over one. And this means that you need blood. And most of them, they were also 200 were of, uh, out of 348 were in cardiac arrest. So stabbing, road traffic collision, fall, under, fall from high, and 100 uh, one means one under the train, are all activation criteria for uh, the London Air Ambulance. They are immediate criteria for London Air Ambulance. These artery moscano the intravascular. I'll tell you two things and be fast. It right, right and left subclavian were the favorite vessel definitely because it's faster to cannulate that vessel, but it didn't have such a high rate, I success rate such as the uh, ultrasound guided right femoral or right internal jugular vein. But two things. The right femoral vein, most of the time, is, uh, considering is, a, is under the diaphragm, uh, is not the favorite vessel due to the fact that your patient may be, may be bleeding from the pelvis. And then, if you administer everything from down, from down to up, will, everything will, will set up in the pelvis. And the opposite is for the right internal jugular vein. Most of the patients are trauma patients with a, color, a, a color, cervical collar, which didn't, don't allow you to put a, a central line. So, I told you before that if you have two large bore IV, all, all, all they said today was unuseful because uh, um, you don't need to put a central line. But if you don't have it, like in our case, our, our patient, 62%, didn't have an IV and have with them the best clinician they could ever get in London. So, if they, didn't, if they couldn't find it, there was a reason for it. And 30% uh, got an IV, and 10% got two. But unfortunately, we didn't register the um, caliber, so I'm not going to uh, speculate on, uh, on the caliber and the, the other, other stuff. But the most important part: we were able to administer more blood by the use of central lines in the pre-hospital setting. Indeed, the median of successful CV, CVC is four units of blood. And the maximum administered in the pre-hospital setting, so on the field, on the roadside, are 12 units of blood, while on, without with a failed CVC, only two units of blood were well administered. Median with a zero as the first uh, interquartile. So, 54 patients were taken to hospital. Unfortunately, so far we got the follow up available only for 50%. There are 94 patients that are all transported to the London, uh, Royal London Hospital. And this is the ABG. It's pretty acidotic, I would say, with a 7.707 pH and a base excess of minus 11. This patient will definitely need um, a, a pro activation of the massive transfusion protocol as soon as they got to hospital. And theater is the next thing they will need. 84 patients left the idea alive, and to theater, they got 69 patients. 69 patients needed to go to theater in the first 24 hours, and 56% were discharged alive. 60% 60 of the patients that went to the Royal London Hospital were discharged alive. With ISS, an injury severity score of 26. This is the score that is usually used to, in order to measure the quantity and the severity of the injury of the patient. And is a sum of the square of the highest AS, AAS. Uh, this is the abbreviated injury score. So you take the, the highest, I'll say five for the face, five for the thorax, and then five for the head, and you will put it in the formula I gave you before. But the second outcome is complication. So, talking about complication, in the 94 patients, we had four patients with a complication. One was a severe complication. It was an arterial cannulation They needed a stent, uh, because also it, um, it was a cannulation of the subclavian artery. We had a section of the subclavian vein. They needed a stent and uh, spent most of his time not due, not due to his, his trauma, but mainly due to uh, this problem. But if you look at the other problem, small iatrogenic pneumothorax is something that most pneumothorax is something that most of our with major trauma will have, and most of them will have its chest open. So major pneumothorax is, uh, is not that huge of a deal, I would say. Um, displacement: one, uh, one patient got a displaced cannula after CT, and uh, the other issue is a, a minor issue, definitely a, a moderate hematoma over the surrounding after the. Uh, after the puncture so i'm going to conclude with this slide uh, is a high nice success rate the team is highly capable of doing it because they train a lot they have a governance program behind this so everything that they have done all the cases were already reviewed by someone else by other consultants because it's important when you implement something uh, that you um, understand and see where the error are and c control and check it straight away they were extremely sick because most of them were in traumatic cardiac arrest and most of them got an ESS of more than 26. Because, and I want to tell you that more than 15 is a major trauma patient and 75 is unsurvivable. And this enabled the team to administer more blood on the field. A four, four units so far is something that in Italy we are still starving to do it, but it, it, it could be possible, and definitely the HEMS of uh, Bologna is doing its best for pro providing this care. I finish. Thank you for the attention. Grazie Paolo. Se ci sono domande, Paolo potrà rispondere ai vostri dubbi. Arriva Emiliano. Bravo, cioè, in italiano benissimo, wow. Volevo chiederti um, come sia, uh, se sia, tu ci hai portato un dubbio sulla futilità, io voglio chiederti invece uh, se sia facile mantenere uh, appunto una risorsa come il sangue proprio all'interno dell'Eli come, come fanno e se sia possibile anche trasportarlo sulle ambulanze, eh, anzi più che per le ambulanze, sulle auto mediche. Eh, su ruota. Il, il sangue a bordo è un progetto che a Londra è partito nel 2012 con Anne Weaver e viene, eh, lo, il fatto è che London Air Ambulance vede 5 pazienti al giorno che sono critically unwell. So, questo significa che sicuramente in quei 5, uno di questi 5 pazienti verrà trasfuso con altissima probabilità. Um, loro lavorano di giorno in elicottero e di notte in automedica, quindi di notte il sangue è in automedica e hanno due automediche a un certo punto del giorno, quindi se il caso lo ritiene, perché loro fanno anche quella che si chiama resuscitative thoracotomy, una clamshell thoracotomy, due auto convergono sullo stesso punto. Questo è il motivo per il quale sono riusciti a dare 12 sacchi di sangue eh, a, a un paziente. È una cosa feasible? Sì, lo fanno già in Italia, sì, ci sono dei centri, c'è uno studio molto importante che si chiama Spitfire, che è uno studio che raggruppa tutti i servizi di soccorso che trasfondono sangue. E adesso lo faranno a Grosseto, Bologna, ehm, se non sbaglio, un altro di soccorso della mia Romagna e a Foggia, e a Gross e, e Bergamo. Grazie ancora, Paolo. Adesso diamo il benvenuto a Cecilia Campani dell'Università di Modena e Reggio Emilia con il suo progetto dal titolo Role of Tapsy-Paps Ratio for Pulmonary Arterial Hypertension Screening in Shrogan Syndrome. Is it appropriate to introduce it? Buongiorno a tutti, sono Cecilia e studio qui nell'Università di Modena e Reggio Emilia. Eh, innanzitutto volevo ringraziare eh, la possibilità che mi hanno dato eh, gli organizzatori di partecipare e soprattutto volevo anche ringraziare la professoressa Giuggioli, la professoressa Coppi e il dottor Gianluca Pagnoni che hanno collaborato e mi hanno aiutato nello svolgimento di questo studio. Eh, parlerò quindi di uno studio eh, che. Ehm, eh, si sta svolgendo appunto eh, in collaborazione tra il Reparto di Cardiologia, di Reumatologia e di Pneumologia qui a Modena. In particolare stiamo studiando il ruolo di un parametro ecocardiografico, ovvero il TAPS e PAPS ratio, eh, per eh, lo screening dell'ipertensione polmonare in alcuni pazienti affetti da Sjogren Syndrome e anche eh, alcuni di questi affetti da ipertensione polmonare. E stiamo quindi studiando se è effettivamente indicato utilizzarlo eh, oppure no. Andando avanti quindi eh, vediamo eh, già da questo grafico eh, come eh, queste tre patologie siano tra loro correlate. In particolare la sindrome di Schogren è una patologia sistemica autoimmune in cui eh, riscontriamo... Ehm, della quale riscontriamo circa 16.000 casi in Italia, è più frequente nelle donne rispetto che negli uomini e correla nel 10-20% dei casi anche con interstiziopatia polmonare. E, andando a focalizzarci invece sull'ipertensione polmonare, come possiamo vedere ci sono ancora dati discordanti riguardo alla prevalenza di quest'ultima in relazione alla sindrome di Sjogren e all'ipertensione polmonare. In particolare sono stati fatti studi multicentrici in Cina e nei paesi orientali, ma anche in altre realtà, che mostrano una prevalenza molto differente rispetto a quella che vediamo in Italia e nei paesi caucasici andando avanti quindi sappiamo che la sindrome di Sjogren è una patologia autoimmune sistemica dove riscontriamo un infiltrato linfocitario all'interno di vari tessuti tra cui prevalentemente le ghiandole esocrine ma circa in un terzo dei casi possiamo ritrovare anche un coinvolgimento sistemico in particolare abbiamo utilizzato per i nostri 50 pazienti i criteri ACR e EULAR per diagnosticare la sindrome di Sjogren. Ehm... Vediamo quindi che in un terzo dei casi c'è un coinvolgimento di altri organi tra cui ehm, la pelle, i reni, ma anche appunto quello di nostro interesse, ovvero i polmoni. E in particolare ehm, parlando dell'interstiziopatia polmonare, la possiamo ritrovare nel 10-20% di questi pazienti e abbiamo visto come questa possa provocare eh, un rimodellamento delle vie aeree, del parenchima polmonare ma anche appunto dei vasi polmonari, conducendo quindi all'instaurarsi eh, progressivamente di ipertensione polmonare in alcuni dei nostri pazienti. E correla anche con una qualità di vita ovviamente eh, più scarsa e ridotta e con una sopravvivenza a 10 anni ridotta. Eh, I pazienti sono stati studiati per ipertensione per interstiziopatia polmonare attraverso un TAC ad alta risoluzione. Eh, L'ipertensione polmonare, secondo appunto le più recenti linee guida dell'ESC, ehm, viene diagnosticata attraverso cateterismo cardiaco destro. Eh, con parametri come le pressioni arteriose polmonari medie superiori a 20 mm di mercurio e si distingue in tre tipologie, ovvero quella precapillare, quella postcapillare o quella combinata pre-postcapillare. Inoltre, dal punto di vista della classificazione clinica, possiamo distinguere vari gruppi. Il gruppo 1, che è uno di quelli di nostro interesse, il gruppo 2, che invece è quello più frequente correlato a patologie del cuore sinistro, il gruppo 3, che interessa l'ipertensione polmonare nei pazienti affetti da... Eh, di, disturbi e problemi a carico dei polmoni, appunto eh, di nostro interesse, è il gruppo eh, 4 e il gruppo 5, eh, che sono invece più rari e meno frequenti. Eh, andando avanti, quindi, possiamo vedere come l'interstiziopatia eh, polmonare, e eh, l'ipertensione polmonare siano correlate alla sindrome di Sjogren, ma in che modo? Sicuramente, l'ipertensione polmonare è molto frequente in, ehm, come complicanza in varie eh, patologie del. Tessuti connettivi, eh, tra le quali appunto anche la sindrome di Sjogren, eh, tuttavia, come abbiamo detto, la sua prevalenza ancora non è ben chiara, eh, dal punto di vista ehm patogenetico eh, sappiamo che ehm, i, gli studi e eh, i meccanismi eh, sono stati discussi ma ancora non sono ben chiari, eh, tuttavia si pensa che sia correlata a un accumulo di immunocomplessi, complemento o comunque a eh, danni mediati dal sistema immunitario, dove eh, rivediamo eh, un'alterazione a carico dei vasi, quindi vasculopatia polmonare, ispessimento e proliferazione dell'intima dei vasi polmonari che conduce quindi a questa ipertensione polmonare. L'ipertensione a lungo andare può provocare eh, rimodellamento del cuore destro e quindi noi attraverso questo parametro cerchiamo di valutare proprio il rapporto che vi è tra il ventricolo destro e il cuore destro e eh, la pressione arteriosa polmonare e sappiamo che quindi il cuore destro tende a rimodellarsi, a modificarsi e ehm, per resistere e rispondere a queste aumentate pressioni polmonari e a questo aumentato sovraccarico eh, a carico del circolo polmonare appunto. L'obiettivo prim primario è stato proprio quello di investigare il ruolo del TAPS e PAPS ratio eh, come indice predittivo di ipertensione polmonare eh, nei pazienti affetti da sindrome di Sjogren. L'obiettivo secondario è stato invece quello di comparare i pazienti eh, affetti da sindrome di Sjogren e senza eh, interstitial lung disease rispetto a quelli invece che la presentavano e di identificare la tipologia di ipertensione polmonare in questi pazienti. E la popolazione, appunto, come ho detto, è di 50 pazienti, eh, dei quali eh, abbiamo eh, 44 femmine e 6 maschi. e ehm, I due gruppi eh, sono formati da 22 pazienti che presentano interstiziopatia polmonare e 28 invece che non la presentano. Abbiamo. Ho utilizzato eh, vari eh, instrumental test come eh, l'attacca ad alta risoluzione, l'elettrocardiogramma, ecocardiografia e eh, il cateterismo del cuore destro quando necessario. E abbiamo quindi eh, concentrato la nostra attenzione in particolare eh, sull'ecocardiografia e sullo studio del cuore destro. Eh, secondo le linee guida ESC eh, per recenti del 2022, abbiamo quindi valutato i principali parametri indici di eh, una probabile ipertensione polmonare, come il rapporto dei diametri eh, del cuore destro rispetto al sinistro, la presenza del D-shape eh, nel cuore destro, e eh, altri parametri come il TAPS, le PAPS, che poi vedremo. E eh, anche ehm, la velocità del rigurgito tricuspidalico. E, sappiamo che ovviamente l'ecocardiografia ci permette di ehm, avere una probabilità di ipertensione polmonare, ma non di fare diagnosi, per la quale invece è richiesta il cateterismo cardiaco destro. E, Abbiamo studiato quindi in particolare questo parametro che è già inserito nelle linee guida come parametro addizionale per fare diagnosi di ipertensione polmonare, ovvero il rapporto tra il TAPS che sarebbe l'escursione del piano tricospidalico ehm, come indice di eh, funzione ventricolare destra il rapporto alle PAPS, ovvero le pressioni arteriose polmonari. Ehm, eh, sistoliche eh, in questi pazienti. Eh, sappiamo quindi che un valore ridotto sotto 0,55 eh, risulta essere indicativo eh, per ipertensione polmonare. Viene anche utilizzato proprio nel differenziare il grado di rischio di questi pazienti, come vediamo con valori differenti, e eh, oltre a questo ci siamo concentrati anche sullo studio in tre dimensioni del cuore destro. Abbiamo quindi utilizzato questi software eh, molto innovativi che sono ehm, migliori rispetto a allo studio in due dimensioni e che ci permettono quindi di visualizzare tutte le pareti del cuore destro e la sua complessa morfologia rispetto invece a uno studio in due dimensioni. Ehm... Ovviamente è risultato essere molto difficile comunque nei pazienti affetti da interstiziopatia polmonare eh, riuscire a ottenere le eh, corrette finestre per poter visualizzare correttamente eh, appunto, ehm, e fare una corretta ecografia in tre dimensioni. Andando ai risultati quindi eh, abbiamo identificato nei nostri 50 pazienti una paziente affetta da ipertensione polmonare, eh, diagnosticata attraverso cateterismo del cuore destro, mostrando quindi una prevalenza eh, nel nostro studio eh, prospettico eh, monocentrico eh, solamente del 2%. E inoltre abbiamo identificato una seconda paziente candidabile a cateterismo cardiaco destro, tuttavia data la sua età abbiamo scelto di non effettuarlo. Entrambe presentavano comunque interstiziopatia polmonare. Andando avanti quindi abbiamo visto come. Comunque i nostri pazienti affetti da interstizio epatia polmonare e sindrome di Schogren presentassero dei valori eh, di probabilità di ipertensione polmonare all'ecocardiografia superiori rispetto a quelli invece non affetti da ipertensione polmonare. Eh, tuttavia, come ho detto, è stato difficile ottenere le immagini più accurate in questi pazienti. E ci siamo concentrati quindi sui principali parametri ecocardiografici, come la velocità di rigurgito tricospitalico, e abbiamo visto come questa fosse aumentata, appunto, come vedete dalle due linee rosse, nei pazienti affetti da interstiziopatia polmonare rispetto invece a quelli che non la presentavano. E, questo va in relazione con un secondo parametro, appunto, ovvero le PAPS, eh, le pressioni arteriosi sistoliche polmonari, eh, che sono risultate allo stesso modo aumentate in questi pazienti affetti da interstiziopatia polmonare e sindrome di Sjogren, piuttosto che in quelli solamente affetti da sindrome di Sjogren. Inoltre abbiamo valutato il ruolo del TAPS, eh, che sappiamo essere una misura eh, che dipende molto eh, dal, dall'angolazione, eh, che viene eh, fatta eh, attraverso l'M-Mod e eh, in questo caso mi mostra proprio come eh, abbiamo ottenuto dei valori ridotti nei pazienti affetti da interstiziopatia polmonare il TAPS è proprio un indice eh, di ehm, funzione ventricolare destra e vediamo come questa quindi sia ridotta nei nostri pazienti affetti da ipertensione polmonare oltre che sindrome di Sjogren arrivando dunque al nostro parametro che è stato prevalentemente indagato eh, vediamo da queste due linee tratteggiate rosse come il valore di TAPS e PAPS ratio nei pazienti affetti da interstiziopatia polmonare si è ridotto rispetto agli altri. Quindi dimostrando eh, quello che avevamo eh, presupposto. Quindi questo indice possiamo definirlo come un indice indicativo e valido eh, per lo studio di questi pazienti. In particolare, eh, come vedete, ci sono solamente due pazienti che risultano avere un valore inferiore a 0,6, che sono quelli o che hanno effettuato cateterismo cardiaco che comunque erano candidabili. Andando quindi alle conclusioni possiamo dire che eh, questo indice di TAPS e PAPS ratio ridotto sotto 0,6 è un um, indice predittivo di ipertensione polmonare eh, e può correlare quindi eh, con i parametri del cateterismo cardiaco destro. Eh, lo studio in 3D del cuore destro è stato possibile nei pazienti affetti da sindrome di Sjögren, ma è stato reso più difficoltoso nei pazienti affetti invece anche da interstiziopatia polmonare per eh, le scarse finestre acustiche e infine eh, abbiamo dimostrato come vi sia una correlazione significativa tra ipertensione polmonare e sindrome di Sjögren eh, nei pazienti anche affetti da interstiziopatia polmonare. Quindi eh, noi con il nostro studio eh, identifichiamo un una, prevalentemente appunto una ehm, ipertensione polmonare di tipo 3. E prospettive future abbiamo quindi pensato come ehm, questi studi potessero essere utili nei pazienti ehm, che presentano sindrome di Sjogren interstiziopatia polmonare e in particolare valori di TAPS e PAPS ratio ai limiti inferiori, quindi eh, circa di 0,7, come in 11 dei nostri 50 pazienti. Infatti, questo permette nel futuro di poter effettuare ecografie seriate solamente a questi pazienti e non a tutti, in modo tale vale da risparmiare anche sui costi e però identificare e diagnosticare precocemente l'ipertensione polmonare in questi pazienti. Ovviamente uno studio multicentrico e su larga scala è ancora eh, necessario e eh, sarebbe richiesto. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Cecilia, ti richiamo se ci sono delle domande. Qualcuno vuole fare una domanda? No, ok. Grazie Cecilia. Chiamo adesso direttamente dall'Università di Bologna Viviana Cortiana. che ci presenterà allo studio Nobel Therapeutic Candidates for Pancreatic Cancer, Targeting Epigenetic Modification Induced by the Tumor Microenvironment. Hi everyone, today I would like to present the project that I undertook last year at the University of Cambridge at the Cancer Research UK in the laboratory of Professor Jason Carroll so first of all a brief introduction about pancreatic cancer pancreatic cancer is predicted to become the second deadliest type of tumor by 2040 and this is mainly due to the fact that the disease is usually diagnosed at a very late stage when the only treatment option for patient is chemotherapy which as of today has not shown a significant improvement in the survival of patients which is estimated to be around 13% of five years this, therefore, underlines the need of finding new drugs, new effective treatments for this detrimental disease, and therefore implementing the research in this field. One of the key features of the disease is the abundance of tumor microenvironment. It has been estimated, in fact, that only 10% of the total tumor mass is actually composed by cancer cells, therefore, PDAC cells. PDAC stands for pancreatic ductal adenocarcinoma, which is the most common subtype of pancreatic cancer. The remaining 90% is the tumor microenvironment, which is composed by an heterogeneous amount of cells and different cell populations. One of those are cancer associated fibroblasts, CAFs. Their role has not been entirely understood and described yet. And in my project particularly, we used ICAFs, therefore inflammatory cancer associated fibroblasts, and myofibroblastic CAFs, therefore myCAFs. We derived them from pancreatic stellate cells, which are normal pancreatic cells, derived from the KPC mouse model, from which we derived also the FC cell line, therefore cancer, therefore PDAC cells. Particularly from previous data of the lab, has been shown that both ICAFs and MICAFs play a role in influencing the epigenetic state in cancer cells. They have, in fact, the capability of influencing the chromatin accessibility state in cancer cells. As well as protein expression and also protein protein interaction in cancer cells. This last point has been particularly evaluated through RIME, which is a technique that has been developed in our lab. And RIME stands for Rapid Immunoprecipitation Mass Spectrometry of Endogenous Proteins. So, from the RIME results, therefore the interactome, we were able to see that there is a different interaction between FOXA1 and FOXA2 and some specific molecules when cancer cells are co cultured, therefore influenced by cancer associated fibroblasts in respect to when they are alone, therefore the control. Particularly, we were able to see that there is an increased interaction between STAT1 and FOXA1 transcription factor when cancer cells are co cultured the, with the ICAF in respect to the control. There is a decreased interaction between PPR gamma and again FOXA1 transcription factor when cancer cells are co cultured with myCAPs in respect to the control. And there is again a decreased interaction between KDM2A and FOXA2 transcription factor when cancer cells are co cultured with myCAPs in respect to the control. This is of particular interest as both FOXA1 and FOXA2 are two pioneer transcription factors which play a role in pancreatic cancer. Particularly, FOXA1 has a role in a metastatic context, whereas FOXA2 seems to have more a stage dependent role. Therefore, based on this result, the uh, question for my project that we try to answer is can these interactors that are recruited toward FOXA1 and FOXA2 be possible therapeutic candidates for curing pancreatic cancer? And in order to answer this question, we used some inhibitors for the molecules. Therefore, we use a STAT1 inhibitor, PPR gamma inhibitor, and KDM2A inhibitor. And this was with the aim to assess if cancer cells have a different sensitivity for these inhibitors when they are influenced by either MICAFs or ICAFs in respect to the control. In order to do so, we used three main methods, which are the viability assay, the colony formation assay, and the proliferation assay. Particularly, we used uh, cancer cells cultured either in the conditioned media, therefore pink media, the fresh normal media, or the conditioned media, therefore media derived either from mycaps or ICAFs. And we administered to the, to the cells either gemcitabine, which is the standard care of treatment for pancreatic cancer, or one of the, of the inhibitors, therefore STAT1 inhibitor, PPR gamma inhibitor, or KDM2A inhibitor. And particularly, we were able, therefore, to assess. Either the viability, therefore how many cells are alive, and therefore the potency of the drugs that we were using, we were able to assess the colony formation, therefore the um, power of cells to grow, grow into colonies, and also the proliferation, which is an image based technique that allowed to take different pictures of the cells in a prolonged period of time. And from these results, particularly from the viability assay, we were able to see that cancer cells, when are cultured in either ICAF or MICAF conditioned media, therefore either the uh, green or the blue, are more resistant to gemcitabine, therefore the pink line, respect to the control, in respect to uh, when they are cultured alone, not in the conditioned media. And this, as mentioned, is of particular relevance, as uh, gemcitabine is a drug that is currently administered and used in the clinic. Regarding KDM two A inhibitor, we saw a similar result, as we saw that cancer cells in either MICAF, therefore the green line or the blue line, therefore ICAF media, exhibit an increased resistance for this inhibitor, therefore KDM two A inhibitor. With STAT one, we had a less evident result, but again there seems to be also here a potential increase in the resistance for this drug. Regarding the colony formation assay, so the first astonishing result that we notice is that cancer cells, just when they are cultured either in the i calf media or in the my calf condition media, exhibit an increased, uh, powerful, uh, pre an increased power of growing and growing to colony. This has been confirmed also by numerical data. In fact, we can see that already in the DMSO, the therefore, when we do not administer any drug, we have an increased proliferation in colonies, therefore, an increased colony count in respect to the pink bar, which is the control in normal media, and also an increased average area. Therefore, always the control is the, the pink one. Regarding the inhibitors, so the molecule that stood out the most in this context is STAT1. Which appear to be particularly powerful in the context of cancer cells culture in the uh, either ICaF or MICaF media in respect to the control. In fact, in the pink bar, we see no difference basically, whereas we see a decrease for the uh, both uh, green and blue bar. Regarding the proliferation assay, again, we saw that cancer cells, when cultured in the condition media, therefore either. ICaF-derived media or micaf-derived media exhibit a different sensitivity, and for some of the inhibitor, an increased sensitivity. And again, the molecule, the inhibitor that stood out the most is again Stat1 inhibitor, which appears to be extremely more powerful in the context of both the ICaF media, but specifically the micaf-conditioned media. Therefore, the uh, always the yellow line. So, regarding the results, uh, the meaning of the results, we were able to see that cancer cells, just because they are cultured in the conditioned media, exhibit a behavioral difference. This means that, therefore, there are probably some molecules that are secreted by the cancer associated fibroblasts and, therefore, participate in some form of paracrine signal, are able to induce a phenotypical difference in cancer cells, which is also durable in time. Regarding the translational meaning in the clinic, therefore, of these results, so first of all, we were able to see that cancer associated fibroblast condition media is sufficient to induce an increased drug resistance for gemcitabine, which, as, men as mentioned, is currently used in the clinic, as well as an increased both proliferation and colony formation, which could potentially result in an increased primary tumor growth. This, therefore, underlines the need and the importance of understanding more of the role of tumor microenvironment and specifically of these populations of calves in the context of pancreatic cancer, as they appear to be particularly promising. Regarding the future work, so one of the most fascinating aspects of research, I think, is the fact that when we obtain one new answer, there are thousands of new questions that arise. Particularly for this project, I think it would be interesting to assess the behavioral difference in cancer cells when we culture them in both MycAF and IcAF media together. If to understand, if we notice, for example, an additional effect. It could be also interesting to understand the parallel pathways in which the molecules that we targeted with the inhibitors are involved to probably predict also side effects that could be potentially found in vivo if a drug was developed starting from these inhibitors. It could be also interesting to assess. If gemcitabine co administered together with the inhibitors has an increased power, therefore, if the inhibitor increases the sensitivity of cancer cells for also gemcitabine. And of course, at the end, it could be interesting and valuable to also validate the results that we collect in vivo with in vivo models. So I would like to thank you for your attention and special thanks to the whole Carol Lab for having hosted me last, last summer. Special thanks to my amazing supervisor Katarina Pelicano, thanks to the Amgen Foundation for supporting and funding my project, and thanks to Moremed for allowing me to be here today and present, and special thanks to the whole organizing committee for the outstanding organization of this event, which is always more important not only in a national but also in an international context. So thank you very much again and if there are Any questions i'm of course more than happy to answer thank you very much. Grazie, grazie viviana come ci hai anticipato se ci sono delle domande non vedo mani va bene grazie viviana ora ritorniamo nella nostra università con francesca lami e il suo studio role of NLP RP3 Inflammsom in a three-day model of alcohol beans and high fat sucrose cholesterol diet. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesca e la mia presentazione sarà da qui in avanti in inglese. So it's a pleasure for me to be here to explain to you the role of NLRP3 inflammasome in a three-day model of alcohol binges in high-fat, sugars, and cholesterol diet. So our starting point is the increasing prevalence of obesity, which we call the obesity epidemic, and the global spread of alcohol consumption, uh, which is common in every culture in the world, particularly in the forms of heavy alcohol intake. And alcohol binges. These two factors can singularly lead to very specific liver diseases, as you can see from the circles, that are respectively known as muscled or metabolic dysfunction associated liver disease and ALD, alcohol associated liver disease. During a recent change in the terminology for liver diseases, a new category that was not addressed before was created to describe patients who met criteria for muscle and at the same time had a greater amount of alcohol consumption per week and the range that we are talking about is between 140 to 420 grams per week this uh, sorry this category is now clinically recognized as met ald which stands for metabolic and alcohol associated liver disease which is a focus of study at Zabolab, and also it can lead and is, and is associated with increased liver injury, progression to chronic liver disease, and liver related death. So, here you may find the definitions that I cited before, and you may be familiar with older terminology for muscled, for example, that was known as NAFLD, NAFLD, and MAFLD. Respectively, non alcoholic and metabolic associated fatty liver disease. Muscled is the most common chronic liver disease in the world that affects up to a third of the world's population, and it shares some clinical features and some cardinal um, moments of its natural history with ALD, so we could say that their progression is quite similar. Um, notably, some ALD patients might develop over time in, at any moment of their disease, so any moment of any stage of ALD, might develop AH, which is a particular severe kind of hepatitis that is very different from alcohol steatohepatitis, which is known instead as ASH. Over time, chronic liver disease can lead to cirrhosis, as you can see from the figure, but also chronic liver failure and potentially even hepatocarcinoma. Here, you may find the definitions of the NLRP3 inflammasome. The depicted here, the NLRP3 inflammasome is a critical component of the innate immune system. And the inflammatory response. It is a protein complex that is activated in a two step process. The first step is called priming, priming, in which NLRP3 and its component are seen to be increased only at mRNA levels. The second step is instead activation, then oligomerization, in which these increases are also seen at protein levels. It acts, therefore, as a pattern recognition receptor, and it has been associated over time and studied in multiple chronic diseases, among them liver diseases, in which it plays a crucial role. So, um, the link with, um, between NLRP3 inflammasome and muscled and ALD pathogenesis has been widely demonstrated over time um, in the livers of muscled and ALD patients, uh, spectrum patients, and even animal models. We see an increase in the mRNA and protein levels of NLRP3 and its components, but not only these factors, also interleukin 1 beta, interleukin 18, and other members of the inflammatory cascade that follow the activation of NLRP3 inflammasome. In conclusion, um, in MASH, so steatohepatitis, metabolic associated steatohepatitis, we see uh, that NLRP3 is activated both by liver immune cells and hepatocytes, so parenchymal cells, whereas in ALD, the activation of NLRP3 is made only by Kupffer cells, also known as liver macrophages. So, as you might have understood, we have extensive knowledge of the role of NLRP3 inflammasome in MET ALD, which is this new clinical category that we described before. Um, but, um, sorry, <laughs> we have extensive knowledge of the role of nlrp 3 inflammasome in um, ALD and muscle alone, um, forgive me for my mistake, um, but no data regarding MET ALD, which is their overlap condition that I described and defined before. Um, so, the, in this study, we therefore aim to Investigate the role of NLRP3 inflammasome in MET ALD by using a combined liver injury model of alcohol binges in high fat, high sugar, and high cholesterol diet in mice. To achieve this, eight to 10 week old male mice were fed on either chow diet, which is the diet that we use for our standard control groups, or high fat, high sugar, and high cholesterol diet. For three days with daily alcohol binges at doses of five grams per kilogram. Notably, MASH diet, or high fat, high sugar, and high cholesterol diet, is one of the most common ways to induce MASH in animal models. Moreover, some mice received MCC950, which is an NLRP3 inflammasome inhibitor that was administered one hour prior to alcohol gavage. Lastly, blood and liver tissue samples were processed, collected and processed to obtain serum and liver lysates. Okay. Um, serum alanine aminotransferase and serum aspartate aminotransferase levels were measured using a kinetic method to assess liver damage. Liver tissue and serum instead were analyzed for liver injury, steatosis, and inflammation markers via ELISA, indirect ELISA. Um, so enzyme-linked immunosorbent um, assay or uh, reverse transcription quantitative um, mm, polymerase chain reaction, so rt-qpcr or qrt-pcr. statistical significance was determined using either the non-parametric mann-whitney u-test or the non-parametric one-way analysis of variance, and data are presented as the mean plus or minus standard error. And are considered statistically significant and p less than 0.05, which is later indicated in the results with an asterisk. So, to assess whether the NLRP3 inflammasome was activated in our combined liver injury model, we analyzed the mRNA levels of the three components of the inflammasome that you see here. So, we have NLRP3 inflammasome to the left, piker to the center, and caspase to the right and as you may see from the red column, um, the mrna levels in the mash plus alcohol binges group was significantly increased when compared to control groups, suggesting therefore an inflammasome activation in our model. on the other hand, when um, mcc 950 in my state received my mcc 950 um, administration, we see a significant decrease in the levels of ALT and AST, as you can see from the green columns in these two graphs, suggesting therefore an attenuated um, liver damage. Therefore, we measured the relative mRNA expression of several inflammatory genes, whose expression is dependent on NLRP3 inflammasome activation. So we have interleukin-1 beta, CCL2, and tumor necrosis factor alpha and as you may again see, the group that was treated with mash diet with alcohol binges um, demonstrate a significant increase in the mrna expression of these um, genes and proteins, whereas the group that was administered mcc 950 um, shows a significant decrease in the levels of the same mrna. Um, to uh, further validate whether and LRP3 inflammasome inhibition um, was um, effective to reduce inflammation in our model, we measured interleukin 1 beta levels in the serum and the liver lysates. And as you can see again from the comparison between the red columns and the green columns, um, there is a significant decrease in the levels of MR, in the levels of interleukin 1 beta in the group that was administered MCC950. Furthermore, ASC, which is a fundamental protein for NLRP3 inflammasome activity, um, procaspase 1 activation, it is called apoptosis-associated speck-like protein 1, and also known as PyCard, um, showed the same trend. So as you can see, um, the by administering MCC950, the levels of ASC were significantly reduced when compared to the MASH diet plus alcohol binge group. Lastly, we evaluated the involvement of NLRP3 inflammasome in steatosis by analyzing the mRNA levels of approximately 80 genes that have a role in lipid and fatty acid metabolism. Here, I included the most significant and relevant data. And in the group that received MCC950 on top of their MASH diet plus um, alcohol binges, we can see a relevant and significant decrease in the mRNA expression of the following genes. For example, we have CD36, which is also known as fatty acid translocates and is responsible for importing fatty acids inside the cells then we have lrp1 which is also known as prolow density lipoprotein receptor related protein 1 or more easily a apolipoprotein e receptor and lastly we have this gene that did not show significant a significant decrease as you can see from the absence of the asterisk but lipin1 is a potential gene that might be involved in steatosis and also in insulin resistance we did analyze um, several other genes as i said before it was a set of 80 genes um, among them we analyzed apolipoprotein e pemc pmt and srebp1c however we were not able to identify any specific pattern involved in steatosis that was affected by nlrp3 inflammasome inhibition in our model and this might be, to, might be due probably to the fact that our model was only three days long. To, in conclusion, um, in a combined liver injury model of alcohol binges and mash diet, we evidenced NLRP3 inflammasome activation and its consequences on liver injury and inflammation. Although it appears to have no direct effect on cytosis, we illustrated how inhibiting um, NLRP3 inflammasome improves significantly liver injury and inflammation and could therefore be not only beneficial but also crucial against the development of ALD, MASH, and even now this new category that is called MET ALD. Um, so, thank you for your attention. E vorrei anche rapidamente ringraziare il team di Sabo Lab, in particolare il dottor Sabo e il dottor Babuta, per essere stati incredibili mentori. In italiano, tutto il comitato dell'organizzatore del MoreMed, che ha reso possibile questa esperienza meravigliosa. I professori che mi hanno incoraggiata a imbarcarmi in questa avventura. E infine, ma non per ultimi, i miei amici. E la mia famiglia a cui devo veramente tutto. Grazie per l'attenzione. Questioni, domande? Grazie, grazie mille, Francesca. Avete delle domande? Bene, va bene, grazie mille, Francesca. Rimanendo sempre nell'Università di Modena e Reggio Emilia, terminiamo con tre studenti Lorenzo Caselli, Silvia Ricchiuto ed Eleonora Lorenzi, che parleranno di differenziamento osteoclastico indotto da magnesio, una possibile nuova strategia terapeutica per l'osteonecrosi del mascellare. Buongiorno a tutti, sono Eleonora e oggi con Silvia Lorenzo parleremo del nostro lavoro appena introdotto. Inizio con ricordarvi che gli osteoclasti sono cellule multinucleate che sono responsabili del riassorbimento osseo. L'osteoclastogenesi consiste nel differenziamento da cellule staminali ematopoietiche pluripotenti a monociti e poi a osteoclasti, grazie a due importanti molecole che sono MCSF, Monocyte Colony Stimulating Factor, e Aranchelle. Inoltre, anche la vitamina D3 gioca un ruolo attivo in questo differenziamento. In particolare, MCSF attiva la via della tirosinchinasi e Ranchelle attiva la via della NFKB. Entrambe queste vie vanno ad attivare PKC, che poi a sua volta attiverà NFATC1, che è il master regulator dell'osteoclastogenesi, che permetterà l'espressione dei principali eh, marcatori osteoclastici che sono segnati in diapositivo. La vitamina D3, invece, esprime la sua azione andandosi a legare, a legare al recettore nucleare VDR, e promuovendo così l'osteoclastogenesi. Inoltre,. Eh, Aumenta l'espressione negli osteoblasti di Ranchelle, che abbiamo detto essere essenziale per l'osteoclastogenesi. No, in alcune patologie, come ad esempio l'osteoporosi, la malattia di Paget, le metastasi ossee, specialmente di tumori eh, di mammella e prostata e mieloma multiplo, viene perso l'equilibrio che c'è tra osteoclasti e osteoblasti e viene minata l'integrità dell'osso. E per far fronte a queste patologie, per trattare queste patologie, si utilizzano farmaci che vengono detti antiriassorbitivi. In particolare noi vediamo i bifosfonati, che sono farmaci che hanno una struttura simile a quella del pirofosfato. Il pirofosfato quindi vanno a integrarsi all'interno dei cristalli di idrossiapatite della matrice ossea. E in questo modo esplicano la loro azione proprio nel momento in cui l'ostoclasso si attiva nella sua attività di riassorbimento. Tra, nei bifosfonati li dividiamo in azotati e non azotati. In particolare noi ci concentriamo sugli azotati, tra cui lo zoledronato. Lo zoledronato è il più efficace tra questi farmaci, ma è anche quello che presenta più frequentemente effetti collaterali. L'effetto collaterale più temibile dei bifosfonati è l'ostenecrosi del mascellare, detta anche ONJ. L'ONJ si presenta solitamente in seguito a un'estrazione un dentale in pazienti trattati precedentemente con bifosfonati. Al momento non esiste una terapia efficace che permetta di non ricorrere alla chirurgia, e si pensa che a causare questa patologia sia proprio l'incapacità degli osteoclasti di riassorbire e fagocitare il tessuto osseo infiammato e necrotico e proprio in seguito all'assunzione di bifosfonati. E passo la parola a Silvia. Il magnesio è un elemento fondamentale per il nostro organismo. Per comprendere, per comprendere questo è sufficiente considerare che è il magnesio stesso a regolare più di 300 enzimi e la sua capacità calciomimetica gli permette di integrarsi all'interno dell'osso in cristalli di idrossiapatite. Un articolo pubblicato nel 2019, che è stato alla base del nostro studio, ha evidenziato come il magnesio potesse essere in presenza di vitamina D3. Un potente attivatore del differenziamento osteoclastico. Alla luce di quanto illustrato da Eleonora, ci si è chiesti se la capacità differenziativa del magnesio sarebbe stata mantenuta anche in presenza di acido zoledronico, che è un noto inibitore di questo processo. Lo studio è stato condotto su cellule della linea 1937, cellule che si stimolate per due giorni con forbollo 12-miristrato 13-acetato e per tre giorni con vitamina D3 sono in grado di differenziare prima a macrofagi e successivamente a osteoclastica, il tipo cellulare di nostro interesse. In seguito a questo trattamento di 5 giorni, le cellule sono state seminate in 4 pozzetti alla concentrazione di mezzo milione millilitro. A queste sono stati aggiunti trattamenti, quindi magnesio cloruro con magnesio alla concentrazione di 10 mm, in uno. Nel secondo acido zoledronico alla concentrazione di 10 micromolare, nel terzo entrambi i trattamenti alle rispettive concentrazioni. Il quarto pozzetto è stato lasciato invece senza trattamenti in modo da permettere analisi comparative. In seguito al trattamento sono stati prodotti dei vetrini colorati con Maygron Valgimsa e protocollo 3313 che sono successivamente stati osservati grazie ad un microscopio a focus digitale. Questo ha permesso di osservare come le cellule del controllo, qui in alto a sinistra, risultassero essere sì, piccole e mononucleate, ma ad ogni modo abbastanza differenziate, a differenza, ad esempio, delle cellule trattate con il solo acido zooledronico, che risultavano essere molto più piccole rispetto a quelle del controllo e da tra poco e nulla differenziate. Le cellule trattate con il solo magnesio invece, in alto a destra, Risultavano essere molto più differenziate rispetto alle cellule dei precedenti due campioni. Le cellule che invece erano state sottoposte ad entrambi i trattamenti, in basso a destra, presentavano invece una grande, un grande differenziamento, un alto grado di differenziamento, e in particolare è stato possibile osservare diverse cellule differenziate a osteoclasti con una media di nuclei variabile da 4 a 8. Per comprendere se queste differenze morfologiche fossero frutto del caso o di un'effettiva variabilità a livello fenotipico, è stata effettuata un'analisi dell'immunofenotipo. È un'analisi che permette di rilevare un segnale di un pigmento rosso, nel nostro caso la ficoeritrina, coniugata ad un anticorpo specifico per l'antigene di interesse precedentemente lasciato incubare con la cellula. Maggiore l'intensità del segnale, maggiore la quantità di anticorpo che è legato all'antigene sulla cellula. Osservando queste immagini, eh, concentrandoci sulla figura di sinistra, si può osservare sull'asse delle ascisse la quantità, o meglio, l'intensità di segnale rilevata, e in grigio sulla sinistra il controllo negativo, ovvero cellule appartenenti alla linea 1937 ma non stimolate a differenziamento con PMA e vitamina D3. In blu, invece, è possibile osservare il controllo positivo, quindi quelle cellule della linea 937 stimolate a differenziamento con PMA e vitamina D3. È possibile osservare come, rispetto alle cellule del controllo, qui riportate in blu, le cellule trattate con il solo acido zoledronico, quindi nel grafico rappresentato in rosso, presentino la curva leggermente spostata verso sinistra. Questo sta ad indicare che avrebbero legato una quantità di anticorpo inferiore rispetto a quella legata dalle cellule del controllo. Allo stesso modo è possibile notare come le cellule trattate con il solo magnesio, qui riportate in verde nel grafico, presentino una curva nettamente spostata verso destra rispetto a quella del controllo, ad indicare una quantità di anticorpo, anti-CD11B nel nostro caso, legata molto maggiore rispetto a quella del controllo. È interessante notare come... Eh, le cellule trattate con acido zoedronico e magnesio presentino sì una curva spostata leggermente a sinistra, ma rispetto a quella del magnesio, ad indicare la blanda azione inibitoria dell'acido zoedronico rispetto alla potente azione differenziativa del magnesio. La tabella sulla destra riporta esattamente gli stessi dati, ma riportati in base all'intensità media di fluorescenza. Un ultimo step è stato quello di eseguire un'analisi molecolare mediante PCR quantitativa. Utilizzando eh, come marker i geni noti per essere marcatori osteoclastici. Tutti e quattro i geni analizzati hanno restituito dati interessanti, si è visto infatti un importante aumento di espressione in tutti i campioni trattati con acido zoledronico e magnesio. È importante notare il dato relativo alla TRAP, qui riportato come ACP5 in alto a destra. Nel quale si può evidenziare nel campione trattato con acerozolo idronico e magnesio un aumento di espressione di 20 volte rispetto a quello del controllo. Al fine di escludere qualsiasi variabile biologica da questo studio, è stata eseguita su questi dati un'analisi statistica, nello specifico una ANOVA a una VIA, che ha restituito come statisticamente significativi sui quattro geni analizzati NFATC1, ACP5, quindi TRAP, e CTSK. Abbiamo stimato il, il P come cutoff a 0,05. Passo ora la parola a Lorenzo per le implicazioni cliniche e le conclusioni. Questi dati hanno portato alla pubblicazione dell'articolo che vedete in questa diapositiva, che è stato pubblicato alcuni mesi fa sulla rivista Biology ed è stato interamente prodotto dal lavoro di studenti e studentesse dei corsi di laurea di medicina e di biotecnologie della nostra università e sono qui presenti in realtà anche ulteriori dati, ulteriori esperimenti che però per ragioni di tempo non riusciamo ora a spiegare ma che chiunque vuole può comunque andare a leggere ed è stato anche depositato un brevetto i cui estremi si trovano in fondo alla pubblicazione. E in questo articolo, in questo lavoro, abbiamo dimostrato come il cotrattamento con magnesio e zoledronato, come ha ben spiegato prima la mia collega Silvia, abbia portato risultati tanto promettenti quanto inaspettati, in quanto non soltanto lo zoledronato è stato incapace di inibire il potente effetto differenziativo che il magnesio ha nei confronti degli osteoclasti, ma addirittura la combinazione di entrambi i composti ha portato a ad un paradossale effetto sinergistico che è visibile soprattutto a livello morfologico e molecolare. E questo rilevante, eh, questo rilevante dato biologico potrebbe essere, secondo noi, sfruttato per ottenere un altrettanto rilevante beneficio clinico per i pazienti affetti da osteonecrosi del mascellare, in quanto tale effetto collaterale ha, secondo gran parte degli autori, come importante base patogenetica il ridotto differenziamento osteoclastico che in questo caso è causato dallo zoledronato o acido zoledronico. Quindi, secondo noi, il magnesio potrebbe essere impiegato come terapia topica e soltanto topica per il trattamento o la prevenzione della ONJ o osteonecrosi del mascellare e potrebbe essere impiegato sia a livello dell'osso alveolare perialveolare subito dopo un'estrazione dentale con una funzione preventiva o in alternativa Applicato direttamente sull'area di esposizione ossea con una funzione in questo caso curativa. E tale terapia permetterebbe ai pazienti affetti da osteonecrosi allo stesso tempo di beneficiare della terapia sistemica con i bifosfonati, però eh, questo consentirebbe una riattivazione locale del differenziamento osteoclastico, evitando a questi pazienti così di andare incontro a questo effetto collaterale. E come riassunto da questa diapositiva conclusiva, il magnesio, come già detto, si è dimostrato un potente attivatore del differenziamento stoclastico, appunto anche in presenza dello zoledronato. Il nostro lavoro, come appena detto, apre la possibilità al suo utilizzo come terapia topica e per prevenire o curare l'ONJ, però i nostri studi dovranno naturalmente essere validati da futuri studi in vitro e in vivo ed in particolare sarà necessario l'utilizzo di altri modelli cellulari di monociti primari derivanti da pazienti e sarà inoltre, andare, sarà inoltre necessario andare a valutare ciò che accade con l'utilizzo di altri farmaci che possono causare l'ONJ come il denosumab ed infine ovviamente sarà necessaria l'attuazione di un trial clinico. E abbiamo finito, grazie per l'attenzione. Solo, solo una cosa, ci piacerebbe ringraziare eh, oltre il, al professor Grande per la supervisione e la disponibilità anche le coautrici dell'articolo eh, Francesca Lami, che avete avuto la possibilità di ascoltare prima, Rossella Palumbo e Francesca Cavioli. Grazie, grazie mille ragazzi. Ci sono domande? Abbiamo una domanda. Arriva Buongiorno. E io mi chiedevo perché è una cosa: in realtà in parte l'avete detto, se ci sono già state delle applicazioni cliniche di, che voi ave, di quelle di cui avete parlato oppure se al momento è ancora unicamente una cosa sperimentale, diciamo di laboratorio. Allora, grazie per la domanda, è un'ottima domanda. E in realtà sì, abbiamo già qualche dato preliminare, abbiamo già iniziato a trattare alcuni pazienti e abbiamo preparato un paio di diapositive che non siamo purtroppo riusciti a spiegare per questioni di tempo. E in sintesi, questo è il caso di un uomo di 72 anni che ha avuto un mieloma multiplo a 52 anni, è andato in remissione grazie all'autotrapianto. Successivamente, ehm, ha successivamente avuto una recidiva e conseguentemente ha effettuato un altro autotrapianto grazie al quale è andato di nuovo in remissione e ha fatto anche la terapia con i bifosfonati, in particolare con lo zoledronato, e in particolare ha fatto una terapia con 5 mg endovena una volta al mese di zometa, che è il suo nome commerciale, seguendo lo schema terapeutico standard. E, ehm, questo l'ha fatto 15 anni fa, l'ultima volta però un anno fa, a seguito di un'estrazione dentale, quindi evento trigger, ha sviluppato l'area di esposizione ossea che vedete qui, se riuscite a passarmi... La vedete qui, qui indicata con la freccia. E, mh, questa lesione è rimasta invariata per due mesi, come indicano e richiedono i criteri diagnostici dell'ONJ, ed il paziente è stato successivamente trattato con una terapia antibiotica seguendo lo schema standard con Augmentin, quindi Amoxicillina e acido clavulanico, e eh, Flagil, che è un composto che contiene nitroimidazolo ed è molto attivo nei confronti degli anaerobi. Però come vedete nella seconda immagine a fianco, nonostante la terapia antibiotica, ehm, la lesione non è migliorata conseguentemente è stato deciso di attuare la terapia con magnesio e eh, è stato, sono stati fatti dal medico delle toccature con un tamponcino di un impasto tra magnesio e cloruro in polvere, soluzione fisiologica, una volta a settimana. e Il paziente anche ha anche fatto degli sciacqui tre volte al giorno con 250 millimolare di soluzione di cloruro di magnesio. E come vedete dopo sette giorni è scomparsa pressoché L'area di esposizione ossea è sostituita da mucosa gengivale in corso di rigenerazione, tessuto di granulazione. Dopo 14 giorni abbiamo anche in questo caso ottenuto un ottimo miglioramento. Il paziente è guarito e però ha sviluppato poi una recidiva dopo 5 settimane. E in questo caso è stato anche, si è sviluppata, come vedete, nella... Prima foto un'altra area di esposizione ossea, e in questo caso di forma rotondeggiante di 5-6 mm di diametro. Sono anche qui stati aspettati i due mesi canonici come richiesti dalle linee guida, e è stata successivamente effettuata la terapia con magnesio cloruro, senza la previa terapia antibiotica che era invece stata prima fatta. In questo caso sono, è anche qui stato utilizzato il magnesio con la stessa modalità di somministrazione precedente. E, come vedete dopo sette giorni la lesione è sensibilmente migliorata, così come dopo 14 giorni, e il paziente ora è guarito senza recidive, a distanza di un anno. Grazie. Grazie, grazie ancora ragazzi. Se non ci sono ulteriori domande siamo giunti alla conclusione della prima mattinata del congresso. Vi lasciamo liberi per il pranzo e ci rivediamo sempre qui in Aula Magna alle ore 14.20, con la tavola rotonda che verterà su un tema molto delicato, ovvero il fine vita nella pratica medica. Per gli spettatori che ci stanno seguendo via YouTube proiettiamo ora il QR code per rilevare la presenza di quest'ultima mattinata di congresso. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie, tra poco iniziamo, quindi accomodatevi per favore. Ragazzi accomodatevi per favore. Buon pomeriggio a tutti. Sono onorata di accogliervi nella prima sessione pomeridiana della nona edizione del congresso studentesco MOREMED. Il titolo di questa tavola è Attraversare il confine, il fine vita nella pratica medica. Un argomento di estrema attualità e importanza per noi, non solo come futuri professionisti sanitari, ma anche come figli, genitori, amici e cittadini. Come ben sappiamo un medico ha anche un ruolo sociale, ma non veniamo formati abbastanza sul come affrontare il tema della morte con i nostri pazienti e questo può portare a disagio, incomprensioni e sofferenze. Per questo motivo abbiamo deciso di affrontare il tema del fine vita tramite una tavola rotonda a più voci. Quindi è con immenso onore che invito sul podio, in veste di moderatore, il professore Leonardo Potenza, professore di ematologia presso Unimore, responsabile dell'ambulatorio di cure palliative precoci presso l'Unità Operativa Complessa di Ematologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, e direttore del Master in cure palliative precoci presso Unimore. Buon pomeriggio a tutti. Eh, prima di iniziare credo che debba ricambiare il, eh, il ringraziamento. Grazie al Comitato Organizzativo e Scientifico di Moremed per eh, avermi eh, invitato eh, e per avermi permesso di partecipare alla coorganizzazione di questo incontro. Eh, e in più mi volevo eh, congratulare con voi per, eh, per la maturità che avete dimostrato scegliendo il tema della morte e del morire come argomento di questo incontro. Il secondo ringraziamento va ai colleghi, gli amici e alle autorità che sono qua di fianco a me e alcuni di essi in sala come il professor Mario Luppi per il sostegno e l'aiuto che mi hanno dato nella coorganizzazione di questo incontro e soprattutto perché hanno deciso di eh, condividere con noi tutti la loro cultura e la loro esperienza nell'assistenza a persone con malattie inguaribili e la loro visione del fine vita. Quella di oggi è la storia di Elizabeth, una donna di 31 anni, imprenditrice, amante seduttiva, amazzone e sportiva, che purtroppo è costretta sulla sedia a rotelle da una caduta da cavallo. Elizabeth cerca di adattarsi alla nuova vita, ma tutto diventa estremamente difficile e insormontabile e nel pieno delle sue capacità, Elisabeth decide per la morte e non per la vita, e ancora una volta è costretta a viaggiare in numerosi stati per ottenere il suicidio medicalmente assistito. Ma la storia di oggi è anche la storia di Mauro, un uomo di 67 anni, un professore di matematica, marito, padre e nonno, a cui la recente diagnosi di una leucemia acuta e inguaribile ha tolto tutto. Mauro decide di farsi accompagnare in un percorso di cura finalizzato a farlo vivere il meglio possibile nonostante la sua malattia. Compie la sua vita e decide di morire a casa tra i suoi affetti e tenendo per mano la nipote di 16 anni a cui ha insegnato tutto della matematica. Credo che le domande che emergano da queste due storie e da tante altre storie come questa siano prevalentemente due. La prima è che cos'è una buona vita nonostante una malattia inguaribile. E la seconda è che cos'è una buona morte. In particolare, una buona morte è soltanto il diritto e la libertà di una persona di poter terminare volontariamente la propria vita, oppure una buona morte può essere anche la possibilità di accompagnare quella persona a compiere, a soddisfare le sue esigenze più profonde, personali, relazionali e spirituali. Ci aiuteranno a dare risposta a queste domande i nostri ospiti, che sono il dottor Sabino Pelosi, direttore della struttura complessa di medicina legale e risk management della OSL di Modena. Il dottor Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Donerio Castellucci. Arcivescovo abate di Modena e Nonantola, Vescovo di Carpi e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, è la dottoressa Elena Bandieri, oncologa e palliativista, responsabile dell'ambulatorio di cure palliative precoci della OSL di Modena a Carpi e coordinatrice didattica e organizzativa del primo master di Unimore in cure palliative precoci. Ricordo agli speaker che il tempo a loro disposizione è di 15-20 minuti. E ricordo alla platea che la discussione avverrà alla fine della quarta presentazione, che questo nostro incontro si concluderà con 5 minuti di conclusioni. Grazie mille a voi tutti di essere qua e dell'attenzione. Prego, Sabino. Buon pomeriggio a tutti. Leo, scusa, mi fai uscire da questa cosa. detto, Avevo promesso di farlo. I ringraziamenti sono d'obbligo, no? sono d'obbligo a Leo e Mario per la sensibilità che hanno avuto nell'organizzare ehm, questo incontro. Ma ehm, i miei ringraziamenti oggi vanno soprattutto a voi. È il terzo anno che vengo e eh, sono invitato a partecipare alle vostre iniziative che hanno sempre più partecipazione e sempre più pubblico. Eh, mi fa pensare davvero che il nostro futuro sia in buone mani. Sia sì, in buone mani laddove l'interesse su, su di una tematica così complicata come è il fine vita vede la partecipazione di così tanti ragazzi. È davvero un piacere, io vi ringrazio della vostra, della vostra presenza. Perché viene chiamato un medico legale a disquisire sulla normativa relativa al fine vita? Sarebbe stato, se fosse stato e se si fosse voluto un discorso più squisitamente tecnico, sarebbe stato meglio chiamare un giurista piuttosto che non un bioticista, piuttosto che non un esperto, un esperto di diritto. E, um, mi viene da pensare che il medico legale no, sia un po' una figura che sta a cavallo fra la medicina e la legge. Una volta si diceva leggere i fatti medici sub specie iuris, no, con le conoscenze e il sapere legato, legato al diritto. In realtà viene chiamato il medico legale verosimilmente per dare in un contesto come questo in cui siete tutti studenti o medici un taglio più squisitamente medico e il taglio più squisitamente medico è quello che il medico legale no, come dire, acquisisce con l'esperienza, acquisisce con l'esperienza perché al medico legale si rivolgono tutti i professionisti delle strutture ospedaliere laddove la cura di quel paziente esuli per un attimo, per un certo periodo di tempo o quant'altro dalle terapie standard. E eh, come dire, si riversi più squisitamente nell'ambito di tematiche che ineriscono il rapporto medico-paziente, che ineriscono fine vita, che ineriscono l'interruzione delle cure. Quindi, ogni qualvolta il medico si trova in difficoltà perché non ha ben inquadrato il problema che quel paziente presenta, non sotto il profilo scientifico o tecnico, ma sotto il profilo del rapporto quasi sempre si consulta con il medico legale. E si consulta con il medico legale su casi concreti. Dice guarda che io oggi ho un paziente che si presenta così, 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 così e tuttavia l'ho messo al corrente che laddove non aderisce alle cure, verosimilmente metto in pericolo, si mette in pericolo di vita, lui mi ha risposto che non gli interessa e se ne vuole andare. Il tema del rifiuto delle cure o dell'interruzione delle cure è un tema che a noi medici sta stretto. Non riusciamo in qualche modo a comprendere fin dove ci possiamo spingere e dove invece ci dobbiamo fermare. Lo sapete perché? Al di là che c'è una complessità tecnica nell'individuare un limite come questo. Succede questo perché... Io mi sono laureato nel lontano 1984, nel giugno del 1984, quindi fra qualche mese faccio esattamente 40 anni dalla mia laurea. Non ne faccio certamente un titolo di vanto, e anzi mi sento sufficientemente vecchio e anche un pochettino rimbambito. Ma riflettevo su un aspetto. L'insegnamento del nostro corso di laurea non si è modificato in 40 anni. Nonostante una medicina oggi profondamente diversa da quella della quale si poteva fruire 40 anni fa, oggi i caposaldi della nostra formazione quali sono? Anatomia umana normale, come è fatto il corpo. Fisiologia, come funziona il corpo. Poi cosa facciamo? Patologia medica e patologia chirurgica. Arrivano le malattie, no? Ci sono queste malattie, poi. Clinica medica e clinica chirurgica, come si curano le malattie che abbiamo studiato l'anno prima e poi tutte le cliniche. Si potrà dire è sempre stato così ed è così, ma in realtà un corso di laurea così impostato nel quale non c'è nessun accenno alla relazione, alla sensibilizzazione nei confronti del paziente, priva il nostro lavoro di una parte fondamentale. Nessuno ci insegna niente, nessuno ci sensibilizza sulla relazione. Abbiamo strutturato un percorso formativo nell'ambito del quale che cosa curiamo? Curiamo le malattie. Ma in realtà qual è il nostro ruolo? Noi non curiamo le malattie, noi curiamo le persone. Ma fra una malattia e una persona c'è un abisso, c'è una differenza abissale. Riprendevo proprio per dar seguito a quello che vi dicevo prima, relativamente al fatto che non è cambiato nulla. Oggi, come allora, quindi come 40 anni fa, succedeva che al termine della, forse allora erano tempi un pochettino diversi. Eh, si iniziava subito facendo la guardia medica, io sono entrato qua in specialità in medicina legale ma facevo la guardia medica, io sono di peso alla Gabizia Monte. E uno dei testi che si usavano allora, non faccio pubblicità, un testo del 1986, era l'Antonicelli, no? un manuale veloce in cui dicevi ma guardiamo che malattia è e così ha pronto la cura. Nel 1986 la prefazione fatta proprio dal giovane medico che l'aveva scritto diceva questo volumetto nasce da una grande paura, quella della prima guardia medica. Tutti coloro che l'hanno fatto o sono in attesa di farla capiscono bene ciò che voglio dire. La paura di trovarsi per la prima volta da soli di fronte a quella sconosciuta che è la malattia riconoscerla e soprattutto curarla bene. Noi ragazzi, voi ormai siete tutti avanti nel corso di studio, sapete bene che la medesima malattia, quindi la medesima patologia, no, in individui diversi può provocare effetti completamente differenti. Perché si dice che si cura il paziente e non la malattia? Perché il paziente non è la malattia, il paziente è quell'individuo con le sue emozioni, il suo sentire, la sua condizione, il suo contesto sociale, i suoi diritti. Quindi il compito che ci si chiede è oggettivamente molto più articolato. Curiamo delle persone e non curiamo delle malattie. Tutto questo ci si dirà no? che cosa ha a che fare con il tema di oggi. Prendo come riferimento, lo dicevo prima ad Onerio, quello che ho trovato riportato dal Cardinale Parolini. Il Cardinale Parolini dice, riferito alle cure palliative, dice, Le cure palliative indicano una riscoperta della vocazione più profonda della medicina, che consiste prima di tutto nel prendersi cura. Il suo compito è di curare sempre, anche se non sempre è possibile guarire. Questa è la verità. Quando possiamo guarire, guariamo. Quando non possiamo guarire, curiamo con un'attenzione ancora maggiore. Perché curare vuol dire prendersi cura. E quindi il tema di fine vita, con tutti i diritti del quale il soggetto è portatore, rientra a pieno titolo in un ambito come questo. Curiamo degli individui che sono portatori di diritti e i diritti portati dal paziente sono dei limiti in qualche modo invalicabili dal medico che li cura, normati o non normati. Questo è il cambiamento che c'è stato, no? il medico di una volta non esiste più, ma evidentemente neanche i pazienti di una volta esistono più, in cui si affidavano completamente al, eh, al professionista dicendo ma... Fai pure tu quello che ritieni possa essere più efficace nei miei confronti. D'altra parte i progressi che ha avuto la medicina sono innegabili. No? Perché oggi siamo qui a parlare di fine vita? Penso al caso Antoniani, che ha seguito Cappato o tanti altri casi, e Elohan Englaro. Cioè tutti quei casi in cui la scienza riesce a mantenere in vita delle persone che altrimenti senza quell'attività terapeutica sarebbero certamente andati incontro al decesso. Rimangono in vita, ma in quali condizioni? La possiamo chiamare vita? Si faceva riferimento in generale no, allo stato vegetativo. Leggevo un commento che era stato fatto in cui si diceva ma lo stato vegetativo, assimilando quella condizione ad una pianta, dice non ne rispecchia le caratteristiche, anche la pianta fa delle foglie, fa dei fiori, vive, lo stato vegetativo non porta a nessuna di queste condizioni, quindi c'è stato un mutamento profondo della, della medicina. Rispetto a questi mutamenti, quanto tempo ho? Scusate perché ho perso... Perfetto. Rispetto a, questi, andrò molto in fretta, rispetto a questi mutamenti della medicina, il legislatore, il giudice si è sentito tirato per la zacchetta dicendo ma evidentemente cambiando le cure, cambiando le medicine, avendo a che fare con sempre maggior frequenza con condizioni come queste, la legge che cosa fa? Si aggiorna, si deve necessariamente aggiornare e il riferimento normativo no, più facile, più immediato è effettivamente l'articolo 579 del Codice Penale o il 580. Il primo è l'omicidio del consenziente, il secondo è l'aiuto o l'istigazione al suicidio, su quale certamente è Capato dopo ci farà come dire, una storia un pochettino più articolata perché non voglio certamente rubare né tempo né argomenti a chi, a chi seguirà. E il tema L'omicidio del consenziente e del suicidio assistito nasce nel momento, stesso, nasce nel momento in cui prendiamo come riferimenti no, l'eutanasia in quanto tale, quindi il cagionare in forma attiva al decesso di un paziente, oppure il suicidio assistito favorire eh, il percorso che terminerà con la morte di quel paziente in un modo o nell'altro. È talmente tanto vero in un modo o nell'altro che nel caso di eh, DJ Fabio Capato si autodenuncia ai carabinieri dicendo l'ho accompagnato in Svizzera, quindi non dice neanche sono entrato nell'ambito delle procedure che hanno condotto al decesso di quell'individuo, ma l'ho accompagnato. D'altra parte il titolo di legge è ben specifico, dice chi assiste qualcuno che poi. E Quindi l'assistenza è intesa a 360 gradi. Evidentemente è un tipo di reato che in qualche modo va rivisto alla luce di quelle che sono le attuali conoscenze e della medicina e della legge. Le differenze, ve l'ho detto, non una condottativa e quindi è il paziente che è il medico che somministra ad esempio il farmaco, nell'altro è il paziente che si autosomministra il farmaco che tuttavia è stato consegnato dal, dal medico. Il vulnus, il punto centrale è l'indisponibilità della vita. Se la, se la vita è un bene indisponibile, in ogni caso non se ne potrà in alcun modo disporre. Consideriamo che il riferimento normativo è quello del 1930, del codice Rocco, quindi in una situazione completamente diversa da quella attuale. Il cambio di passo quando c'è stato? Il cambio di passo soprattutto a livello giurisprudenziale c'è stato negli anni 2000 con i casi Welby e di Luan Inglaro, portano con grande risonanza anche mediatica dei casi, perché poi è sui casi concreti, che parte la giurisprudenza e i casi concreti che pongono il problema reale al legislatore che in qualche modo lo deve risolvere. Cambia tutto con questi due casi. Del caso Welby, forse voi siete tutti molto giovani, non ne siete a conoscenza, comunque era un soggetto affetto da distrofia muscolare, eh, sottoposto a ventilazione meccanica assistita per la sopravvivenza. A un certo punto Welby chiede... Ovviamente capace di intendere di volere, chiede la sospensione della ventilazione assistita. Dopo tutta una serie di passaggi che non starò qui a citarvi, la, eh, la Cassazione dice: è vero, può essere sospesa la, eh, la ventilazione artificiale e così fa il medico indagato per ehm, istigazione al suicidio ma in realtà assolto perché la Corte ha detto poi che il fatto non, non sussisteva. Caso analogo seppur differente è quello di Eluana Anglaro, incidente stradale devastante, lei rimane in stato vegetativo sottoposta a nutrizione ehm, artificiale e idratazione artificiale, il papà Peppino, se non ricordo male si chiamava, a un certo punto chiede la sospensione e della nutrizione e dell'idratazione e, della e la Cassazione anche questa volta dice deve escludersi che il diritto all'autodeterminazione del paziente incontri un limite allorché da esso consegue il sacrificio del bene vita. Cassazione dice teniamo ben presente i diritti del paziente e in determinate condizioni accettiamo il fatto che il paziente decida consapevole di sospendere o la nutrizione oppure l'assistenza ventilatoria. Si arriva alla legge, la famosa legge del 2017, la 219 del 2017, che è quella delle direttive, eh, delle direttive anticipate. E non mi soffermerò su questo perché voglio arrivare al caso fondante, che è quello del G. Fabio, a proposito della normativa. Non ho detto, ma lo dico adesso, che in Italia ancora aspettiamo, probabilmente aspettiamo dal 2018-2019, una legge che normi no? il tema del fine vita. In realtà, a mancanza di questa legge, abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale, della Consulta, che tuttavia apre una prospettiva ampia e la apre relativamente al caso di Fabiano Antoniani. Niente da dire, c'è Cappato, l'ha seguito lui. Solo dire, anche in questo caso, adesso non ricordo se aveva 36 o 40 anni, era giovane comunque. A questo incidente stradale è devastante, rimane cieco, una necessità sottocorticale, tetraplegico, parzialmente assistito nella ventilazione, con questi dolori addominali allucinanti, scarsamente refrattare alla terapia medica che veniva, che veniva somministrata. Dopo due anni e dopo un tentativo, mi sembra fatto in India, con le cellule staminali relativamente alla possibilità di ripresa o non ripresa, peraltro fallito, decide effettivamente che per lui è arrivato il momento. Ci sono tutta una serie di passaggi che non starò qui a dirvi, alla fine eh, il, il paziente accompagnato va in Svizzera dove effettivamente termina la sua vita. Nasce da questo caso un dibattito giurisprudenziale relativamente, promosso da Cappato, relativamente al fatto che si trattasse o meno di aiuto al suicidio. Da lì nasce tutta giurisprudenza, c'è un PM di Milano che è rinviagliato alla Corte d'Assise di Milano, dicendo: Ma secondo me l'articolo 580 è un articolo incostituzionale, perché in un caso come questo non si possono revisare i requisiti dell'aiuto al suicidio e viene portato tutto alla Corte Costituzionale. Sapete che la Corte Costituzionale è l'organo principe indipendente al quale ci si rivolge. Per vedere se una legge è costituzionale o incostituzionale. La Corte Costituzionale prende in considerazione il caso, va davanti perché non ho poco tempo, e dice: in un caso come questo, nello specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificativamente, nonché irragionevolmente, la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, imponendogli in ultima analisi un'unica possibilità di concedersi della vita. Il caso Faber era ancora più complicato, perché a Faber è stata proposta la sospensione. No, della ventilazione assistita e la sedazione profonda. Ma Fabio aveva detto, siccome è un iter oggettivamente molto lungo, io non voglio che di questo iter debba soffrire mia madre e la fidanzata. E quindi voglio una morte breve. È per questo che ha chiesto, rispetto agli altri casi, la somministrazione di un farmaco. Così si esprime la Corte Costituzionale che dice ancora... La Corte dice che non c'è nulla di contrario no, relativamente al divieto di sanzionare l'aiuto al suicidio. Quindi l'aiuto al suicidio rimane tale come articolo di legge, il 580. Purtuttavia esistono dei casi, e poi ne individua le caratteristiche, nei quali è possibile in ogni caso procedere secondo le volontà di quel paziente. Lo dice e dice rispetto all'articolo 580 va individuata una circoscrittaria di non conformità istituzionale della fattispecie criminosa che corrisponde, quindi dice in questi casi si può fare, che corrisponde ai casi in cui l'aspirante suicida si identifica in una persona che ha maturato autonomamente e liberamente il proposito suicida, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisico-psicologiche che è la reputa intollerabile, pienamente capace di prendere decisioni libera, libere e consapevoli. In altri termini, ritiene la consulta, non è applicabile l'articolo 580 a chi aiuti qualcuno a suicidarsi, purché sussistono le quattro condizioni. Da qui. Si aspettava effettivamente una proposta di legge da parte del Parlamento che normasse a livello nazionale, no? l'iter e quindi delimitasse il campo di azione, di riferimento rispetto alle indicazioni che aveva data la consulta, legge che ancora ovviamente non c'è perché in Italia purtroppo siamo un paese in cui tutto viene rinviato e in cui le regioni, soprattutto l'Emilia-Romagna in autonomia, hanno comunque deciso di procedere quantomeno organizzando. Sulle basi della delibera regionale le indicazioni per poter giungere al suicidio medicalmente assistito. Tutto questo e ho concluso solo per dire che i tempi sono cambiati. Sono cambiati per noi medici, ma soprattutto sono cambiati per voi. I diritti del paziente sono dei diritti inalienabili, dei quali dobbiamo prendere assolutamente conto e tenere in considerazione nel momento stesso in cui. Esprimiamo delle scelte terapeutiche che non possono che essere condivise. La legge è su questa falsa riga ed è la falsa riga che noi dobbiamo necessariamente seguire per essere non solo dei bravi medici, ma probabilmente anche delle persone migliori. Vi ringrazio, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie Sabino, la seconda relazione è di Marco Cappato, che invito, grazie mille. Sì, no, si grazie, grazie per l'invito, eh, chiedo scusa per aver inviato 22 secondi fa una slide, eh, però poi se non ci riesceva niente nel senso che la colpa è mia è da militante è che sono, perché non sono un medico, non ho altra competenza specifica se non quella dell'imputato o del plurimputato. Pluri poi oltre a dirvi come la penso, chiedo anche chi vorrà ovviamente una mano sulla battaglia sulla quale siamo impegnati, perché effettivamente sono stato imputato per due volte e due volte assolto per un articolo del 1930 del codice penale istigazione aiuto al suicidio chiunque aiuti agevoli in qualsiasi modo senza fare distinzione se è una persona disperata che si sta buttando dal balcone o se è un malato terminale che vuole eh, sospendere la propria vita anche perché nel 1930 non c'erano anestesie, riemmazioni quindi non era quello l'obiettivo del eh, regime di allora, e un reato punito da 5 a 12 anni di carcere. Sono stato assolto sulla base della sentenza della Corte Costituzionale per il processo Fabiano Antoniani di Jay Fabo e anche per il processo Davide Trentini. Ora insieme a altre 10 persone attendiamo l'eventuale rinvio a giudizio per altri 5 processi, per altre 5 persone che abbiamo aiutato a andare in Svizzera con la differenza che quelle persone potrebbero non essere ricomprese nelle fattispecie definite dalla Corte Costituzionale sul caso Antoniani, cioè dell'essere tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte Costituzionale, lo dico sempre a chi dice, non c'è una legge in Italia, no, in Italia di leggi ce ne sono. E in realtà non saremmo neanche messi così male se fossero rispettate adeguatamente, perché abbiamo il codice penale del 1930, 5-12 anni di carcere sull'aiuto al suicidio e 6-15 anni di carcere sull'aiuto alla morte del consenziente, però abbiamo anche la Costituzione italiana. Nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la sua volontà. Dalla Costituzione italiana, attraverso i casi, Wellbi, Englaro eccetera, siamo arrivati oltre alla legge sulle cure palliative che stabilisce le cure palliative come un diritto, non come un'opzione che non vale solo per i malati terminali, è il diritto a non soffrire, ma non solo alle terapie del dolore, anche le cure palliative nel senso di assistenza sul piano psichico-psichiatrico. Abbiamo una legge che consente quindi l'attuazione della Costituzione, interruzione o ehm, rifiuto di qualsiasi terapia medica. È la persona a decidere, è il paziente e la paziente a decidere. Testamento biologico nessuno lo sa, non l'ha fatto neanche l'1% degli italiani perché la legge prevedeva una campagna pubblica di informazione che non è mai stata fatta, quindi meno dell'1% delle persone l'ha fatta, ma prendendo un qualsiasi foglio di carta chiunque di voi scrive le proprie volontà, il fiduciario, certo è meglio parlarne col medico e domani mattina va in comune a Modena e lo deposita gratuitamente, ma non lo sa nessuno. E poi la sentenza della Corte Costituzionale che ha forza di legge e quindi è legge in vigore nello Stato italiano oggi, tanto che quattro persone hanno ottenuto legalmente alla luce del sole e in due casi con l'aiuto attivo del servizio sanitario il suicidio assistito, quindi non è una mia tesi, è quello che è accaduto nelle Marche, in Friuli, in Veneto e in Toscana. Perché la Corte Costituzionale ha detto che non si applica quell'articolo del 1930 nel caso di Gefabo, l'aiuto fornito da me, perché e non si deve applicare per persone che siano in queste condizioni. Capacità di intendere e di volere, persone lucide e consapevoli che possono scegliere su se stesso. E questo è l'aspetto fondamentale, è l'unica risposta che posso dare anche alle domande iniziali di Leonardo Potenza, Elisabeth, Mauro, quale di queste è una buona morte? Lo scelgono Elisabeth e Mauro, che hanno fatto scelte diverse, ma non è detto. La persona che lotta per vivere e che magari lotta anni... Per vivere, per sopravvivere contro la malattia a un certo punto dice basta, non ci sono i malati che vogliono vivere e i malati che vogliono morire, non funziona così. Si arriva a un punto in cui non ce la si fa più e si diventa una persona che sceglie altro. Dov'è il limite? Ciascuno lo può stabilire per se stesso, non si può pretendere, non si deve pretendere di stabilirlo per gli altri. Ed è anche no, la, la, la risposta, la buona morte, chiedeva Potenza, è soltanto il diritto a scegliere di morire o anche la possibilità di essere accompagnati? Di aver... È tutte e due ovviamente e anche qui deve poter decidere la persona, curare sempre. Ricordava, eh, ricordava Sabino Pelosi curare sempre, ma ovviamente con il consenso del paziente. L'epoca del paternalismo medico è finito, ciascuno deve poter decidere su se stesso, naturalmente essere aiutato al massimo a vivere, a non soffrire, alle cure palliative, ma se poi quel limite a un certo punto è valicato, allora se noi imponiamo la nostra scelta come Stato, come potere di qualsiasi tipo, come parenti, approfittandoci della debolezza della persona, allora quella diventa una violenza, diventa una tortura che io penso uno Stato democratico, liberale, non dovrebbe potersi permettere. Quindi, la Corte Costituzionale, primo criterio, la persona libera di scegliere. Se vi dicono. Vogliono ammazzare quelli che hanno preso un brutto voto a scuola, i disperati. È falso. È falso. Perché quelle persone ovviamente non rientrebbero nemmeno in questo primo criterio. Poi c'è la patologia irreversibile, naturalmente. Perché una patologia curabile, nemmeno in Olanda, in Belgio, non dà il la possibilità e il diritto di accedere all'eutanasia. La sofferenza la Corte costituzionale scrive fisica o psichica insopportabile, e poi questo quarto criterio che si attagliava al caso di Fabiano Antoniani, ma che noi contestiamo e per questo abbiamo ripreso le azioni di disobbedienza civile, cioè essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Ne contestiamo una interpretazione restrittiva per il quale potrebbero rientrare solo le persone attaccate a una macchina. Vi faccio l'esempio più comune che fa due terzi delle eutanasie in Olanda e in Belgio, i malati terminali di cancro. Non sono, nel, in senso strettamente inteso, possono non essere considerati dipendenti da trattamenti di sostegno vitale. Non sono sottoposti a una cura che appena la smetti, come per Fabiano, la ventilazione artificiale, se la interrompi nel giro di qualche giorno andava incontro alla morte. Ma un malato terminale di cancro no. E allora che senso ha applicare in modo restrittivo un criterio di genere? Non è una discriminazione? Attenzione, il Comitato Nazionale di Bioetica l'ha detto otto anni fa quando l'ha detto. Si potrebbe arrivare al paradosso che un malato di SLA sta per dover essere attaccato al respiratore, sapete la, la, la terribile progressione della SLA, vorrebbe decidere di non farlo, di essere quindi aiutato eh, a morire, eh, ma non è ancora attaccato al respiratore. Allora cosa facciamo? Mi attacco al respiratore per poter morire? Diventa un trattamento sanitario? se non obbligatorio, forzato, queste sono le incongruenze che pone oggi la legislazione. Ecco perché eh, con l'associazione Luca Coscioni insieme a un'organizzazione ad hoc che ho creato eh, perché potrebbe essere un'associazione a delinquere, siamo dieci persone potenzialmente condannabili. Da 5 a 12 anni di carcere, nel mio caso per 5 procedimenti giudiziari, eh, abbiamo aiutato persone che erano eh, pazienti oncologici terminali eh, o mh, diciamo, patologie simili a eh, accedere all'aiuto alla morte volontaria in Svizzera. La Corte Costituzionale a giugno dovrà. Proprio esprimersi su questo punto, la Corte Costituzionale aveva chiesto nel 2018 al Parlamento di fare una legge. Gli ha dato un anno di tempo, il Parlamento non l'ha fatta, nel 2019 ha fatto questa sentenza con forza di legge, ma ha raccomandato al Parlamento di intervenire. Il Parlamento non ha mai fatto nulla su questo da allora e ora stanno discutendo dei testi di legge che sono la quasi totalità peggiorativi rispetto a peggiorativi dal mio punto di vista ovviamente, rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale. C'è chi vuole addirittura cancellare il testamento biologico dicendo che la nutrizione e l'idratazione artificiale non sono trattamenti sanitari, quindi andando contro a tutte le linee guida mondiali su questo, a parte il fatto che uno ha il diritto di rifiutare il cibo e l'acqua, no? quindi si crea una categoria apposta che non è trattamento sanitario, ma non è neanche ciboac, insomma loro vogliono dire che sono cose che possiamo imporre con la violenza contro la volontà del malato. E poi ci sono altre proposte, comunque la maggior parte restrittive, eh, creare l'elenco rigido degli obiettori di coscienza come sull'aborto, in realtà la Corte Costituzionale non impone al singolo medico di prestare aiuto all'autosomministrazione di sostanze letali, impone al Servizio Sanitario Nazionale di rispettare, di rispettare quella volontà. Quindi questa è eh, la eh, situazione in sintesi. Quindi si può fare tutto questo. Eh, rifiuto delle terapie, sospensione delle terapie, sottosedazione con cure palliative, si può fare il testamento biologico. Si può fare il suicidio assistito se si è in quelle quattro condizioni, vedremo dalla Corte Costituzionale quanto ampiamente interpretate. Cosa non si può fare? Non si può fare l'aiuto alla morte volontaria per persone che siano considerate non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, e poi non si può chiedere l'intervento del medico, cosiddetta eutanasia attiva. E qui. Ciascuno qui non è un problema medico o un problema giuridico, è prima di tutto un problema eh, secondo me morale, nel senso della morale che ciascuno dà individualmente, cioè se una persona ha diritto a autosomministrarsi una sostanza letale, quindi in quel modo ha diritto a morire. Che senso ha per una persona come DJ Fabo come Fabiano? che non muoveva più nulla, avrei dovuto fare per un'ora le prove con la bocca così per riuscire a mordere un mouse sul quale era posizionato il pulsante che attivava eh, la sostanza per l'autosomministrazione. Che senso ha? Cioè perché se lo fa da solo, allora moralmente siamo tutti a posto. Se invece è il medico che lo deve aiutare, un medico che è d'accordo ovviamente, non un medico che è contrario, allora diventa un crimine punito da 6 a 15 anni di carcere. Cioè un medico olandese, belga, spagnolo che facesse questo sarebbe punito da 6 a 15 anni di carcere. Allora, eh, sicuramente il diritto, la, la, la politica dovrebbe stare il più possibile fuori da questo tema. Io sono d'accordo con chi lo dice apparentemente in contrapposizione alla battaglia che stiamo facendo. Certo, non è la cosa che si risolve con i codici penali, ma se noi facciamo pendere come la spada di Nabocle minacciamo i malati, i parenti, i medici, i professionisti, gli infermieri con lo spettro del codice penale da 5 a 12 anni di carcere, come possiamo pensare che queste scelte siano... Compiute con l'alleanza medico-paziente. Ma che alleanza è se poi nel momento in cui non siamo d'accordo c'è di mezzo il tribunale e il carcere? Allora, nessuno è contro le cure palliative, ovviamente. Mettere in contrapposizione le cure palliative col diritto all'autosomministrazione di una sostanza letale se si è in quelle condizioni è un modo, a mio avviso, falso e ingannevole di porre il problema. Perché tutti siamo d'accordo con fornire al massimo al meglio le cure palliative, ma anche col fatto che se lo si fa questo può prevenire delle richieste di suicidio. Questo è vero. Io sono contattato e siamo contattati con l'Associazione Luca Coscioni quotidianamente da persone che chiedono, ma molte di loro non avrebbero diritto a ottenerlo neanche in Olanda. La domanda è: ma queste persone devono scrivere a noi o dovrebbero potersi rivolgere con un minimo di fiducia al loro Stato e magari lo Stato constata? che chiedono di morire perché non sono seguiti adeguatamente sulle cure palliative. Allora evidentemente la risposta non è dargli la morte, è dargli le cure palliative. Perché sono persone che hanno problemi psichiatrici irrisolvibili e allora fornire assistenza psichiatrica, assistenza psicologica, persone disperate per motivi economici, assistenza sociale. Siamo tutti d'accordo. Il problema è che si governa una situazione del genere alla luce del sole. Nella clandestinità non si governa nulla. La disperazione nella clandestinità è ancora più disperazione. Gli abusi sono ancora più abusi. Quelli che vogliono far fuori il malato per i motivi più abietti, l'eredità le cose se non ci sono regole accadono ancora di più queste cose. Io penso che con i nostri avversari, almeno con coloro che non ne fanno un feticcio ideologico, ma si pongono il problema di essere al servizio della persona che soffre, c'è una grande unità possibile su questa battaglia sulle cure palliative, ovviamente nessuno è per la morte. Il nostro co-presidente Michele De Luca è qui presente in prima fila, uno dei più grandi scienziati italiani, e qui a Modena cerca di salvare la vita ai bambini farfalla e ci mancherebbe, anzi, mai il problema è che è una ricerca che spesso non riesce a essere finanziata, non riesce a essere sostenuta. Ma è evidente che siamo tutti d'accordo su questo. Il problema, però è cosa succede se poi a un certo punto la persona non ce la fa più. Qualsiasi palliativista, mi sbaglierò, anzi non voglio parlare per i palliativisti, diciamo quelli con i quali ho parlato io confermano che le cure palliative possono fare tantissimo, ma non sempre possono fare tutto. DJ Fabo era in cura nei migliori ospedali di Milano, non è che fosse abbandonato a se stesso, aveva una fidanzata, una moglie che stavano con lui una fidanzata o una madre che stavano con lui tutto il giorno quindi non è vero attenzione però attenzione però il presidente dicendo le cure palliative risolvono poi vado a chiudere il presidente della regione Emilia Romagna ex presidente Antonio La Laforgia malato terminale oncologico chiedeva di essere aiutato a morire è stato sedato la sedazione palliativa quello che dice Fabio non voleva la procedura è troppo lunga e si diceva: Vabbè, ma se tu puoi morire con la sedazione palliativa, perché vuoi assolutamente andare in Svizzera? La Forge è morto dopo una settimana, però dopo tre giorni si è svegliato. Dopo tre giorni di cure, di sedazione profonda. Evidentemente le avevano sedato, l'ha raccontato la moglie, troppo poco. Evidentemente chi l'ha fatto aveva il terrore che gli si potesse imputare magari un'overdose di. Di, di farmaco, di sostanza palliativa. Questo è, se è successo all'ex presidente della regione, figuriamoci che cosa può succedere. E quindi noi chiediamo anche, ed è quello che se, finisco con, con questo: è quello su cui siamo impegnati in questo momento è siccome, siccome si può fare l'aiuto. Alla, alla morte volontaria, all'aiuto medico alla morte volontaria, la legge c'è, perché la sentenza della Corte Costituzionale ha valore di legge, chi è che la deve attuare? I servizi sanitari regionali. Nelle marche ci hanno messo due anni ad andare a casa di Federico Carboni, due anni che aveva chiesto di essere aiutato a morire, dopo due anni perché condannati per due volte dal Tribunale di Ancora sul nostro ricorso, finalmente sono andati a verificare che effettivamente aveva le quattro condizioni. Allora noi in questa legge regionale che proponiamo anche in Regione Emilia Romagna, che ha approvato delle linee di indirizzo, ma che hanno un valore eh, diciamo, meno vincolante, non entro nei dettagli giuridici, che ci sia un termine breve per verificare le condizioni del paziente. Ma attenzione, non perché siamo per la morte, perché abbiamo fretta di farlo morire, ma perché se si verifica subito che magari non è nelle condizioni previste dalla Corte Costituzionale e si può ancora fare qualcosa con le cure palliative e con l'assistenza psichiatrica, allora bisogna farlo subito. Agire tempestivamente non vuol dire fare morire più in fretta. Significa essere tempestivi nel rispettare la volontà del paziente ed eventualmente anche prevenire il suicidio se lo si può fare e se lo si vuole fare, altrimenti diventa una battaglia ideologica e non è quello che stiamo portando avanti. Per cui eh, chi fosse eh, interessato ovviamente a partecipare, a dare una mano a questa iniziativa, spero che saremo sempre di più. Grazie. Grazie Capato, è con mio piacere che invito Donerio Castellucci per la sua presentazione. Comincio anch'io con un grazie, grazie agli organizzatori, complimenti per questa presenza così massiccia e intensa. Grazie naturalmente ai relatori. Un mio grazie particolare al professor Potenza, al professor Luppi, alla dottoressa Bandieri, anche al dottor Pelosi e al dottor Cappato. Credo che sia chiaro che siamo tutti per la dignità e eh, che non abbia senso creare dei muri di contrapposizione come a volte purtroppo anche nel dibattito, nel dibattito pubblico si verifica tra eh, chi si accusa da una parte e dall'altra. Quindi grazie anche per questo tono costruttivo che è stato dato al convegno di oggi pomeriggio. A me è stato assegnato eh, l'argomento, la dignità della persona che muore dal punto di vista della spiritualità. Io la incentrerò non tanto sui principi quanto sull'incontro con, eh, con i volti, sapendo naturalmente che eh, nella tradizione occidentale e nella tradizione cristiana che ha contribuito anche a questo, la nozione di persona comporta due ingredienti entrambi fondamentali, individuo e relazione. Finché e da quando una persona è viva è individuo in relazione anche quando non lo sa, anche quando dorme o quando non lo sa ancora perché è neonato, o quando non lo sa più perché ha perso coscienza di sé. Individuo in relazione. Questo è importantissimo perché se noi ci dimentichiamo l'individuo, la consistenza individuale, eh, la persona diventa una rotella della collettività e apriamo la strada ad ogni forma di statalismo. Se noi ci dimentichiamo la relazione e sottolineiamo solo l'individuo, apriamo la strada ad ogni individualismo. Una persona, dunque, è un individuo in relazione, cioè è diversa da ogni altra. Nessuno è un numero, chissà quante volte come studenti di medicina l'avete sentito, non, non è un numero il malato. Nessuno è una categoria, nessuno è semplicemente un caso, ma ciascuno è una storia complessa, intrecciata con altre storie. Ciascuno è un'esperienza fatta di dolori e di gioie. Ogni persona cioè è un mondo. E allora per cercare di mantenere questa ricchezza della persona, il criterio generale che eh, si, si è dato la Chiesa eh, circa questi temi di cui stiamo parlando, ma naturalmente parlo di criteri generali, poi vengo alla persona, è di evitare sia l'accanimento terapeutico sia l'eutanasia. L'accanimento terapeutico, questa forse è la parte meno nota, è sempre stata rifiutata dalla Chiesa, pensiamo già più dodicesimo negli anni 50. L'accanimento terapeutico è un tentativo sproporzionato rispetto alle possibilità di guarigione, ai desideri della persona, delle, sue, eh, delle persone in relazione con lei, alle possibilità di uscire da quella situazione, un desiderio, eh, una sproporzione. L'accanimento terapeutico non è rispettosa della dignità umana. Nella tradizione della Chiesa, ribadita anche recentemente da Papa Francesco, l'altra sponda è l'eutanasia, l'eutanasia come eh, procurare direttamente la morte. Ma voi capite che queste sono due sponde estreme, anche i due interventi che mi hanno preceduto ce lo hanno dimostrato. Non... È difficile definire in maniera così precisa certe situazioni. In mezzo ci sono le persone, con le loro storie complesse, con la loro vita, con la diversità delle loro attese, dei loro desideri, con un complesso di relazioni differenti l'una dall'altra. Come orizzonte di questo tema della spiritualità c'è la prospettiva della morte. La morte è certamente rimossa nella nostra cultura, questo non lo dico io, lo dicono da decenni gli specialisti, è rimossa con due modalità, la spettacolarizzazione e la censura. Non è forse tanto la morte che fa paura, è il morire, il processo che ci porta alla morte, perché la morte... Eh, viene gradualmente avvicinata nella nostra esistenza. Quando muore una persona cara è una parte di noi che si stacca e va con lei. Quando sentiamo a rischio la nostra vita, quando viviamo una malattia, quando sperimentiamo forti delusioni affettive, momenti di divisione, sono tutte piccole esperienze di morte. È piuttosto il morire che ci fa paura perché è un avvicinarsi alla solitudine, è lo scioglimento di ogni legame. Si scioglie sia il tessuto individuale sia il tessuto relazionale con la morte. Questo per il credente, per il non credente, è diverso certamente il tipo di attese, per, per il credente la morte non è la conclusione di tutto ma è un passaggio. Ma per tutti la morte è la fine di un tipo di vita, e quindi a tutti la morte e il morire fanno paura, danno timore. La spiritualità, il tema che mi è stato assegnato in questo contesto, che cos'è? Non è semplicemente il credere nella vita eterna. Questo è certamente una base per chi ha fede. Ma la spiritualità è quello spazio di senso che viene interrogato ogni volta che siamo di fronte alla, alle grandi domande. Il filosofo Kant, spero di non evocare ricordi liceali troppo fastidiosi, il filosofo Kant diceva che lo spazio esistenziale, le domande esistenziali sono da dove vengo, chi sono, dove vado, hanno tutte a che fare con la speranza. Per me la persona spirituale, al di là che abbia fede o meno, che sia di una religione o dell'altra, è la persona che coltiva una speranza e che a un certo punto dà il nome a questa speranza. La speranza che cos'è? È, è l'attesa di essere amati. E la speranza viene meno quando uno non attende più di essere amato, quando uno non può più aspettarsi un abbraccio un bacio, un sorriso. Tante volte nel mio ministero, quando ero parroco, visitando le famiglie e incontrando specialmente persone anziane, mi sono sentito dire ma che significato ha la mia vita? Non ho più nessuno, i miei figli sono lontani. È una caduta di speranza e questo va preso sul serio, va preso sul serio perché va accompagnato, se è possibile va anche colmato di qualche abbraccio, di un affetto. Io credo che la spiritualità sia questo. Vi racconto in 30 secondi o poco più la morte di mia mamma. È stato chiesto dalle ragazze che ho incontrato per l'organizzazione se possiamo fare riferimento a qualche situazione. Eh, io faccio riferimento a questa perché l'ho vissuta direttamente come prete. Ho accompagnato anche altre persone, purtroppo anche giovani, ma no, quasi dieci anni fa eh, morì mia mamma, dopo, era molto anziana, dopo un periodo di demenza senile eh, abbastanza prolungato, però qualcosina capiva, oh, mi sono reso conto lì che forse la fine della vita, almeno in queste situazioni di eh, degrado mentale, assomiglia all'inizio della vita, cioè non sono più in grado, come i bimbi non sono ancora in grado, magari neonati, di formulare dei concetti, di esprimerli con la bocca, ma capiscono se sono amati. E proprio verso la notte in cui è morta mi ero accorto abbastanza bene che stava precipitando la situazione, ho chiamato un'infermiera che abitava vicino alla chiesa parrocchiale e che aveva seguito anche prima mia mamma e le misurava la saturazione e mi ha detto: eh, Siamo in una situazione molto critica. È bene chiamare il pronto soccorso. E io ho detto: Forse no, forse no, perché era già stata in ospedale diverse volte negli ultimi mesi, aveva avuto anche dei trattamenti molto pesanti, ho detto: Forse è il momento. E infatti in quel momento mia mamma si è girata verso l'infermiera e ha detto: Dov'è mio figlio? E allora lei le ha messo la, la sua mano nella mia, ha tenuto semplicemente così e poi si è girata ed è morta. Io non mi sono pentito di non avere chiamato il pronto soccorso, attivato, perché ho capito che era la conclusione e forse il modo di accompagnare degnamente mia mamma all'ultimo passo era proprio quello della mano nella mano e c'è una frase forse la dottoressa Bandieri riesce a ricostruire l'origine che mi ha molto colpito io ho trovato che potrebbe essere sia di Cecily Saunders e, e, e sia di Rita Levi Montalcini che dice quando eh, non eh, dice quando non ci sono più eh, Giorni per la vita, deve esserci la vita per i giorni. Cioè a un certo punto bisogna prendere atto che la vita sta declinando, si deve fare tutto ciò che si può, e faccio adesso un cenno finale alle cure palliative. Poi bisogna riempire di vita quei giorni. Che cos'è che riempie il nostro tempo di vita? È l'affetto, è l'amore. Prima. Nello stesso tempo eliminare il dolore. È importantissimo il richiamo fatto da entrambi i relatori precedenti al diritto delle cure palliative. È un diritto purtroppo spesso disatteso nella pratica, è un diritto affermato ma tante volte irraggiungibile. E il eh, primo vantaggio delle cure palliative ha a che fare proprio con la dignità della persona, togliere il dolore, perché è una persona. Che soffre e che soffre in modo sproporzionato, eh, è una persona abbruttita dal dolore. C'è altro ricordo liceale forse? Un poeta medievale, Jacopone da Todi, che scrive una Lauda delle malattie. Penso che se qualcuno è interessato alla storia della medicina se la possa andare a leggere. In questa Lauda delle malattie, lui, pensando che sia un afflato cristiano, chiede al Signore di mandargli tutte le malattie, fa un elenco di una trentina di malattie, alcune delle quali forse non esistono neanche più, perché dice se mi mandi questa, quest'altra, io sarò più vicino a Cristo in croce. Questo non è un atteggiamento cristiano, ecco, poi è stato scomunicato, secondo me hanno fatto bene, perché non è un atteggiamento cristiano, il dolorismo non è cristiano, al di là di quello che a volte è stato detto o si pensa. Cristo non è andato in croce perché voleva soffrire, è andato in croce perché ha voluto amare fino in fondo e ha sopportato le conseguenze di un amore che è condivisione. Allora il tempo che resta nella vita va riempito dal dono e questo è anche il senso vero delle cure palliative. Ne, diciamo in negativo togliere il dolore che è fondamentale, in positivo dare relazione, riempire quei giorni di vita. Dare relazione, permettere alla persona di rincontrare amici con cui aveva perso i contatti, permettere di incontrare eh, i familiari, i caregivers, avere relazioni col medico, con gli operatori della salute, spesso questo è talmente importante che allunga anche la vita, perché dà altri motivi per, per vivere e riempie tutti di gratitudine. Ne parlerà penso la dottoressa Bandieri che ha tanta esperienza in questo campo, ma sentire dire grazie delle persone rivoltesi agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, dopo che il loro parente, la mamma, il papà, il marito, la moglie è morto, è inconsueto. Ma il grazie ovviamente non è perché è morto, è perché quei giorni sono stati riempiti di vita. E vorrei chiudere, anzi chiudo, non solo vorrei, con l'etimologia che ho trovato di cure palliative. Io ho scoperto, proprio dal professor Lupi e dalla dottoressa Bandieri e anche dal professor Potenza, cosa sono le cure palliative precoci, che sono un valore aggiunto rispetto alle cure palliative, ma ce ne parlerà la dottoressa. Ma ho cercato l'etimologia di palliativo, perché oggi palliativo no? è un palliativo, vuol dire qualcosa se non si può fare meglio. Invece palliativo sembra proprio che venga da pallio. Pallio è il mantello, è il mantello che, l'origine sembra questa, San Martino ha condiviso col povero. No, San Martino di Tour, la storia che sappiamo tutti, l'11 novembre si festeggia le castagne, ma si festeggia perché? perché ha incontrato un povero nella sua strada e ha diviso a metà il mantello. Attenzione, non gliel'ha dato tutto, altrimenti sarebbe morto lui di freddo e quindi avrebbe avuto un risultato uguale e contrario. L'ha diviso a metà. Palliativo non è alternativo di serio, di importante, di efficace. Palliativo significa condiviso. La cura palliativa è la cura che condivide una relazione, che regala e riceve affetto. Grazie mille, Donario. Elena è già là per una relazione dal titolo La sofferenza di una malattia incurabile, le cure palliative precoci e la relazione medico-paziente. Grazie Elena. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie in particolare a Giorgia e a Laura, in rappresentanza di tutto il gruppo studentesco e al professor Potenza per questo graditissimo invito a essere qui oggi. Io inizierei questa questi 15 minuti con la presentazione di, di un dato di uno studio sociologico e demografico appena pubblicato sul tema del suicidio assistito, quello di cui parliamo oggi, e sull'eutanasia. È, è studiato in 13 paesi del mondo e 8 in Europa, in tutti i cioè paesi dove questa pratica. Uh, presenta una forma legale. Mi uh, sembra interessante osservare il primo dato. Il ricorso a questa pratica è dipendente dal tipo di legislazione che si connette a suicidio assistito e l'eutanasia. Dove è esercizio della libertà del singolo, ad esempio in Olanda, in Belgio, in Svizzera, anche in Canada, il ricorso è molto elevato raggiungendo il 5% della popolazione con un trend di crescita costante e progressivo. Dove il ricorso è, condiziona, è condizionato, ad esempio, dalla presenza di dolori incoercibili, inestinguibili, dopo aver utilizzato tutti gli strumenti medici, le cure palliative, la sedazione palliativa terminale, l'utilizzo è dal punto di vista quantitativo stimato a essere 10 volte minore. Credo che l'aspetto più importante di questo studio ci rimanda forse al tema centrale di cui tutti oggi, tutti quanti parliamo. La larga maggioranza dell'opinione pubblica mondiale in questo momento esprime un parere assolutamente favorevole rispetto a questa pratica. In che senso? La motivazione di accordare un parere favorevole a questa pratica è legata alla motivazione. È una modalità per dare risposta a delle sofferenze indicibili, inestinguibili. Quindi gran parte della popolazione mondiale sicuramente presenta un atteggiamento favorevole nei confronti anche delle cure palliative, nella misura in cui le cure palliative nascono proprio in risposta a delle pratiche appunto, che devono garantire l'assenza di sofferenza. Mi sembrava da medico un dato quantitativo importante andare a vedere in questa statistica mondiale qual è la causa, la patologia prevalente per cui c'è richiesta di questa pratica e soprattutto si attua questa pratica. Il quasi il 65% dei pazienti sono pazienti oncologici. Allora, credo che sia importante fare una precisazione rispetto al tema di cui mi è stato assegnato il compito di parlare di cure palliative. Che cosa sono le cure palliative? Innanzitutto, ricordiamo che nascono in un momento storico passato, sono passati quasi 70 anni dalla nascita delle cure palliative di fine vita. E, e mi piace interpretare così l'origine assolutamente rivoluzionaria negli anni '60 delle cure palliative e della sua fondatrice, Dame Cecil Sonder, ambiente anglosassone che sostanzialmente eh, interpretava in ambito medico per la prima volta il senso heideggeriano della cura. Heidegger, un filosofo tedesco della prima metà del Novecento, identifica nella cura il fondamento ontologico dell'esistenza umana e incomincia un dialogo serrato, critico, molto pesante nei confronti della medicina. Heidegger ricorda i medici della, prima del anzi della seconda metà del Novecento che e secondo l'accezione di Cartesio, la medicina è stata separata, lo, diceva, lo dicevi tu appunto all'inizio: in due parti, la res cogitans e la res extens, separando in modo quasi definitivo la componente corporale, la malattia, l'organo, rispetto a tutta la componente umana. Per cui Heider cosa fece? Suggerì alla medicina un pensiero filosofico che rappresentasse il superamento di questa separazione e portasse a assicurare per la prima volta una visione olistica. Fu proprio quello che le cure palliative d'origine fecero, cercando di riunire l'identità umana dell'uomo che è rappresentato sì dal corpo, dalla malattia, dall'organo malato, ma anche dalla componente psichica e anche dalla componente spirituale. L'uomo nella sua interezza. E eh, sapete qual era una specie di mantra che Cicely Sonder eh, diceva a tutte le persone che entravano nel primo ospite della storia, St. Christopher a Londra? Erano queste parole: Tu sei importante perché sei tu e sei importante fino all'ultimo momento della tua vita. Noi faremo qui ogni cosa possibile non solo per permetterti di morire in pace, ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte. Storico fu un momento di pubblico, di dibattito tra Cicely Sonder e Colin Brooke, il presidente dell'Euthanasia Society of London in cui, eh, un dibattito interessantissimo con tanti spunti, ma in cui alla fine la criticità che muoveva Cicely Sonder, la fondatrice del movimento delle cure palliative era sostanzialmente rappresentata da questo punto. Eh, lei si dichiarava eh, critica nei confronti di quello che chiamava l'Istituto della Morte perché annullava in modo definitivo lo spazio di relazione medico-paziente, l'unico spazio in grado di accettare il senso stesso della morte di una persona attraverso la ricerca del senso della vita. Vi ricordo che negli anni 60 fu questa donna che introdusse in medicina il concetto di dolore totale. E vi ricordo che il dolore totale rappresenta il paradigma del dolore da cancro, ricordandovi anche che dal punto di vista dei dati storici, il 92% dei pazienti che entravano al St. Christopher a Londra avevano, erano affetti da patologia oncologica. Questa concezione olistica, che riunisce la componente fisica, psichica e spirituale dell'uomo, è stata poi ripresa nei vari documenti che, nei decenni successivi alla fondazione delle cure palliative di fine vita. Sono state riproposte. Allora, guardate l'ultima. Cosa sono le cure palliative? Un approccio che migliora la qualità di vita dell'unità paziente familiare. Non c'è solo il paziente, c'è un'unità paziente caregiver. Rivolta alle patologie inguaribili, la prospettiva è la inguaribilità, quindi la morte. Qual è il centro dell'obiettivo assistenziale? Dare sollievo alla sofferenza attraverso, ancora una volta, vi sottolineo l'Early, la precocità. Del trattamento del dolore nella componente ancora una volta fisica, psicologica e spirituale. Sono passati 70 anni dall'origine delle cure di fine vita, palliative intese come hospice e movimenti di, di fine vita. La situazione fotografata dalla Lancet Commission, i migliori medici che si occupano di cure palliative oggi, capeggiati dalla professoressa Camilla Zimmerman, che fotografie ci restituiscono della situazione della gestione del dolore? Totale del dolore oncologico. La situazione è questa. È una situazione di diffusione importante che riguarda tutto il globo. Per cui, a fronte di questi numeri, che sono veramente numeri importanti, la prospettiva è quella di favorire programmi globali per realizzare servizi di cure palliative entro il 2030, favorendo però l'applicazione precoce, quindi la realizzazione di modelli in cui l'intervento non è nel momento del fine vita, ma Precoce deve accompagnare il percorso possibilmente intero della malattia oncologica oggi sempre più lungo. E la situazione italiana qual è? La situazione italiana è questa, basta questo slide. L'indicatore internazionalmente riconosciuto come indicatore di efficacia dei programmi del controllo del dolore oncologico è questo, è la prescrizione di opiacei maggiori. Questo è l'ultimo dato OSMED, eh, dato evidence-based, che ci dice che l'Italia, la linea azzurra la vedete, è eh, al di sotto della quota 2, come unità di misura di DD per 1000 abitanti di E, ci dichiara che siamo l'ultimo paese a livello europeo che facciamo uso di farmaci, che sono quelli eh, appropriati nella gestione del dolore oncologico. Allora in questa situazione di dati di evidenza, in questa criticità, Evidente, no? che appare lampante agli occhi soltanto analizzando i dati, ci aiuta nella lettura critica, ancora una volta Camilla Zimmerman, pronto, che in questo bellissimo lavoro ci rimanda un tema assolutamente attuale, e cioè uno stigma che oggi è più radicato rispetto ai decenni passati, che lega il concetto delle cure palliative di fine vita a un'equazione forte che è l'equazione con la morte ed è questo il motivo principale, la barriera principale per cui ad esempio i medici non inviano pazienti con dolore oncologico nella fase iniziale della malattia, quindi impediscono ai pazienti alla diagnosi di malattia metastatica di ricevere un proporzionale trattamento che può garantire delle risposte efficaci e per tempi anche molto lunghi. Non possiamo non parlare in un dibattito come questo di un tema che è culturale, che è antropologico, che è tanatologico, che è il tema della morte. La morte eh, a partire dal Novecento è stata completamente ad opera di una medicalizzazione radicale da parte della medicina eh, relegata in una situazione di rimozione socioculturale definitiva. Tanto che la morte umana oggi davvero diventa, è diventata una disadorna, priva di significato simbolico, quello che vogliamo, ma soprattutto è stata espropriata in modo definitivo dalla rappresentazione della vita. I filosofi parlano di morte come tabù, peggio, morte come vera e unica pornografia, di cui non si può neppure nominare il nome. A questo complica, in questa situazione così complessa e articolata, c'è anche una situazione che riguarda la medicina che bisogna subito dichiarare lo sviluppo rapido negli ultimi anni tecnico-scientifico con l'introduzione anche di discipline nuove, la biomedicina, la bioetica, bio bio che stanno sempre più spostando il confine tra quello che ad esempio è vita e quello che è morte, quello soprattutto che potremmo dire è naturale da quello che è artificiale. Quindi la morte, secondo qualche filosofo, potrebbe diventare una specie di artificiosità negoziata e segnare un'epoca in cui grazie alla tecnica sarà completo appannaggio dell'etica. Torniamo alle cure palliative. Sono nate 60 anni fa come disciplina di fine vita. Sono rimaste così? No. La medicina evolve. Nell'arco di 15 anni, negli ultimi 15 anni, le cure palliative sono diventate... Una proposta che viene anticipata nel momento stesso della diagnosi della malattia metastatica e deve accompagnare tutto il percorso della malattia. Il corpo scientifico ormai eh, è poderoso, ci sono tanti studi clinici randomizzati, ma ci sono anche studi di real life che ci in, danno queste informazioni. Le, le cure palliative precoci assicurano oggi il miglior controllo del dolore fisico riducono l'ansia, riducono la depressione e, riducono, e migliorano nettamente la qualità di vita di un paziente con patologia oncologica. Ma fanno anche un'altra cosa molto importante, riducono gli atti di accanimento terapeutico, cioè le pratiche di accanimento di terapia oncologica nelle ultimissime settimane di vita. L'integrazione precoce consente di evitare queste forme di accanimento terapeutico. Ma torniamo alla relazione. Una competenza specifica è la comunicazione, quindi una relazione che può assicurare medico-paziente, ancora come diceva Cecilia Sonder all'origine, davvero uno spazio che è in grado di accogliere, innanzitutto, di dare una comunicazione progressiva e graduale rispetto alla prognosi di un malato oncologico, permettere al malato un'elaborazione anche della stessa, del significato stesso della malattia, dando una risposta effettiva al problema della sofferenza arrivando fino a considerare la possibilità di accettare la morte. Questi sono alcuni lavori che negli ultimi dieci anni il nostro gruppo di lavoro ha dedicato in modo specifico al tema della comunicazione sui temi della vulnerabilità. E i caregiver? I caregiver hanno un ruolo fondamentale, è un'unità, paziente famiglia. L'Early Palliative Care ha dimostrato, con studi randomizzati veramente perfetti, che il caregiver riduce in modo altamente significativo la depressione severa, può elaborare meglio il lutto per questo abbiamo pensato a un'iniziativa editoriale che è un libro, in realtà sono video interviste l'attenzione e la grazia, esperienze di comunicazione in early palliative care in Oncoematologia. coematologia. proprio per volere sottolineare l'importanza e la centralità nella relazione di cura del ruolo appunto relazionale medico-paziente ultimo dato, ma non definitivo ma estremamente interessante. Gli studi sia randomizzati che di real life ci suggeriscono questo: che se un paziente ha un controllo ottimale del dolore e migliora la qualità di vita, controtendenza rispetto a quello che si è detto finora sulle cure di fine vita, vive anche più a lungo. Quindi, l'equazione del vivere meglio senza dolore significa oggi anche poter. Avere delle curve di sopravvivenza molto migliori rispetto al passato. Io termino davanti a un consesso straordinario di giovani studenti, futuri giovani medici, eh, lasciandovi due domande come medici, come studenti di medicina e futuri medici, eh, che sono queste. Cosa, cosa oggi possiamo definire eutanasia in senso etimologico greco, eutanatos? la buona morte, ricordando l'origine della disciplina che noi facciamo e il giuramento ipocratico che ancora sottoscriviamo. Sicuramente possiamo dire che la buona morte è una morte libera da dolori, ma è anche una morte libera da accanimento terapeutico, così come una morte non in uno stato di abbandono, di solitudine, cioè possa contare su una relazione efficace di cura. È in questo spazio di relazione che è l'unico possibile dove poter appunto Esprimere una comunicazione piena della, anche dello, della situazione di disperazione fisiologica rispetto alla prospettiva della propria morte. E un quinto punto fondamentale è dare supporto al caregiver, non soltanto al paziente. La seconda domanda che vi lascio in eredità è questa: cosa è oggi inumano nel processo del morire? Sicuramente avere dolori insopportabili non avere dei medici che prescrivono piacei, sicuramente subire atti di accanimento terapeutico che vengono messi in atto dai medici, sicuramente morire soli o, peggio, in uno stato abbandonico, quindi privati di una relazione medico-paziente, una relazione di cura, all'interno della quale, appunto, il quarto punto è più importante, non ci sia spazio per poter esprimere la propria situazione di sofferenza e disperazione di morte. Quinto punto, senza avere un supporto anche per il familiare. Allora ricordando che il tema di cui dibattiamo oggi è un tema molto importante che riguarda il dolore e la morte, quindi una sfida culturale, antropologica, soprattutto una sfida che la medicina oggi deve accettare se accogliere su un terreno che è quello della vulnerabilità e soprattutto dell'umano. Io vi lascio con un interrogativo che ho desunto dall'introduzione di un libro storico. La morte e il morire, Elisabeth Kubler-Rosa, prima edizione americana, 1969. Questo libro segna l'inizio della psicosanatologia, cioè di un medico che insegna agli altri medici come si accompagna un medico nel percorso del morire. Elisabeth si domandava: forse dovremmo chiederci se stiamo diventando più umani o meno umani. È chiaro che il malato soffre di più. E quello che è cambiato attraverso i secoli non sono certi bisogni del malato, ma piuttosto la nostra capacità di soddisfarli. Per chi fosse interessato ad approfondire questa questione e soprattutto l'ambito delle cure palliative precoce e simultanee, ricordo che il 24 maggio è organizzato in questa stessa sala un convegno sul tema delle cure palliative precoce e simultanee con anche la presenza di Camilla Zimmerman da Toronto. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille, Elena. E le presentazioni sono aperte alla discussione. La, la domanda è: vi abbiamo lasciati senza parole? faccio io la domanda. Emiliano. Sì. E, allora, innanzitutto ringrazio per la tavola rotonda, ringrazio tutti gli ospiti, anche a nome del Comitato. E volevo chiedere, appunto, si è parlato molto di dolore, giustamente, ma volevo chiedere un po' a tutti, quindi cerco anche di estendere la domanda, quali sono diciamo, gli altri sintomi, sia fisici, chiedo più... Ai medici, ma anche di sofferenza, non necessariamente fisica, ad esempio, Cappato ha accennato anche eh, alla sofferenza, diciamo, ai disagi psichiatrici, ad esempio. Vorrei capire, sia da un quadro più clinico, che da un quadro anche magari di, di normativa, piuttosto che di complessità, quali sono le sfide in questo caso. Grazie. Allora, Emanuele, grazie per la domanda. Il dolore è il primo sintomo della patologia oncologica, spesso adesso compare prima ancora di avere una diagnosi istologica definita ed è un dolore severo. Nella nostra casistica di centinaia di pazienti studiati, la motivazione per cui l'oncologo deve mandare subito, prima della diagnosi, spesso è proprio un dolore di intensità severa. Eh, e quindi assolutamente incompatibile con, non dico una qualità di vita alta, con la vita. E questo è il primo sintomo. Poi però il, il corredo sintomatologico di un paziente, io ti parlo della mia esperienza ovviamente, della, dei pazienti oncologici metastatici, eh, è un corredo importante, articolato, quindi la fatigue, prima di tutto, sintomi digestivi, sempre ti con, considera anche che la simultaneità del trattamento rispetto al trattamento oncologico, che è gravato da tossicità, Importanti, richiede appunto un intervento immediato per assicurare il controllo non solo dei sintomi legati alla malattia metastatica, ma anche il controllo della tossicità di un trattamento che di solito comporta tante tossicità. Quindi è tutto questo insieme di sintomi che determinano un deterioramento rapido della qualità di vita del paziente, ma che agiscono su una situazione importante che è quella appunto del rifiuto di una diagnosi, malattia oncologica metastatica, che per forza richiede un accompagnamento di tipo comunicativo relazionale, da subito in condizioni di normalità Emanuele, non la diagnosi di malattia che, eh, non so se avete sentito, 10 milioni italiani lo hanno fatto, il, di italiani l'hanno fatto l'intervento di Giovanni Allevi a, a Sanremo, è un'esperienza oncoematologica, è una diagnosi di mieloma multiplo, esordito ancora una volta come ti stavo dicendo descrive Giovanni al termine di un concerto a Vienna eh, io non, non riuscivo ad alzarmi dalla sedia perché il dolore vertebrale da mieloma multiplo che avevo mi impediva di alzarmi. Non c'era una diagnosi, poi è arrivata. Per un anno ho passato la mia vita a guardare il soffitto perché il trauma di una malattia che ti può inguaribile ti pone ovviamente di fronte a una situazione da subito di necessità di un accompagnamento rispetto anche al significato che quella malattia comporta nella vita di un giovane paziente, così come di un qualunque paziente di qualunque età. Per questo la relazione è a sottolineare l'importanza di una presa in carico immediata che consideri subito, solito il primo sintomo, il dolore e altri sintomi, è immediato e urgente e poi da lì instaurare, incominciare lentamente e progressivamente un percorso di accompagnamento relazionale. Io volevo eh, aggiungere una, soltanto una piccola cosa a quello che ha detto Elena, è che un percorso di cure palliative precoci è un percorso estremamente strutturato e professionale in questo momento. Ci sono almeno 10 trial randomizzati, controllati, che ne dimostrano l'efficacia e l'Elena li ha presentati. È un percorso che prevede come primo step la gestione dei sintomi e la costruzione del rapporto con la persona. Perché solo una persona libera da sintomi può iniziare a parlare di argomenti più importanti come la prognosi e poi iniziare a valutare la sua terminalità. Non, ovviamente non sono un medico, ma mi hai chiamato in causa. Allora io penso che la questione eh, psichica sia delicatissima e importantissima. In generale i servizi di salute mentale. Così scarsamente e sempre più scarsamente forniti nel nostro paese rispetto all'esigenza, che è un'esigenza sempre crescente, eh, e che si traduce prevalentemente nella difficoltà di avere un adeguato seguito psichiatrico, anche non solo per i malati terminali, ma anche per malati in condizioni di disabilità estrema che magari possono non provare una situazione di dolore fisico, ma si sentono totalmente incapaci a una vita di relazione e a volte li si può aiutare, a volte li si può aiutare tecnologicamente. L'associazione si intitola Luca Coscioni, Luca Coscioni parlava con gli occhi, cioè con un puntatore oculare digitava i tasti su una tastiera, oggi vent'anni dopo questi sistemi sono molto più sviluppati. Persino un malato locked in che muove solo gli occhi può entrare su internet. Comunica... Quindi queste cose vanno fornite con il nomenclatore degli ausili del sistema sanitario e invece il nomenclatore viene aggiornato con dei ritardi di anni rispetto alle tecnologie che sono disponibili. Le cure psichiatriche e poi devo anche dire l'Italia è uno di quei paesi dove si manderebbe in carcere chi fa sperimentazione sugli psichedelici. Ormai gran parte del mondo avanzato fa sperimentazione sulla malattia terminale, su psilocibina, LSD, ayahuasca, DMT, MDMA. Da noi carcere. Per cui eh, bene, cure palliative siamo tutti d'accordo, allora però mettiamo davvero nelle condizioni di poterle fornire tutte, sia sul piano delle sostanze. Sia sul piano dei professionisti che possono essere in grado di eh, dare il seguito più adeguato a una persona che effettivamente, lo ripeto, sono d'accordo, anche una persona che chiede di morire può trovare una risposta diversa, può cambiare idea. Non certo con il codice penale, non certo se è obbligato a farlo. Fare solo una piccola chiosa ehm, che poi... Conclude questo discorso. Riflettevo su quello che diceva prima, Cappato, ed è un aspetto sul quale probabilmente non abbiamo riflettuto abbastanza. Quando diceva: Ma in realtà non esistono pazienti che vogliono vivere e pazienti che vogliono morire, no? lui ci ha raccontato in prima persona un percorso. Dice: Tutti i pazienti vogliono vivere, nonostante e purtroppo anche in considerazione delle condizioni nelle quali si trovano. E cosa ci dice? Si dice che a un certo punto però quel paziente non ce la fa più. E quindi dice: basta, per me è sufficiente tutto quello che ho fatto, i due anni di DJ Fabo piuttosto che, che non altri. E questo per dire che c'è tempo, c'è un tempo per un intervento medico strutturato. Lo vogliamo fare dall'inizio, lo vogliamo fare quando lo vogliamo fare. E nelle modalità che evidentemente gli specialisti riterranno di poterlo, doverlo fare, ma c'è un tempo, c'è un tempo molto alto per, per poter intervenire in maniera costruttiva nella relazione con quel paziente. Grazie. Mario Luppi. Posso approfittare due o tre minuti della vostra attenzione per ringraziare. Sono Mario Luppi. Eh, sono un nematologo e, e insieme a Leonardo eh, e ad Elena abbiamo cercato di portare ad tanti colleghi che stanno qua ovviamente ad anticipare più che potevamo l'offerta di, eh, di cure di supporto palliative precoce a pazienti Elena eh, come osse Io faccio nematologo, dirigo, lo dico per il valore come dire, eh, istituzionale, una struttura complessa dal 2010 dove abbiamo cercato insieme a tanti colleghi di far sì che dentro la cornice della migliore offerta possibile in rete di terapie innovative ematologiche ci fosse uno sforzo di riconoscere i bisogni dei pazienti e dei familiari. Io credo che eh, l'incontro di oggi abbia messo in maniera sinergica le, 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 eh, al, al centro Ovviamente, non in modo retorico, quello che è necessario ancora fare e che provo a formalizzare con dei numeri, alcuni citati da Elena. Anche perché non si capisce l'ematologo. Poi, alla fine, sulle ulsimie, fa i trapianti, ok? Non è che c'entra molto a meno che non, non abbia un mieloma multiplo col dolore, allora la regione Emilia-Romagna, ma l'Italia che fa un censimento dal 2010 al 2019 su una reportistica dell'assistenza di fine vita in oncologia ed ematologia, ci dice mi interessa l'ematologia tra virgolette, che è fatto 100 il numero dei pazienti oggi in Italia che ricevono cure palliative, qui gli ematologici li ricevono nell'8% dei casi. Quindi gli ematologi credo abbiano molto da fare e chi diventerà un ematologo dovrà lavorare molto per far sì che quello che diceva il dottor Cappato, certo, lui diceva eh, tra le tante cose importanti, si può fare, si può fare, si può fare, si deve fare cure palliative. In ematologia siamo meno del 10%. Chi con le sue gambe va in un ambulatorio di cure palliative precoce è meno dell'1%. Okay? Quindi alcune regioni meglio, altre peggio, quindi c'è molto da fare, credo che siamo tutti d'accordo in, in un modo assolutamente. Uh, siamo in università, di nuovo non per essere stucchevole, vedo professor Fabio, ci sono tante altre università in Ateneo, quindi non soltanto medici, ed è una bella cosa, di nuovo, grazie agli studenti. Allora, l'università cosa può fare? Nel 2022 il Ministero della Salute e Università ha stabilito in Italia, ovviamente per ultima, che esistono scuole di specialità in medicina e cure palliative. L'anno dopo si è fatto un censimento, c'erano 100 posti, sono tanti con le risorse che ci sono, 60% non coperti, cioè nessuno di voi, neolaureato laureato, ha pensato che poteva iscriversi a una scuola di medicina e cure palliative. Questo è un tema che l'università non può disattendere, è chiaro? Mi sento in colpa, come posso essere universitario? Cosa può fare l'università? Boh, due robe, credo. La prima è quello che dicono gli studenti, le studentesse che ci hanno coinvolto, che hanno coinvolto Leonardo e tutti voi. Bisognerà cominciare a parlare di questi temi in modo anticipato. Poi risulta stucchevole perché da quanti anni ci diciamo, lo diceva Sabino, 60, 70, una vita, che uno dovrebbe mettere nel corso di medicina, della chirurgia, la discussione di questi temi. Mi fermo qua perché se lo diciamo è colpa dei professori universitari. Okay. La seconda cosa che può fare, ed è quello che cerchiamo di fare per dare un aiuto in nessun modo alternativo, è di dire, dato che... Prima bisogna fare cultura e l'occasione di oggi è un'occasione di cultura per cui magari fra due o tre anni qualcuno che si laurea si iscriva alle scuole di medicina e cure palliative, dove magari però ci sono anche dei docenti preparati e voi siete giustamente esigenti, chiedete che siano preparati. La cosa che si può fare adesso nelle scuole di specialità in oncologia e in ematologia è che gli oncologi e gli ematologi un po' sappiano di sta roba qua, abbiano quello che i nordamericani che non per forza devono essere più avanti, io non sono filo americano o filo nordamericano, hanno una cosa bella da dire. il Board certificate, cioè l'oncologo e lematologo, come la Bandieri, Potenza o tanti altri in pubblico che per anni hanno fatto l'oncologo e l'ematologo diventano anche competenti di usare i farmaci oppiacei, perché non è accettabile che oggi nel metastatico uno in un'oncologia, non dico a Modena ovviamente, non usi questi farmaci. Ora allora, proviamo a fare, non possiamo farlo, l'ematologia è esclusa come branca scientifica disciplinare. Eh? Dalle scuole di medicina e cure palliative abbiamo mandato una lettera. Non è colpa non è di questo, è colpa di nessuno. Gli ematologi, è colpa degli ematologi, perché ematolo, il paziente ematologico ha dolore. Si, sì, abbiamo capito, nel mieloma. La leucemia acuta nel 60% ce l'ha. Finisco. Quindi il master, di cui parlerà Potenza, non è un modo per fare del cinema, è un modo per formare 15 persone che sono. Internisti, oncologi, ematologi, a migliorare insieme a noi quel confronto competenze tecniche, ma anche di relazione. Perché il termine alleanza medico-paziente è certamente uno slogan, se inteso come tale. Se uno si sforza di avere perché ha più tempo di cura, perché la fregatura è cominciare l'ultima settimana o il mese di vita, ma in molte situazioni, non in tutte, parliamo del metastatico, dell'ematologico, leucemia acuta, c'hai un anno, un anno e mezzo, e comincia a dire che c'è un anno e mezzo davanti, hai bisogno di un po' di settimane e mesi. Spero eh, di, di non urtare la sensibilità nella franchezza e nell'enfasi. L'ultima cosa, di nuovo non perché sono autoreferenziale, non è, non è un caso che io non compaia su quel tavolo e chi mi conosce lo sa, ma apposta perché spero di dar, di dar così valore a quello che sto dicendo. Faccio parte, ho finito, del consiglio direttivo della società italiana di ematologia, che è la società italiana con eh, 3.000 iscritti, sono, sono gli ematologi italiani, si rinnova questo consiglio e ne faccio parte. Allora, da, dal, dalla, dal 2023 c'è una linea guida della SIE che dice come raccomandazione forte di... Implementare nelle ematologie del Paese ambulatori di cure palliative precoci. Questo non è niente. È uno sforzo culturale, eh, culturale come diceva anche Donerio Cappato, culturale di portare i bisogni e di imparare, perché nessuno di noi, neanche noi che ci siamo laureati, sappiamo, ce l'abbiamo imparate ovviamente, ma è. Eh, Abbiamo messo del tempo, dedicato del tempo extra per fare questo, in modo tale che senza che risulti uno slogan, lo dico con, davvero in modo sincero, uno prova a curare al meglio perché in ematologia bisogna fare i trapianti e i, i carti. e va benissimo. Provare a curare al meglio, ma dando una qualità di cura che sia il più possibile rispettosa delle preferenze eh, dei pazienti e dei loro familiari. Uno ci prova, ma quello che noi dobbiamo fare almeno, senza distinguere una cosa da quell'altra, è colmare un vuoto che, come ho provato a dire, è un vuoto molto grosso a cui credo solo una generazione di gente che non si è ancora laureata può provare unendosi a contribuire a migliorare. Scusate il tempo che vi ho rubato. E prendo un'altra domanda qui. Uh, la mia domanda era riguardo Scus al caso Fausta Faust Fausta Fausta c'era lui, scusami, arriviamo subito. Eh, no, la, mia... la mia domanda era, se, facendo riferimento al caso di Eluana Englaro, eh, la ragazza ebbe un incidente. Io non sono sicuro di... però, se mi ricordo bene, eh, la... cioè, si trovava in uno stato vegetativo per cui è rimasta per, eh, per circa 17 anni. In quel caso, quando non, cioè, penso non fosse chiara la volontà della ragazza di appunto, eh, intraprendere un percorso di fine vita, ma in quel caso era il padre no, che chiaramente in quella situazione si sentiva di chiedere questo per la figlia, in quel caso come, come, cioè, come ci si arriva? Cioè, si può arrivare al fine vita anche se non c'è la volontà specifica della persona in, primo, in primo, cioè, prima persona? quello che riguarda no, la sua malattia eh, ci si è arrivati con una decisione di tribunale sulla base dell'accertamento della ricostruzione delle volontà di Eluana Anglaro cioè non ha deciso il padre per lei non sarebbe stato sufficiente il fatto che lui fosse eh, come si dice l'amministratore il tutore eh, il, il processo 17 anni di processo sono serviti per accertare, ricostruire le dichiarazioni che Luana aveva fornito agli amici e ai parenti, eccetera, eccetera, e da lì sono state ricostruite le volontà. No? Oggi cosa cambierebbe? Oggi, se Luana Englaro, nel Luana Englaro di oggi, avesse fatto il testamento biologico, cioè fosse in per, meno dell'1% che l'hanno saputo e quindi. Eh, che, che l'ha fatto, allora non ci sarebbe bisogno di 18 anni di processo, si apre il testamento biologico, di disposizione anticipata di trattamento, si legge cosa c'è scritto, chi è il fiduciario e lì c'è la decisione, a meno che non ci sia un motivo di, di, diciamo, per rimetterla in causa, mh, però diciamo, lei dice, se un eluano in, eh, in grado oggi non avesse predisposto il testamento biologico, succederebbe esattamente la stessa cosa da un certo punto di vista, cioè potrebbe un tribunale eventualmente ricostruire la volontà, se però quella volontà non è in alcun modo ricostruita a quel punto, a quel punto diventa una decisione nel rapporto tra il tutore e i medici perché non hanno una indicazione da poter seguire, ecco perché è importante il testamento biologico. La, profess la professoressa lui. Grazie, eh, mi chiamo Fausta lui, sono docente di fisiologia umana qui a Unimore e sono stata per sei anni presidente del corso di laurea di medicina. E volevo dire intanto proprio aggiungere per completezza di informazione il fatto che nel nostro corso di laurea da eh, alcuni anni sono stati introdotti due moduli di insegnamento. Uno che si è dedicato alla terapia del dolore, integrato con quella parte della neurofisiologia dove si parla del dolore, delle basi neurofisiologiche del dolore, e uno di. Um, di cure palliative, che invece è al, al sesto anno: uh, Questo per dire che chiaramente uh, <ride> i percorsi poi si iniziano e poi chiaramente vanno mirati, calibrati e tutto sicuramente è perfettibile, però sicuramente questo è un percorso di cui il corso di laurea ha sentito l'esigenza e, uh, e, e che è avviato in questi termini. E poi volevo dire che mi sembra che questi discorsi si inseriscano bene cioè in argomenti ovviamente più generali che possiamo etichettare per così via, come umanizzazione della cura e relazione medico-paziente e qui. Eh, lo sforzo c'è di nuovo, tutto è sicuramente perfettibile. Per esempio, Leonardo, mi risulta che ovviamente tu da anni faccia attività sia nelle attività curricolari sia extracurricolari, insomma, sulla comunicazione medico-paziente meritoria. Ci sono altri insegnamenti, ci sono progetti come i pazienti formatori in cui si fa lezioni in tandem fra pazienti e docenti. Eh, la cosa che volevo dire è che in maniera forse un po' ehm, qualche volta, un finino sconcertante, si trovano anche delle resistenze a questo tipo di argomenti o da alcuni dei colleghi o, mi spiace dirlo, qualche volta anche dagli studenti. Eh, che magari punterebbero forse più volentieri, anche perché magari sono meno controversi o più, insomma, più tranquilli, solo su aspetti più eh, tecnici della formazione. Grazie. Grazie mille. Abbiamo tempo per un'ultima domanda lassù? No, era lui. Allora, gli organizzatori hanno deciso che si possono fare, ci diamo 5 minuti però di domande, quindi ok? Va bene, va bene. C'era prima lui però, secondo me. Lui chi? È uguale, via. E io ho una domanda, spero non sia intesa come provocazione perché non vuole esserlo e non lo è, e è una reale curiosità, volevo chiedere, si è detto che la Chiesa non accetta l'accanimento terapeutico, ma... Chi è che stabilisce quando è accanimento terapeutico, a che punto? È la medicina, semplicemente. Non è né la chiesa né il paziente, cioè, naturalmente è il medico o l'equipe medica, più probabilmente, insieme ai parenti, ai caregivers, alla persona se è in grado, probabilmente è. La somma di tutti queste. Eh, questi pareri, insomma, che, che è evidente che si possono dare solo dei criteri. Perché le situazioni sono centinaia di migliaia, quindi deve essere la medicina, alla fine eh, grazie, Donerio. Eh, no, eh, lo decidiamo noi, lo decidiamo noi sulla base di criteri che sono stati testati, discussi tra commissioni mediche, commissioni di pazienti e commissioni di familiari. È dal 2002 che si conoscono quali sono i criteri e sono 10 di accanimento terapeutico. Tre di questi li ha presentati Elena prima che sono tipo nell'ambito oncologico somministrare chemioterapia negli ultimi 60, 30 e 14 giorni di vita, fare una rianimazione cardiopolmonare negli ultimi 30 giorni di vita è una procedura di accanimento terapeutico, ricoverare in unità di cura intensiva negli ultimi 30 giorni di vita è una procedura di accanimento terapeutico. Quindi ci sono dieci indicatori che sono stati approvati e sono condivisi dalla Società Scientifica Internazionale. Chiedo scusa per l'intromissione. La questione però non esaurisce il problema in che senso? Che ci sono malati che vogliono rinunciare a interrompere cure che non sono assolutamente considerabili accanimento terapeutico. Quando un malato è attaccato a un respiratore artificiale e chiede di essere aiutato a morire, nessuno potrà mai definire quel respiratore artificiale senza il quale non potrebbe sopravvivere un giorno accanimento terapeutico. Allora qui il problema non può essere limitarsi alla valutazione tecnica è accanimento o non è accanimento, perché l'esercizio della libertà di scelta ha ancora più importanza laddove la terapia è utile, certamente, ma a protrarre una condizione che il malato rifiuta. Quindi per questo non basta dire no. All'accanimento terapeutico, l'esercizio della libertà individuale si esercita soprattutto, mi verrebbe da dire, perché l'accanimento terapeutico è semplicemente illegale, ma si esercita per quel tipo di condizione di sofferenza di terapia che non è accanimento terapeutico, ma non per questo è ritenuta sopportabile dal paziente. grazie eh, la mia è una domanda che forse è una risposta più personale cioè per ogni medico però è una domanda rivolta soprattutto ai medici ecco. come fa un medico ad accettare un rifiuto delle cure o la richiesta magari di un'eutanasia cioè come si fa visto che comunque soprattutto anche per un palliativista si cerca di portare al fine vita in una maniera estremamente dignitosa il paziente quindi come si può accettare che questa persona comunque decida di interrompere magari un percorso? Allora, io credo che questa domanda sia la domanda, cioè come si fa da medico metterei, farei un passo prima, come si fa da medico ad accettare l'idea della morte, della morte del paziente partendo prima di tutto da una approfondita valutazione della propria morte, accettazione e conoscenza della propria morte, cioè sono temi che sono centrali e dovrebbero far parte obbligatoriamente della costruzione proprio formativa di futuri medici, perché a un medico viene consegnata la vita quando c'è la possibilità di ottenere la guarigione, ma viene consegnata anche... La morte. La morte con il processo del morire. E quindi sono tematiche che sono completamente disattese dal punto di vista dei piani formativi e che richiedono un livello esperienziale, non teorico, pratico, che appunto fa di questa domanda la domanda. Un po' un medico accompagnare un paziente accettando l'idea, avendo elaborato la propria morte, anche l'idea della morte del paziente, la risposta e te la, te la do, essendo un oncologo che ha fatto una scelta di eh, cure palliative da 30 anni, la risposta è che è possibile. E quello che eh, si impara, si impara come ci hanno documentato Elisabeth Kubler-Rose nei suoi libri straordinari, ma anche Cicely Sonder, eh, Elisabeth iniziava il suo libro dicendo io ho imparato dai pazienti ho chiesto loro scusa Marco hai ragione mi devo spostare perché sennò do fastidio e sono violenta e diceva io ho eletto i miei pazienti e i caregiver che seguo come docenti cioè mi sono fatta insegnare da loro spiegare da loro che cosa vuol dire accompagnarli perché la morte rimane un evento assolutamente inconoscibile il morire però attraverso l'accompagnamento e la vicinanza di centinaia, migliaia di persone, invece si può, si può acquisire. Quindi dobbiamo diventare veramente, con un atteggiamento di grande umiltà su questi temi, farci insegnare dai pazienti e dai caregiver. Quello che vi posso dire come testimonianza di 30 anni di impegno in ambito oncologico, poi rapidamente dirottato verso l'impegno della patologia inguaribile, è che si può fare e si possono trovare delle risorse straordinarie in un arricchimento eh, straordinario rispetto a questo accompagnamento perché la ricchezza umana di senso, di significato e come diceva Donario prima di gratitudine, la cosa che a me ha sorpreso più in modo straordinario credo che sia stato il dono più, eh, più bello che ho ricevuto da tanti pazienti accompagnati anche dai dei caregiver è la testimonianza dopo che si è esaurito il momento della morte della gratitudine, un sentimento profondo che parla appunto della possibilità di un accompagnamento relazionale umano, si colloca lì la risposta di una gratitudine, di un sentimento di gratitudine che vuol dire essere stati vicini veramente ai pazienti con un insegnamento anche a livello personale individuale che è fortissimo, perché in fondo accompagnare un paziente nel suo morire fino alla morte ci rimanda per noi accompagnatori anche un senso di apprendimento e di tranquillità nei confronti della nostra morte. Se noi siamo in grado di accompagnare altri, questo vorrà dire che anche noi saremo in grado di essere a nostra volta accompagnati e il concetto della morte, che a tutti fa indiscutibilmente paura, può essere addomesticato e reso assolutamente accettabile. Questa è la risposta ovviamente personale che io do alla studentessa che mi domanda questo. Spero di essere di averti risposto. Posso dare anche una brevissima risposta? Cioè, probabilmente, alla luce di tutto quello che ci siamo detti prima, la domanda, la domanda vera sarebbe: come fa un medico rispetto a determinate condizioni che il paziente presenta a non aderire alla sua richiesta? Non come fa un medico che. La logica che dovremmo utilizzare oggi è diametralmente opposta a quella che noi medici abbiamo sempre utilizzato. Come fa il paziente a non seguire quello che dice il medico? Oggi dobbiamo dire ma come fa il medico a non adeguarsi a quelli che sono i desideri laddove legittimi e normati del paziente? Questa è l'inversione di rotta. Quando la professoressa diceva prima nel corso di laurea si fanno tutte queste cose, in scuole di specialità, scuso, finito, eh, eh, io penso che sia uno sforzo più che legittimo, meritevole e quant'altro, ma gli insegnamenti sulla relazione dovrebbero essere portati nel corso di laurea, non nelle scuole di specialità. Di specialità. Noi seminiamo su di loro. Noi siamo dei vecchi ormai, abbiamo le nostre consolidate convinzioni e sono finite. Seminiamo su di loro, loro sono un terreno fertile sul quale costruire una medicina migliore che non riguarda solo quell'aspetto, riguarda l'aspetto della cura, della relazione. Non basta che Leo, pur bravissimo, fantastico, faccia è venuto anche da noi Ogni tanto degli incontri sul consenso o quant'altro, ci vuole un corso strutturato che insegni loro a rapportarsi nei confronti del paziente in una maniera più propositiva per il medico e per il paziente. Scusatemi. Io sono dispiaciutissimo ma purtroppo non abbiamo tempo per altre, eh, per altre domande e volevo concludere questo, questo incontro riportandovi alle due domande che ci siamo posti all'inizio. Che cos'è una, cos una buona vita con una malattia inguaribile e che cos'è una buona morte? Eh, ce l'ha fatto notare anche eh, Marco Cappato, molto probabilmente noi dovremmo rinunciare alla qualifica di buona per una vita con una malattia inquaribile e alla qualifica di buona per la morte, perché tutti e due sono dei processi estremamente individuali, individuali e che si basano su delle relazioni personali, culturali, sociali e spirituali. E Dare un'etichetta buona o cattiva alla vita con una malattia inguaribile o alla morte vuol dire metterci la nostra soggettività e la nostra soggettività corre il rischio di limitare e comprimere le scelte del paziente e dei suoi familiari. A questa tutela c'è la delibera della Regione Emilia-Romagna sulla morte medicalmente assistita, l'avete sentito dal dottor Pelosi e dal dottor Cappato. Ma il fatto che noi non chiamiamo buona una vita con la malattia inguaribile, che non chiamiamo buona la morte soprattutto, non deve far pensare ai medici, agli operatori sanitari, a noi come società, che possiamo abdicare dalla responsabilità e dal nostro mandato etico di stare di fianco alle persone con una malattia inguaribile, solo perché, solo in nome di un, di un rispetto che è forse anche è acritico della libera scelta di decidere per la propria vita. Capato l'ha accennato, ma mi è parso di non cogliere questa. Noi viviamo in una società che ci scherma quotidianamente dall'idea della morte e dal morire. E allo stesso tempo la società ci dice che noi dobbiamo prendere decisioni autonome su quel momento là. E lo dobbiamo anche mettere per iscritto, testamento biologico, dobbiamo scrivere. Anche quelli di noi che non hanno ma la benché minima idea di quali possano essere tutte le implicazioni di questo processo. Implicazioni che non sono soltanto personali, sono sociali, sono relazionali, sono spirituali. Quindi, come faccio io a dire ad una persona che deve ordinare da mangiare se non sa nemmeno di essere al ristorante? E allora, ad una platea di futuri medici e operatori sanitari, io mi sento di ribadirgli il dovere etico di affiancare una persona con una malattia incurabile e di guidarla quando vi accorgerete, se ve ne accorgerete, che le scelte che quella persona sta facendo per la morte e il morire sono in contrasto rispetto agli obiettivi, ai valori e alle preferenze di quella persona là. E se ve ne accorgete è il momento di una comunicazione onesta e empatica che aiuti quella persona a valutare tutte le opzioni che ha nell'ambito delle sue scelte, perché possa fare dei piani realistici. È la domanda della studentessa di prima, come facciamo a preparare i medici per tutto ciò? E Elena ci ha parlato di un modello assistenziale, il modello delle cure palliative precoci, che almeno nell'ambito dell'oncologia e dell'ematologia affianca i pazienti con malattia metastatica, quindi inguaribile, i pazienti con neoplasia ematologica aggressiva dal primo giorno di malattia e li affianca per fare insieme delle scelte di vita e li affianca perché così si possono pianificare le scelte per la morte e morire, scelte che debbano e possono rispondere ai valori e alle preferenze di quelle persone e dei loro familiari. Ed è inutile che noi diciamo le cure palliative e le nominiamo. Cioè quello che noi dobbiamo sapere è che cosa sono le cure palliative. E che le cure palliative sono qualcosa di vecchio, di 60 anni fa, e che ci sono nuovi, per giovani, le cure palliative precoci. E quando è il momento di erogarle? Perché quello è il punto fondamentale, è lo snodo fondamentale. E allora ringrazio Unimore anche perché, così come per il Moremed, primo fra tutti gli Atenei italiani, ha iniziato un percorso di formazione in tal senso, con il primo master in cure palliative precoci per specialisti in oncologia e ematologia e internisti e medicina interna. E nell'ambito di questo master io sono onorato di potervi invitare... Ha un'occasione molto particolare, giovedì 16 maggio alle 14, al Cinema Astra, la proiezione di un video documentario sull'esperienza dei caregiver di pazienti che hanno ricevuto questa modalità assistenziale integrata delle cure palliative precoci. Grazie mille dell'attenzione. Non era allora solo io che non lo sapevo. No, no. Eh, ok, state scappando tutti. Ci sarebbero le ultime presentazioni degli studenti in plenaria e ci tengo ovviamente a ringraziare tantissimo gli ospiti e anche il professor Luppi per questo incontro. Quindi in realtà ragazzi faremo una breve foto e poi ci sono le ultime due esposizioni. E quindi ci tengo anche a ricordarvi: il 16 maggio il documentario, il 24 maggio l'incontro qui in plenaria. E niente, quindi chiamo anche Claudia sul palco per presentare i prossimi ospiti. Ah, inoltre potete ancora iscrivervi al workshop di CTO in aula 1.1. Potete andare a vedere il workshop di CTO perché è già iniziato, mi riferiscono. Basta. Devo dire, ok, facciamo la foto. Se volete tenere botta mezz'ora, poi è finito veramente, perché non faremo break, perché siamo troppo in ritardo. Ok, ragazzi, richiamiamo l'attenzione, vi chiedo di sedervi e continuiamo con le presentazioni degli studenti espositori. Chiedo appunto silenzio e ehm, chiamo qui con me Francesca Laonigro, dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Francesca presenterà il suo lavoro dal titolo Gli psichedelici come trattamento per il disagio psicologico nei malati terminali una revisione sistemica della letteratura e network meta-analisi. Eh, buongiorno a tutti, ringrazio la collega per la parola e quest'oggi vi parlerò di questo studio dal titolo Gli psichedelici come trattamento per il disagio psicologico nei malati terminali, una revisione sistematica della letteratura e network meta-analisi. Prima di entrare nei dettagli dello studio però è opportuno delineare brevemente il contesto in cui questo studio si colloca. Da secoli gli psichedelici sono utilizzati in riti e cerimonie sacre da diverse culture. Tra gli anni 50 e 60 cominciarono ad essere utilizzati anche in ambito medico-scientifico, soprattutto come adiuvanti alla psicoterapia, diventando così oggetto di numerosi studi clinici. Tuttavia, la ricerca in quest'ambito ha subito una brusca battuta d'arresto quando, in, all'incirca negli anni 70, l'uso ricreativo e terapeutico di queste sostanze è stato proibito. Negli ultimi anni si assiste, eh, in realtà, ad un notevole incremento delle eh, ricerche sugli psichedelici, come mostra l'andamento eh, del grafico delle pubblicazioni su PubMed, digitano, digitando sulla barra di ricerca appunto la parola psychedelics. In base al loro meccanismo d'azione, possiamo suddividere gli psichedelici in tipici, di cui fanno parte LSD e psilocibina, che sfruttano per il loro meccanismo d'azione i recettori serotoninergici, e gli psichedelici atipici, di cui fanno parte MDMA e ketamina, che sfruttano invece altri meccanismi d'azione. Uno dei campi in cui gli psichedelici trovano applicazione, su cui il nostro studio si focalizza, è nel trattamento del disagio esistenziale associato al fine vita. E questa è una condizione caratterizzata da una vera e propria sindrome di demoralizzazione definita nell'ICD 11 in cui i pazienti terminali affetti da malattie gravi sperimentano depressione, compromissione della capacità di coping, sensazione di essere intrappolati, disperazione, perdita di significato e scopo della vita, compromissione funzionale e desiderio di morte accelerata. I trattamenti attualmente disponibili per il distress esistenziale consistono nelle benzodiazepine, le quali riescono ad offrire un rapido sollievo della sintomatologia, ma altrettanto rapidamente possono indurre tolleranza e dipendenza. Gli antidepressivi convenzionali che agiscono sui recettori serotoninergici, d'altro canto necessitano di settimane se non mesi per poter esplicare appieno la loro, eh, il loro effetto terapeutico, eh, tempistiche di fatto incompatibili con pazienti a prognosi infausta nel breve termine. Infine, la psicoterapia, pur agendo sui degli, su importanti domini dell'individuo come quello della spiritualità, dell'empatia e dell'introspezione, anch'essa necessita di eh, tempo per poter apportare un beneficio. Per queste ragioni, i trattamenti attualmente disponibili eh, risultano, hanno un'efficacia limitata nella categoria di pazienti da noi considerata in questo studio. Gli psichedelici potrebbero rappresentare una valida alternativa terapeutica in quanto presentano diverse caratteristiche positive dei vari trattamenti attualmente disponibili. Infatti al pari delle benzodiazepine riescono ad indurre una rapida risposta terapeutica e riescono anche ad avere un effetto sui domini della spiritualità, dell'empatia e dell'introspezione così come fa la psicoterapia. Ed inoltre agiscono sui recettori responsabili della risposta antidepressiva nel particolare Caso degli, anti, degli psichedelici tipici sui recettori serotoninergici. Il nostro studio si propone pertanto di valutare l'effetto di sostanze psichedeliche tipiche ed atipiche nel trattamento del disagio esistenziale associato al fine vita. Come outcome primari abbiamo eh, valutato l'efficacia antidepressiva ed ansiolitica del trattamento e la sicurezza e la tollerabilità dello stesso andando a misurare il tasso di interruzione del trattamento dovuto a reazioni avverse gravi, il tasso generale di insorgenza di effetti collaterali ed il tasso di mortalità nel braccio di trattamento. Come outcome secondari abbiamo valutato invece un cambiamento nella qualità di vita e nell'accettazione della morte ehm, pre e post trattamento. Abbiamo condotto quindi una revisione sistematica della letteratura con network meta andando a consultare diversi database generalisti e specialistici, selezionando degli studi randomizzati e controllati che confrontassero gli psichedelici tipici o atipici in pazienti terminali, pubblicati entro il 1 settembre 2023. Come mostrato nel diagramma di flusso Prisma, dei 289 studi inizialmente selezionati, inizialmente identificati, al termine del nostro processo di selezione abbiamo incluso nella metanalisi 9 studi, corrispondenti ad un totale di 606 pazienti. Di questi nove studi il trattamento psichedelico utilizzato in tre di questi consisteva nella somministrazione di psilocibina, in altri tre di ketamina, in due di LSD ed in uno di MDMA. I risultati relativi all'efficacia antidepressiva del trattamento sono riportati in questo grafico Forest Plot. Come potete vedere in corrispondenza della linea del, dello zero c'è la linea del non effetto. Alla sinistra di questa linea si collocano le stime puntuali dei vari studi a favore del trattamento, mentre alla destra del grafico ci, ci, sono, ci potrebbero essere le eh, stime a favore del controllo. Come possiamo vedere di tutti i, i nove studi inclusi nella nostra meta-analisi, tutti quanti sono a favore del trattamento. Sebbene ehm, alcuni di questi questi abbiano il loro intervallo di confidenza che interseca la linea dello zero, ehm, indice di eh, una non significatività statistica. Tuttavia, la stima aggregata rappresentata dal diamante nero è assolutamente a favore del trattamento, infatti, è, è collocata alla sinistra del grafico ed ha una significatività statistica, seppure questa metanalisi abbia un'alta eterogeneità tra gli studi. Analogamente, per quella che è l'efficacia ansiolitica, possiamo dire che il trattamento abbia mostrato un beneficio sulla riduzione dell'ansia nei pazienti terminali, in quanto vediamo che anche qui la stima aggregata si colloca alla sinistra del grafico ed è statisticamente significativa. Per quanto riguarda gli outcome della tolleranza e la sicurezza, abbiamo visto che tra i vari studi analizzati non è stato segnalato alcun decesso correlato alla somministrazione di sostanze psichedeliche, sono stati riportati degli eventi avversi, ma di lieve entità, autorisolti e limitati nel tempo, e c'è stato un unico evento avverso grave che ha comportato l'interruzione della terapia, ossia ansia con transitoria ideazione paranoida in corso di somministrazione di psilocibina. Complessivamente possiamo asserire che i dati emersi dal nostro lavoro confermano quanto riportato in letteratura, cioè che la terapia con psichedelici è tendenzialmente efficace e ben tollerata. I risultati della network metanalisi: da, da questi risultati emerge come psilocibina sia la molecola dal profilo migliore. Infatti, eh, il forest plot relativo all'efficacia antidepressiva, il primo che vedete in alto in diapositiva ci mostra come psilocibina si collochi molto a sinistra nel grafico e questo è indice di una significativa superiorità rispetto alle altre sostanze ed anche rispetto al placebo. Per l'efficacia ansiolitica vediamo come anche qui psilocibina sia superiore al placebo in modo statisticamente significativo, ma non rispetto alle altre sostanze psichedeliche in quanto vediamo che gli intervalli di confidenza si sovrappongono. Per quanto riguarda gli outcome secondari, possiamo notare come psilocibina abbia dimostrato un'efficacia, seppur non statisticamente significativa, rispetto al placebo infatti, interseca la linea del non effetto e all'MDMA, sull'accettazione della morte. Inoltre, risulta essere l'unica sostanza che ha mostrato un beneficio sulla qualità della vita ed è la molecola meglio tollerata. I risultati del nostro studio vanno comunque interpretati alla luce di alcune limitazioni. Prima fra tutte la difficoltà a condurre degli studi in doppio cieco a causa delle marcate um, um, caratteristiche psicoattive di questi composti che hanno permesso sia a pazienti che valutatori di indovinare correttamente il braccio di appartenenza nel trial. Inoltre, un'altra limitazione potrebbe essere rappresentata dalla mancanza di dati di comparazione diretta tra molecole psichedeliche e di confronto tra altri, con altri trattamenti utilizzati per il disagio psicologico nel fine vita, come ad esempio gli antidepressivi classici. Inoltre, alcuni studi inclusi nella nostra meta analisi avevano un disegno crossover, il che li rende soggetti a un bias derivato dal carry-over effect, per cui c'è un prolungarsi dell'effetto del trattamento nella fase di passaggio al placebo a causa di un inadeguato washout. Inoltre, la scarsa numerosità campionaria e potrebbe essere indice di una bassa potenza statistica. E il fatto che gli studi inclusi siano stati condotti solamente in tre nazioni, Cina, USA e Svizzera, potrebbe, essere, ehm, potrebbe porre dei dubbi sulla generalizzabilità dei risultati. Per questo ci auspichiamo che futuri studi, idealmente condotti in doppio cieco e senza disegno crossover, possano essere ehm, eseguiti. In sintesi, possiamo dire, scusate, in sintesi, possiamo dire che ehm, la terapia con gli psichedelici sia un valido trattamento per l'ansia e la depressione associate a malattie mortali incurabili o in fase terminale, in quanto hanno mostrato un profilo favorevole di efficacia e sicurezza. Tra le varie sostanze esaminate, quella che ha mostrato il profilo migliore è risultata essere psilocibina. Nonostante questo, per il futuro ci auspichiamo che possano verificarsi eh, numerosi eh, ulteriori studi con una più ampia numerosità campionaria e che confrontino diversi farmaci psichedelici tra loro per poter migliorare la comprensione della terapia con gli psichedelici e permetterne l'applicazione in diversi contesti clinici. Prima di concludere ci tengo a ringraziare tutto il gruppo di lavoro del prof. Galeazzi ed in particolare il dottor Mattia Marchi che mi ha permesso di prendere parte a questo studio e mi ha seguita nell nella partecipazione eh, al congresso. Lasciandovi alcuni riferimenti bibliografici vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie, grazie Francesca. Chiedo se ci sono domande. Abbiamo una domanda, un'altra. Arrivi, arriviamo. Allora, non abbiamo il microfono, quindi se alzate un po' la voce... Ah, scusami, non ti ho visto. Mi chiedevo, considerato l'enorme bacino di applicabilità di questa nuova teoria, quale sia al momento la situazione italiana e quando e come questa nuova terapia potrebbe approdare all'interno del nostro sistema sanitario. E allora è una bella domanda grazie per la domanda e effettivamente in Italia attualmente il trattamento con psichedelici eh, non è ancora approvato anche se comunque chetamina sappiamo bene che la possiamo trovare in una qualsiasi eh, sala operatoria infatti è un anestetico però per diciamo, restringendo il campo d'applicazione ai disturbi psichiatrici questo è ancora eh, in iter di definizione e so che però è stato approvato lo spravato che è un enantiomero della ketamina, infatti è schetamina, non è chetamina, la utilizzano al CSM dell'Aslo di Bari, se non sbaglio, hanno fatto un piccolo studio con 7-8 casi in cui eh, sperimentano l'utilizzo di questo farmaco eh, su alcuni pazienti con una mh, depressione maggiore resistente al trattamento. Quindi, eh, diciamo, noi possiamo, la nostra parte che possiamo fare è quella di cercare di produrre quante più evidenze possibili per far sì che appunto ci possano, possano susseguirsi delle decisioni sociopolitiche favorevoli che possano anche di conseguenza, basandosi su delle solide evidenze scientifiche, approvare l'utilizzo anche di queste terapie. Ciao, grazie. Um, innanzitutto um, complimenti perché è davvero molto interessante questo studio. E io ti volevo chiedere, uh, come hai detto um, uno dei principali problemi è proprio quello del placebo. Um, e a questo riguardo, um, come potrebbero essere disegnati degli studi, soprattutto con la psilocibina, per poter controllare questa cosa? Effettivamente so che l'anno scorso è stato pubblicato su uh, Nature Mental Health uno studio con 40 uh, pazienti dove cercavano di controllare questa cosa utilizzando però ketamina uh, somministrandola a pazienti con un'anestesia uh, chirurgica e loro mostravano che effettivamente non c'era un effetto in acuto, eh, tra, non c'era differenza tra il placebo e la chetamina. Quindi secondo te quanto è forte l'effetto placebo in questi casi e mh, in futuro come si può diciamo, controllare per questa cosa? Eh. Perché sì. mi pare che questo potrebbe essere uno dei problemi maggiori per quanto sì, riguarda sì, esatto. l'utilizzo di questi farmaci. Allora ti ringrazio prima di tutto per la domanda e effettivamente sì, questo è un po' una un, delle più grandi limitazioni che si presenta quando dobbiamo condurre degli studi con queste sostanze che hanno questo marcatissimo effetto psicoattivo. E il problema del doppio cieco potrebbe essere ehm, sorpassato cercando di utilizzare nel braccio diciamo, di controllo, come dicevi anche tu, un'altra sostanza psichedelica. Però, eh, come presentavo anche prima nella diapositiva, mancano dei dati che possano confrontare, e adesso con dei trial che confrontino effettivamente diverse sostanze psichedeliche tra loro. È un tema molto attuale, molto secondo me in continua evoluzione. Stanno uscendo giorno per giorno nuove pubblicazioni a questo riguardo. E, quindi, secondo me, è una letteratura che adesso si sta costruendo in questi ultimi anni, eh, dobbiamo cercare di capire, in Italia purtroppo non è eh, possibile condurre dei, degli RCT, dei trial perché appunto non, non è legale, però ad esempio in America l'AIFA ha approvato eh, la somministrazione di psilocibina o c'è anche uno studio che è arrivato in quarta fase, ehm, non so se ehm, condotto da Rick Doblin che è uno dei dei, dei pionieri dell'utilizzo dell'MDMA e quindi secondo me pian pianino stiamo cercando di delineare meglio i contorni di, questa, di questo argomento che si spera possa nel futuro produrre sempre più evidenze e darci sempre più soddisfazioni. Grazie, grazie ancora Francesca. La seconda ed ultima presentazione di questo pomeriggio sarà svolta da due studenti dell'Università di Parma, Anna Saracino e Giacomo Maria Cerreto. Il titolo dello studio è "Iotaxin Signaling Access Host Variants in Asthmatic Patients: Pathophysiological and Clinical Implications. Buongiorno a tutti e grazie al Comitato di Moremed per l'invito e alla Commissione per aver approvato il nostro lavoro e averci dato quindi la possibilità di condividerlo con voi oggi. Io sono Anna Saracino, ho condotto questo studio che è una review sistematica insieme al mio collega Giacomo Maria Cerreto e siamo appunto studenti dell'Università di Parma. E il titolo appunto è Implicazioni cliniche e patofisiologiche delle varianti nell'asse di segnale delle otassine nel paziente asmatico e abbiamo condotto questo studio ehm, raccogliendo i dati da eh, studi pubblicati su, su PubMed ehm, negli ultimi vent'anni eh, ehm, riguardanti appunto il paziente asmatico e il ruolo delle otassine in esso. Ehm, qui è un breve ehm, schema dell'indice eh, del della mia esposizione, quindi partiremo con un breve accenno a che cos'è l'asma, alla sua clinica e all'epidemiologia, per poi passare alla patofisiologia e al fulcro, cioè che cosa sono le otassine, il, lo scopo della nostra ricerca, i risultati e alcune conclusioni. E come voi ben saprete, avete studiato l'asma la, una malattia eh, infiammatoria cronica e eh, multifattoriale che è eh, caratterizzata da ipersensibilità eh, bronchiale delle viere e che porta a edema della mucosa, broncospasmo reversibile e ipersecrezione. Mucosa. E come si presenta il paziente eh, asmatico? Eh, con una eh, tosse secca, e eh, con una dispnea eh, caratterizzata da un sibilo ispiratorio detto wheezing, eh, con il, il fiato corto e un, un dolore toracico. Tutti eh, questi sintomi eh, derivano dall'interazione eh, tra eh, fattori eh, che sono sia genetici sia ambientali, eh, come ad esempio allergeni ma anche. Sia di tipo alimentare che, ehm, ad esempio, le feci di laccare della polvere o i peli degli animali o ehm, l'esposizione a inquinanti ambientali o a infezioni eh, microbiche. L'esposizione, appunto, a questi eh, fattori provoca una cascata patofisiologica che vedremo meglio nel dettaglio eh, successivamente. E adesso eh, un piccolo sguardo all'epidemiologia eh, per quanto riguarda eh, l'asma, e se è una. Patologia molto frequente. GINA, ovvero la global, la global Initiative for Asthma, conta più di 300 milioni eh, di pazienti nel mondo, mentre l'OMS ne conta eh, circa 100-150 milioni e a livello europeo i pazienti risultano essere eh, più di 30 milioni, sempre più contati da Gina, e mentre per quanto riguarda il nostro contesto italiano vediamo che a essere affetti da questa patologia sono 3 milioni di abitanti, con una leggera prevalenza nel sesso maschile come vediamo nell'istogramma di destra e una leggera prevalenza nel centro-sud d'Italia rispetto al nord. Ora guardiamo la patofisiologia. Eh, abbiamo detto che alla base dell'asma ehm, dell abbiamo una iperreattività bronchiale, che è reversibile, e questa è generata da un'infiammazione, che a sua volta eh, viene scatenata dall'esposizione eh, ai precedenti stimoli che abbiamo elencato. E quindi allergeni, ehm, inquinanti occupazionali o microbi, ehm, la quale eh, iper, ehm, iperattività bronchiale può diventare irreversibile eh, se eh, su questi si inseriscono altri eh, fenomeni come eh, ipertrofia del muscolo eh, liscio, ehm, eh, aumento dello spessore subendoteliale e eh, deposizione di matrice fibrotica e rimodellamento delle viere. E entrando nel dettaglio che cos'è che scatena l'infiammazione e di che tipo è questa infiammazione, e come vediamo qui ehm, gli allergeni ma altri stimoli vanno a... Ehm, triggerare questa, questa infiammazione attraverso la stimolazione delle cellule dendritiche che si trovano intercalate all'epitelio bronchiale e queste cellule dendritiche qui rappresentate in verde vanno a presentare l'antigene ai linfocititi naive che si differenziano in TH2 e sono proprio questi a essere i principali protagonisti e responsabili del tipo di infiammazione che presenta l'asmatico e che porta alla sintomatologia. In particolare eh, questi linfociti TH2 andranno a stimolare i linfociti B a, eh, produrre delle, eh, a differenziarsi in plasmacellule e produrre delle IgE specifiche per i trigger. E, mm, in secondo luogo i linfociti TH2 producono ehm, delle citochine come interlochina 4 e 13 che stimoleranno i mastociti ehm, e interlochina 5 che stimolerà il reclutamento degli osinofili. E quindi ehm, arriviamo a una immediata reazione che è data dalla degranulazione mastocitaria, ehm, che, eh, dalla quale si ha la liberazione di stamina e altri eh, mediatori solubili come il PAF. Ehm, e che provoca un'ostruzione delle vie aeree e, in secondo luogo le osinofili degranulano in una reazione eh, ritardata eh, producendo eh, altri fattori insieme sempre ai mastociti eh, che sono le prostaglandine e i leucotrieni eh, che mantengono l'ostruzione delle vie aeree e eh, a questo aggiungono anche un'ipersecrezione mucosa. E, e questo era il quadro appunto dell'asma lieve moderata. Se, andiamo, se progrediamo verso un'asma severa, ehm, ai linfociti TH1 si aggiungono anche i linfociti TH1 e TH17, che peggiorano il quadro, ehm, che in quanto vanno a stimolare poi eh, il reclutamento dei neutrofili. Bene, dopo questo piccolo accenno eh, introduttivo. Allora, parliamo eh, di cosa sono le otassine. Le otassine sono delle chemochine, una famiglia di chemochine che comprende tre molecole che sono eh, otassina 1, 2 3, e 3 che sono coinvolte nel reclutamento di eosinofili e eh, linfociti TH2. Esse vengono prodotte dall'endotelio infiammato, dai monociti e dagli eosinofili stessi e in particolare eh, la numero 1 è coinvolta più nella risposta precoce mentre la numero 2 e la numero 3 sono più ehm, presenti nella eh, cronicizzazione. Queste tre eh, molecole condividono uno stesso recettore che risulta essere il CCR3, e, appunto coinvolto nel, nella cascata del segnale. E, qual è stato lo scopo della nostra ricerca? E queste sono molecole eh, che appunto abbiamo visto essere coinvolte nel reclutamento delle, degli osinofili, quindi hanno un ruolo nell'asma. Quindi abbiamo voluto sottolineare appunto il ruolo di queste molecole magari eh, non molto conosciute e ehm, studiare attraverso la raccolta dei, eh, dei risultati dei dati eh, della letteratura eh, il, la, se, una, se ci sia una correlazione tra genotipo eh, delle otassine e il fenotipo asmatico. Ehm, posto che appunto eh, ci sia questa relazione eh, che è stata effettivamente trovata e ci siamo poi chiesti se questa sia eh, mh, possibile per eh, stratificare i pazienti asmatici eh, sulla base eh, della severità della propria condizione. Ecco i risultati. I risultati ehm, quindi mh, vanno a vedere la correlazione tra genotipo delle otassine e il fenotipo asmatico in termini di eh, livelli di IgE circolanti, di eosinofilia e eh, di rischio di sviluppare l'asma. E prima di tutto, quindi andiamo ad analizzare la correlazione tra genotipo tassinico e i livelli di IGE circolanti. Qui vediamo appunto delle varianti che sono correlate a alti livelli di IGE nell'asma e negli afroamericani. E con questo quindi risultano essere correlati a un'asma maggiormente severa, e, mentre eh, esistono anche delle varianti protettive nei confronti dei livelli di IgE circolanti. E, per quanto riguarda il rischio di sviluppare l'asma, esistono varianti eh, che proteggono eh, dal rischio eh, per quanto riguarda l'eutessina 1 e l'eutessina 2, e, mentre, ehm, una variante stata, che è stata studiata nel, per quanto riguarda il gene del, eh, del recettore CCR3 non è assolutamente eh, associata. E infine, eh, come cambia eh, con l'osinofilia? Ehm, l'osinofilia eh, che è stata studiata eh, in queste ricerche eh, è osinofilia plasmatica, eh, non di tipo bronchiale che è quella che effettivamente ehm, correla con la severità del quadro asmatico, ehm, tuttavia in un certo modo anche l'osinofilia ehm, plasmatica risulta essere ehm, correlata a quella bronchiale. Si è visto che ehm, anche qui alcune varianti sono correlate all'osinofilia ehm, che poi rientra nella patogenesi dell'asma. Ehm, conclusioni. Ehm, da questi risultati, quindi, abbiamo eh, potuto sottolineare eh, una vera associazione eh, della, del genotipo eutassinico con il fenotipo eh, asmatico, e quindi i ehm, pazienti che presentano un determinato eh, genotipo hanno una suscettibilità all'asma e. Ehm, e questo eh, può essere, è un dato che può essere utilizzato eh, per ehm, utilizzare queste molecole come un nuovo marker eh, prognostico eh, per appunto stratificare i pazienti in base alla severità eh, della patologia e anche ehm, un ulteriore marker che possa indirizzarli verso una determinata terapia. E, come ad esempio succede per quanto riguarda gli asmatici gravi che vengono indirizzati a terapie mirate, target, come ad esempio anticorpi monoclonali, anti-GE e anti-interleuchina 5. Infine, degli studi sul, condotti sul, sul gene del recettore per le otassine mostra che... Ci sia un genotipo, qui riportato come secondo punto, che è correlato a una mancata espressione del recettore sulla superficie cellulare, e in questo modo le cellule risultano essere appunto meno sensibili alla via del segnale scatenata dal legame recettore e otassina. In questo modo eh, si potrebbero porre eh, le basi per eh, un um, nuovo approccio eh, terapeutico eh, di tipo genico, eh, un approccio che comunque necessita ancora di eh, tanti studi, eh, in particolare eh, sull'uomo. Infine, eh, uno studio è già stato condotto, eh, questa volta su un modello murino, eh, che però presenta una patologia eosinofilica, eh, tuttavia gastrointestinale, ehm, che... Ehm, in cui appunto è stato eh, sperimentato un farmaco eh, che eh, è di tipo anticorpo, un anticorpo monoclonale contro il recettore delle otassine, che ha visto, eh, si è visto ridurre eh, l'iperresponsività eh, bronchiale e dunque eh, una minore severità di asma. E questo potrebbe essere un risultato maggiormente traslabile nel contesto umano e aprire appunto a una nuova strategia terapeutica per questo tipo di pazienti che presentano questo recettore e questo genotipo. Io vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono disponibile. Grazie, grazie Anna. Ci sono domande? Arriva. Allora, eh, l'ultimo farmaco, quello nominato che è stato ipotizzato, che va ad agire contro il recettore dei, eh, delle chemochine, e già ci sono delle informazioni sulla sua efficacia rispetto ai monoclonali perché immagino che eh, serva poi per l'asma grave. Allora, ehm, questo farmaco è stato eh, sperimentato su modello murino, quindi non ancora sull'uomo e eh, è stato ehm, sperimentato su modello che non, ha, eh, non presenta asma grave ma una patologia osinofilica gastrointestinale quindi questo potrebbe essere un punto di inizio per una eh, successiva richiesta, eh, ricerca ehm, in ambito prima di tutto asmatico e poi umano. Quindi non ci sono ancora dati su eh, questo farmaco eh, in ambito appunto dell'asma, però l'abbiamo voluto eh, inserire perché può essere un punto di partenza, eh, vista il suo successo comunque eh, in, una, in un pathway in cui sono coinvolti gli osinofili, che sono coinvolti anche ne, appunto nell'asma. Grazie ancora Anna. Se non ci sono altre domande, proiettiamo ora il. QR code per rilevare la presenza di questo, per questo pomeriggio eh, per i ragazzi online. E adesso lascio la parola a Gilda. Bene, ci avviamo verso, verso la fine. E ora vi invitiamo tutti al primo piano dove si terrà la sessione poster, potrete assistere alla presentazione di sei elaborati in maniera diretta, non perdete l'occasione di interagire e porre domande agli studenti espositori. Nell'augurarvi un buon proseguimento dei lavori congressuali vi ricordo che le attività in Alamagna sono per oggi terminate e che riprenderanno domani mattina a partire dalle ore 9. La sessione poster durerà all'incirca fino alle 18.30. Un buon proseguimento del congresso a tutti e a tutte. Grazie.